Buongiorno a tutti, prego i consiglieri di prendere posto in aula. Seduta numero 100 del 7 febbraio 2023, do per letto il processo verbale della seduta numero 99 del 31 gennaio 2023, il quale, ove non vi sia un'opposizione, si intenda ad d'essenza dell'articolo 53,4 del regolamento interno. Richiamo inoltre d'essenza del quinto comma dello stesso articolo l'attenzione di tutti i consiglieri sulle comunicazioni distribuite. Con cui porto a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto il regolamento interno. Prima di iniziare il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna, con il parere positivo di tutti i presidenti dei gruppi consigliari, vi chiedo un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che, hanno, che ha colpito i territori della Turchia e della Siria. Grazie, grazie. Iniziamo eh, i lavori con il primo punto, interrogazione e risposta immediata. Partiamo dall'interrogazione numero 649 del consigliere Biancani, Vitri, Mangelardi, Bora, Carancini e Mastro Vincenzo, interventi urgenti di manutenzione straordinaria del tratto costiere antistante alla spiaggia di Sottomonte a Pesaro. Risponde l'assessore Stefano Guzzi. Siamo nell'ambito dell'interrogazione e risposte 694. 694. Siamo nell'ambito dell'interrogazione a risposta immediata, quindi risposte nei termini, repliche nei termini. Grazie Presidente. Allora, eh, per quel che riguarda questa interrogazione, eh, gli interventi... Eh, candidata all'assegnazione di risorse porfès per il 2027, questi fondi sono indirizzati prioritariamente per la realizzazione di nuove opere e non per opere di manutenzione tendenzialmente, a meno che non ci siano situazioni particolarmente gravi. Allora io voglio ricordare ai, a chi, eh, chi è, che ha posto questa interrogazione che per quel che riguarda il Comune di Pesaro in questi ultimi anni, e quindi parlo dell'attuale gestione, sono stati assegnati per quel che riguarda pesaro comune in varie occasioni una serie di fondi. Con decreto 107 dell 10 2021 119.000 euro 500 per la difesa della costa e manutenzione degli arenili. Il 7-4 2022 350.000 euro straordinaria manutenzione tramite rifioramento con masse naturale di scogliere emerse. Questo riguarda proprio la zona che è stata indicata in questa interrogazione. Con eh, delibera 31-1-2023, completamento scogliere litorale località Castel di Mezzo, e appunto Porfese in questo caso, noi mettiamo 250.000 euro sul comune di Pesaro. Ancora l'8.3-2022, eh, la somma di 127.352.000 euro, sempre per scogliere emerse antistante la spiaggia di Sottomonte e il comune di Pesaro, sempre la zona indicata da questa interrogazione, per un complessivo in tre anni di 846.800.000 euro. Oltretutto, no, faccio presente che noi, per l'anno 2024 e 2025, mettiamo a disposizione 1 milione nel 2024 e 2 milioni nel 2025 tramite bandi, con copartecipazione degli eh, enti locali, appunto, per la difesa della costa e la manutenzione delle scogliere. Questo per dire che eh, i fondi FES non vanno tendenzialmente per eh, manutenzioni così come indicato. Voglio ricordare che il Comune di Peso per manutenzioni in questa fase ha ottenuto da questa amministrazione 890 mila euro per vari interventi, varie opere e in parte mi pare che il Comune l'abbia proprio orientato su quel tratto di coste che viene oggi segnalato. La parola per la replica al consigliere Biancani, prego. Sì, grazie Presidente, Le ringrazio l'assessore. però volevo un attimino farle eh, un po' il quadro. I dati che lei ha dato sono sicuramente dati veri, esatti: nel senso che ormai dal scorso mandato a livello regionale era stato avviato che annualmente si facevano dei bandi, che era la cosiddetta linea B e la linea A. Per quanto riguarda sia la manutenzione delle spiagge, quindi i ripascimenti, sia per quanto riguarda invece la manutenzione delle scogliere. Questa amministrazione ha proseguito in questo, in, questa, in questo iter, cioè mantenendo le risorse sia per quanto riguarda la manutenzione delle spiagge, sia per quanto riguarda le scogliere. Il comune di Pesaro, al di là di questi 39,5 milioni di euro, dove comunque la città di Pesaro sono state date praticamente le briciole, perché parliamo di 250 mila euro su oltre 39 milioni. E la città di Gabice non è stata invece finanziata eh, per niente. Quindi la mia interrogazione evidenziava questa, come dire, questa scarsa attenzione rispetto alla città di Pesola di Gabice con i fondi legati al, al PNR e al PORFES. Per quanto riguarda invece, come lei giustamente ha detto, il comune di Pesola, a differenza di molti altri comuni, è vero che ha preso per le scogliere prima 350, poi 127 mila euro, però. L'assessore doveva anche dire che sono due bandi, appunto la cosiddetta vecchia linea B, che oggi mi sembra che si chiama linea C, ma non è questo il problema. Dove viene richiesto comunque un cofinanziamento comunale, mentre nel corso di questi due anni e passa sono stati dati spesse volte i finanziamenti diretti anche in tabella C a molte amministrazioni comunali, quindi tabella C che non richiede il cofinanziamento comunale. Io avevo già presentato un emendamento nel 2020, un emendamento nel 2021, un emendamento nel 2022 in occasione del bilancio, dove chiedevo appunto questi 400 euro che servono per completare l'intervento per il quale il Comune ha chiesto il finanziamento. Sia per quanto riguarda Levante e Sottomonte. Per quanto riguarda Levante, il finanziamento complessivo c'è. Per quanto riguarda Sottomonte, invece, il bando da mila euro che l'amministrazione aveva presentato non è stato finanziato. Quindi a questo punto siccome partiranno a giorni, a breve o più che a giorni, gli interventi sia a Levante mentre l'intervento piccolo di Sottomonte è stato già fatto, la mia richiesta era quella di finanziare direttamente con 400 euro per evitare che il Comune dovesse aspettare i finanziamenti che poi per quanto riguarda le scogliere sono 2025 questo vorrebbe dire che il Comune dovrà aspettare il bando, che non so se uscirà quest'anno, ma anche se uscirà quest'anno i fondi sono nel 2025 e ci sarà almeno un anno o due senza la, senza la completa revisione e sistemazione di queste scogliere. Quindi la invito, oggi la risposta è praticamente una risposta dove lei eh, rilancia la, eh, eh, il fatto che il Comune dovrà partecipare al bando, il bando non so se uscirà quest'anno, ma anche se esce i fondi sono nel 2025 perché il milione... Che lei ha detto nel 2024 sono quelli che servono per i ripascimenti, non quelli che servono per la, la, la manutenzione delle scogliere. Quindi la invito invece, magari con il prossimo assestamento di bilancio, a prevedere delle, delle risorse dirette anche per l'amministrazione comunale in maniera tale da completare questo intervento, che ormai è chiaro che è urgente anche perché i danni che sono stati anche l'ultima mareggiata hanno reso molto evidente come questo tratto di costa era come dire, prioritario rispetto eh, ad altri interventi che sono stati previsti. Comunque la ringrazio, ma eh, la risposta praticamente non c'è, ma le chiedo di prendere atto di questa necessità. Ovviamente se vuole condividere con me e capire come meglio fare rimango a disposizione. Grazie. Grazie, passiamo alla seconda interrogazione. a risposta immediata, la numero 695 dei consiglieri Vitri, Biancare e Maggiore, Mastro Vincenzo Grancini e Gesetti. Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle fiume e Foglia. Risponde l'assessore Stefano Aguzzi. Prego, assessore. È la numero 695. Ah, ecco bene, un attimo solo. Adesso okay, prego. Eh, per quel che riguarda il Fiume Foglia, eh, a riprova di molti interventi effettuati in questi mesi e negli ultimi anni. Eh, dobbiamo dire che le insistenti piogge e la fortissima piena degli ultimi giorni, della di dieci giorni fa, non hanno provocato eh, diciamo, disagi particolari fortunatamente in quella zona. Questo, ripeto, a riprova anche di tanti lavori portati avanti. Vi ricorderete che c'è stata anche una polemica sulla stampa perché eravamo intervenuti in maniera troppo incisiva sul foglia, tagliando forse qualche albero di troppo. Questo veniva, diciamo così, riportato sulla stampa. Non dico che fosse effettivamente così. Quindi a riprova di tanti lavori fatti. Il Foglia fortunatamente ha tenuto in questa, ed, erano, diciamo, ed era stata una piena consistente, non da sottovalutare. Per quel che riguarda esattamente la questione che, poneva, eh, che ponevano i consiglieri, per quel che riguarda eh, dei lavori diciamo così, di sommurgenza sul fiume Foglia per una piccola rottura di un argine che c'era stato proprio a seguito di quella piena, io faccio presente che la piena del 23 gennaio scorso vi è stato effettivamente un cedimento dell'argine di circa 10 metri a sinistra idrografica. Del fiume Foglia, localizzata a circa 100 metri a monte dell'area del Galoppatoio appunto nella sede dove, diciamo, che viene evidenziata proprio da questa interrogazione. E si è dato, io me ne ero curato direttamente, mi ricordo, il giorno stesso si è dato immediatamente avvio ai lavori di sommo urgenza per l'importo di 58 mila euro. Sono lavori conclusi in questa fase e quindi portati avanti, messi in sicurezza completamente. Per quel che riguarda ulteriori interventi ho ancora un minimo di tempo. Per quel che riguarda invece il fiume Fogli in questa fase faccio presente che proprio ieri l'altro ieri è stato assegnato eh, sono state assegnati 900.000 euro, io leggevo ieri dalla stampa che sarebbero stati assegnati dal Ministero, il Ministero li ha assegnati alla Regione la Regione li ha assegnati al Comune di Vallefoglia e tramite il Consorzio di Bonifica si porteranno avanti questi lavori per 900.000 euro sul um, Fosso Taccone che è un, un um, um, affluente del Fiume Foglia che tendenzialmente poneva problemi e faccio presente che anche le famose casse di espansione di cui da anni e anni si parla a chiusa di Ginestreto ugualmente in questo caso la Regione Marche già da tempo ha dato 5.500.000 euro al comune di Pesaro e sta il Comune di Peso redigendo il progetto definitivo per iniziare a a, diciamo, questo primo stralcio di opera che poi seguito, dovrà invece essere seguito da ulteriori stralci successivi, probabilmente questi a carico della Regione, ma noi non possiamo intervenire su un secondo stralcio quando il primo ancora non è stato nemmeno appaltato dal Comune, su questo ho sollecitato il Comune anche ultimamente per, e mi, da, mi hanno rassicurato sul fatto che comunque stanno andando avanti con la progettazione definitiva e successivamente con la grada appalto. Grazie la consigliera Michela Vitri per la replica. Sì, grazie Presidente e ringrazio l'assessore per la risposta. Riguardo alla sommorgenza, sì, lei fa riferimento all'area del galuppatoio dove c'è stato questo cedimento dell'Argine e quindi eh, accolgo con favore la risposta sull'intervento realizzato in sommorgenza. Eh, come avrà letto però nel dettaglio della mia interrogazione, si ponevano anche altri punti mh, importanti per la messa in sicurezza del fiume Foglia, non solo nel comune di Pesaro, ma anche nei comuni di Vallefoglia, Tavuglia e... Montelabate. In un punto in particolare, io faccio riferimento all'intervento già finanziato per un primo stralcio eh, quello. A cui, lui, a cui lei si è riferito con i 900 euro che sono arrivati dal governo e che invece prevede un intervento complessivo di 3 milioni di euro che sarà realizzato come deciso dal Comune di Vallefoglia dal Consorzio di Bonifica ora quindi la questione è un'altra mancano 2 milioni e 100 euro per realizzare l'intervento definitivo in tutto il tratto del fiume Foglia in questi comuni se un primo stralcio permetterà una prima messa in sicurezza solo in un punto che dovrebbe essere quello della confluenza tra Fiume Foglia e Fiume APSA. Poi per tutto il resto del tratto è necessario che la Regione intervenga urgentemente per reperire i mancanti 2 milioni e 100 mila euro. Mi permetto anche di mettere in evidenza che questi 900 mila euro arrivati dal Governo alla Regione e che giustamente la Regione deve trasferire al Comune di Valle Foglia erano già stati previsti dal Governo precedente. Comunque questa richiesta, è partita, aggiungo, questa richiesta è partita proprio dal Comune di Vallefoglia, ci sono eh, documenti che lo testimoniano già negli anni precedenti, in questi ultimi due anni ci sono state diverse richieste che documentano proprio eh, la necessità di intervenire urgentemente, messa in evidenza dal Comune di Vallefoglia e che finalmente è riuscito ad ottenere questi 900 mila Euro già annunciati dal precedente Governo Draghi, già trasferiti alla Regione e che ora permettono solo il primo stralcio. Ribadisco, è necessario che la Regione ora si impegni a reperire i restanti 2 milioni e 100 mila euro per completare il progetto già presentato dal Consorzio di Bonifica. Per cui mi auguro che non si perda tempo su questo e la ringrazio Assessore anticipatamente per ciò che potrà fare. Grazie. Un'altra interrogazione per quanto riguarda l'assessore Stefano Guzzi, la numero 696, di Consigliere Bora, Magelardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastro Vincenzo Vitri. Indicazioni e interventi per mitigazione dei cambiamenti climatici. Risponde appunto l'assessore Stefano Guzzi. Prego, assessore. L interrogazione è la 696. Sì, grazie. Che i cambiamenti climatici siano una realtà in questi ultimi anni è del tutto evidente. Io sono sempre stato uno dei grandi sostenitori di questa tesi perché sono sinceramente davvero evidenti lo vediamo eh, ogni qualvolta che in inverno ci meravigliamo che non nevica più in pianura come magari nevicava un tempo che d'estate non piove più come, come pioveva un tempo cioè è, è certo che c'è una eh, variazione indubbia in, in questa interrogazione si chiede cosa intenderebbe il Presidente della Regione Marchi in questo caso quindi l'amministrazione regionale quando dice che eh, stiamo mettendo in campo finanziamenti per quel che riguarda appunto la mitigazione sui cambiamenti climatici, ecco questo è come si dice un argomento che lo si può tirare un po' come meglio crediamo io parto da questo presupposto intanto per quel che riguarda tutta una serie di manutenzioni portate avanti in emergenza dopo la terribile alluvione del 15 settembre senza avere quei fondi a bilancio previsti e predisposti solo il settore genio civile della regione Marche ha effettuato 78 interventi per 6 milioni e 500 euro, i soldi trovati tra le pieghe del bilancio, sottratti ad altri settori, probabilmente perché ripeto non erano lavori previsti e predisposti, sono stati fatti con insomburgente proprio in quei momenti. I famosi 400 mila quale si fa riferimento, questi sono 400, 400, milioni, scusate, 400 milioni che il Governo nazionale ha messo a disposizione nel triennio verso la Regione Marche proprio a favore di questa situazione che è venuta eh, purtroppo alla luce eh, nel mese di settembre, questa terribile alluvione eh, questi sono gestiti dal commissario eh, straordinario in questo caso ovviamente è il Presidente della Regione e il subcommissario, il vicecommissario Babini e questo, questi 400 milioni fanno parte però di una partita molto ampia che, fa parte, che comprende ristori di sommergenze eh, ristori a famiglie, ristori ad aziende L'accoglienza in sede diciamo eh, per chi è che dovuto rimanere fuori casa, eh, lavori di messa in sicurezza complessivi e anche preventivi perché queste cose magari non risuccedano. Proprio ieri parlavo con Babine del fatto che eh, per quel che riguarda l'abbattimento di Ponte Garibaglia-Sinigaglia ad esempio e eh, la messa in opera di questa famosa passerella di cui abbiamo parlato qui anche sollecitato da, diversi, eh, da diverse interrogazioni del consigliere Mangialardi e anche di altri. Eh, io posso dire che eh, questi lavori sono stati affidati al consorzio di bonifica che entro questo mese porterà eh, diciamo così, il progetto definitivo e complessivo per entrambe queste iniziative e su questo Babini proprio ieri mi ha assicurato la sommergenza. Sommergenza vuol dire poi di fatto senza gara andare immediatamente, un po' come avevo già risposto all'interrogazione l'ultima volta, la tempistica dovrebbe essere quella e quindi sarà presto installata la passerella ristrutturata e adeguata a quello che deve essere un passaggio ovviamente. Ed, e successivamente anche l'abbattimento del ponte. Comunque fa facevo gli esempi di quei 400 milioni. Mentre invece per quel che riguarda i fondi ministeriali che noi avevamo a disposizione e dovevamo diciamo, indicare i vari interventi, quei 13 milioni e 700 mila euro, su questo noi prevediamo eh, 975 mila euro sul fiume Misa per l'ampliamento della eh, cassa di espansione di Bettolelle che è già in atto ma va ulteriormente ampliata. 3 .950... 9.000 euro per la caccia di espansione sul fiume Misa, che quindi ci apprestiamo alla progettazione in località. Pancaldo del comune di Ostravetere, 3.750.000 euro casse di espansione sul fiume Nevola in località Ponte Lucerna nei comuni di Corinaldo e Trecastelli E anche qui abbiamo mandato a questo punto alla progettazione. Poi abbiamo 1.550.000 euro per Fosso Offagna, 1.610.000 euro Fosso San Valentino, qui siamo in altre zone, non siamo più sul Misa e poi 1.350.000 euro per la manutenzione idraulica del fiume Chienti, questi sono i 13.700.000 euro. Ci tengo anche a dire che eh, in in collaborazione con la Università di Firenze. Stiamo attando, adottando uno studio complessivo di allertamento diciamo così, più adatto a questi appunti, appunto, cambiamenti climatici sempre più repentini. Quindi il sistema di allertamento che, sul quale si basa la nostra protezione civile da anni in questi anni verrà diciamo così, assoggettato ad uno studio più approfondito per poi creare una rete di allertamento diciamo così, più idonea, idonea per lo meno a quelli che possono essere gli eventi eccezionali che, fino che stiamo sempre più con maggior eh, frequenza vedendo. Quindi qui c'è questa collaborazione e sono ulteriori 300.000 euro per questo studio che poi sarà inizialmente portato sul Mise il nevola ma poi ampliato tutta la rete idrografica regionale. Consigliere Bora, prego per la repli. Grazie Presidente, non so se c'è una traccia scritta, se così fosse gradirei poterla leggere eh, successivamente. Non posso che essere profondamente insoddisfatta intanto perché l'assessore non ha risposto alla eh, mia domanda sulla composizione del fondo da 13 milioni di euro e poi sono insoddisfatta anche nel merito. Intanto per l'ennesima volta l'assessore Aguzzi... Dice che quando loro si sono insediati non hanno trovato nulla. Siccome ho fatto una richiesta d'accesso agli atti dove è emersa la rendicontazione fatta a fine legislatura e più di un centinaio di milioni di euro per questo, ne farò un'altra di richiesta d'accesso agli atti. Ci faremo anche una bella conferenza stampa per amor di verità. Detto questo, mh, qui voi continuate ad andare sempre, anzi vi fermate alla propaganda e lo fate anche su materie delicate come queste. Io. Quando ho letto questo articolo sono rimasta veramente senza parole, mi sono confrontata anche con altre associazioni che tanto hanno a cuore l'ambiente e tutti hanno detto, oi boh, ma veramente perché noi non sapevamo niente, con chi hanno concertato questo fondo da 13 milioni di euro e oggi scopriamo che non sono altro che, che eh, interventi di mitigazioni per la messa in sicurezza risorse e fatto salvo quelle nazionali poi vedremo se quando arriveranno che avevate trovato voi ma io in realtà partirei con ricordare quello che non avete fatto da quando vi siete insediati ad esempio voi non avete dato seguito al patto dei sindaci che giustamente coinvolgeva gli enti locali perché gli enti locali sono responsabili del 70% del raggiungimento degli obiettivi climatici la regione da sola oppure i cittadini da soli non possono raggiungere questi obiettivi allora avete azzerato il fondo che avevate trovato a bilancio io speravo di trovare qualcosa da questo punto di vista ma ovviamente non è altro che propaganda nient'altro che la propaganda ehm, oggi assessore non possiamo e non vogliamo in, in nessun modo permetterci ulteriori errori o ritardi Relativamente alle misure adottate per prevenire o quantomeno mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ogni giorno perso, ogni risorsa non prontamente programmata con competenza rischia di essere con causa di ulteriori annunciati catastrofi ambientali e tragedie umane. Oggi ci saremmo aspettati di ascoltare un programma dettagliato con l'indicazione degli interventi effettuati e quelli di prossima attivazione oltre, oltre, oltre agli interventi di mitigazione oltre perché i cambiamenti climatici eh, si affrontano in un altro modo non cercando di arginare danni ma su tutta una serie di azioni che lei non ha elencato quindi annuncio non solo una richiesta d'accesso agli atti ma anche un'ulteriore un emozione sono profondamente insoddisfatta con Grazie, adesso uh, rimanendo in aula l'assessore uh, Aguzzi, andrei alle interrogazioni normali e farei la numero 612 dei consiglieri Appunto Vitri, Biancani, Mangelardi, Bora, Mastro, Vincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, Salvaguardia della sede IMPS di Urbino. Risponde l'assessore. Come? Non è in aula, allora passiamo alla successiva, la 608 dei consiglieri Biancani, Vitri, Mangelardi, Bora, Garancini, Casini, Cesetti, Mastro Vincenzo, attuazione del visto l'articolo 13 della legge regionale 17 2015. Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia. Risponde l'assessore Stefano Guzzi Prego Assessore. Allora i consiglieri fanno presente che eh, l'articolo 13 della legge regionale 17 del 2015 prevede in deroga alle disposizioni del precedente comma i comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B interventi di recupero dei sottotetti, con poi delle altezze che indicano questa delibera, eccetera, 2 metri eh, qualora sia fatto in un certo modo fino ad un 1,40 mm. 40, qualora sia inclinata, eccetera, eccetera. Quindi fanno presente questa situazione, fanno anche presente che proprio indicando questa normativa, legge 17, il Comune di Pesaro ha apportato una delibera di eh, variante urbanistica e a questa delibera di variante urbanistica l'ASUR eh, 1 di Pesaro avrebbe dato un parere negativo e di conseguenza il Comune di Pesaro ha in questo caso poi rinunciato a portare avanti questa variante. Conseguentemente i consiglieri oggi mi chiedono se, eh, se ci sono eh, altre iniziative in questo senso che hanno avuto lo stesso esito di quella di Pesaro e eh, conseguentemente cosa intendiamo fare per riordinare un attimo questa situazione. Allora io a questo rispondo dicendo che è stata effettuata un'analisi a campione su alcuni comuni marchigiani quelli diciamo, con più popolazione, Ancona, Senigallia, Civitanova, Iesi e Fano, per chiedere se sono state effettuate varianti urbanistiche o richieste di variante urbanistica basandosi su questa normativa, su questa legge. E attualmente eh, non c'è stata nessuna richiesta di variante che, che richiedesse diciamo, l'applicazione di questa normativa. Quindi il caso di Pesaro è un unicum in questo caso. E eh, dovessero arrivare comunque nuove richieste in questo senso. Noi chiederemo alle 5 ast, perché adesso sono aziende eh, speciali territori sanitarie territoriali, non sono più ASUR da, dal primo dell'anno. Chiederemmo comunque una visione unitaria, non che magari una dà un parere rispetto a un'altra di un'altra provincia che ne dia un altro, così come è avvenuto su questa cosa di peso. Poi, probabilmente, su questa variante di peso c'era un qualcosa probabilmente di particolare che ha ostato il fatto di poter proseguire con un parere positivo. Quindi non abbiamo altri casi. Qualora ce ne siano daremo ovviamente una risposta univoca e non parziale, suddivisa provincia per provincia. E in ultimo, eh... Voglio anche ricordare che stiamo in questo momento portando avanti una nuova proposta di legge urbanistica che è anche una fase ormai avanzata, diciamo di elaborazione, anche con degli incarichi che abbiamo dato a livello nazionale per redigerla. Saremo predisposti e pronti ad una fase di confronto già dal prossimo mese di aprile, abbiamo più o meno valutato questa tempistica, quindi questa nuova legge urbanistica. Terrà conto anche di questa situazione, ingloberà al suo interno anche questa, eh, questa casistica e quindi questa casistica avrà una risposta più definita e tra virgolette definitiva per quel che riguarda eh, lo svolgimento delle norme urbanistiche a livello regionale. Grazie Assessore. La replica del Consigliere Biancani, prego. Sì, grazie Presidente. E allora, Assessore Guzzi, eh, il tema è questo. Eh, non c'è nessun altro comune che ha fatto richiesta perché il primo comune che l'ha fatta, un ente della regione, ha dato parere negativo, quindi difficilmente ci sarà un altro, che, un altro comune che avvia questa richiesta. La mia interrogazione era proprio per sollecitarla in qualche modo a organizzare da subito un incontro con le varie aste in maniera tale da condividere una, dire, un parere uniforme a livello regionale, come dice lei, perché il servizio dell'area vasta 1... In conferenza dei servizi ha dato parere contrario al recepimento dell'articolo 1 bis della legge 17 perché ha spiegato che è in contraddizione con la legge 36 del 2005 e con la legge regionale 17 del 2015 e le disposizioni del di DM del 75 del Ministero della Salute. Quindi lui ritiene che i requisiti igienico-sanitari non ci siano nel caso in cui l'altezza media non sia 2,40, ma bensì 2,20. Qui lui l'ha spiegata bene, cioè lui dice che praticamente la, la norma regionale non è applicabile. Quindi eh, io penso che non ci sarà, nessuna, sarà difficilmente un altro comune a fare la richiesta, perché c'è già un parere di negativo da parte di un ente della regione. Quindi quello che le chiedo è non di aspettare che ci sia un comune. Che riprova a fare una proposta di variante, ma di convocare quanto prima eh, tutti gli enti del eh, oggi, AST, assessore, in maniera tale da dare una, una risposta uniforme perché gli altri comuni che avevano avviato si sono bloccati, ovviamente, non vanno avanti perché già c'è stato un parere negativo, ovviamente. Poi ci sarebbe che una provincia si può fare e un'altra provincia non si può fare. Quindi lei ad oggi non ha, messo, come dire, non ha avviato niente da condividere con. Eh, le varie AST, ma la invito invece a farlo in tempi rapidi perché rischiamo di aver approvato una legge che, che il Consiglio regionale ha approvato, che lei come anche alcuni di noi hanno promosso nel territorio e in realtà questa legge non viene applicata in nessuna parte della Regione perché un ente della Regione ha dato un parere negativo dicendo che non è applicabile perché è in contrasto col, col decreto eh, per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari. Quindi la, la invito a. Capisco che c'ha molte cose, è difficile stare dietro a tutto, però questa è una legge che, che, è, che è sua e quindi io, se fossi lei, essendo sua, farei di tutto per capire se ho fatto una legge che può essere applicabile o se ho fatto una legge che non è applicabile, perché eh, se no e rimane tutto sulla carta, ma il fatto che una legge rimanga solo sulla carta che non sia applicabile penso che sia comunque grave. Se poi emerge che la legge è stata fatta magari con c'è stata scarsa attenzione, magari se, se, eh, questo Consiglio è stato particolarmente come dire, poco attento alle normative nazionali, si deve modificare la legge nazionale, si annulla. La legge precedente, non si può rimanere con una legge che è stata approvata ma che gli uffici, che gli enti della regione dicono che non è applicabile. Quindi rimanere in questo limbo penso che sia negativo. Quindi la invito, per me, spero che lei abbia apprezzato questa, mia, questa nostra interrogazione perché è un modo per in qualche modo anche prendere, prendere atto di quello che è successo, che magari le era anche sfuggito, ma ci sta. Però le chiedo di prendere veramente in tempi rapidi eh, in mano la situazione perché così non è sostenibile. Grazie. Grazie vicepresidente Biancani. Passiamo ora all'interrogazione 612, risponde l'assessore Stefano Aguzzi. Prego assessore. Grazie presidente. In questo caso si pone in evidenza eh, una situazione che si è creata nel Comune di Urbino eh, per quel che riguarda la sede IMS è eh, ubicata in quel eh, territorio effettivamente c'è stata un problema in questo senso che eh, la direzione IMS regionale ritiene non più eh, adatta la sede nella quale è attualmente ospitata per la vetustà dell'edificio per essere eh, ubicato all'interno della ZTL difficilmente dice accessibile ho parlato con la direttrice regionale proprio i giorni scorsi e anche l'utenza è al limite delle consuetudini per quel che riguarda l'organizzazione INFER che prevederebbe sedi INFS con almeno 60.000 abitanti e la sede di Urbino con tutti i comuni del circondario arriva a 58. Però su questo non pongono problemi sulla questione della popolazione più di tanto. Anche in questo caso, se mi permettete, sono anche intervenuto facendo presente che comunque Urbino è una città capoluogo. Eh, eh, Co-Capoluogo è una sede ovviamente eh, prestigiosa di università, è, un, è una città di riferimento come servizi un po' per un territorio molto ampio dell'entroterra che altrimenti avrebbe diciamo, un forte disagio a dover raggiungere altre località particolarmente ubicate magari sulla costa o in altre città. Questo è, è stato tenuto in considerazione dalla direzione IMS regionale, anzi, sono state anche la dottoressa Zamba, Zambataro è stato molto eh, attente e gentile in questo senso, eh, so che è già in contatto con il Comune di Urbino. Il comune di Urbino gli ha fatto presente la disponibilità a poter concedere una sede in zona sasso ma non è stato di gradimento della direzione IMS perché è ritenuta non adatta, non so bene con, con, per quali motivazioni. In questo caso so che c'è un ed una disponibilità in questo senso da parte del Comune avrebbe, indicato, avrebbe diciamo così, identificato un paio di sedi fuori dalle mura cosiddetto fuori dalla ZPS eh, dalla ZTL, scusate, eh, quindi più facilmente raggiungibili. E so che c'è questa interlocuzione in questo momento con la direzione IMSS regionale per divenire a quello che è un accordo il più plausibile possibile per poter mantenere questa sede. Comunque che io sappia, il Comune di Urbino si sta adoperando per questo e la direzione IMSS della Regione Marche è particolarmente attenta a questa situazione e quindi stanno ricercando e creando, credo, le condizioni per poter mantenere questa sede di Urbino in una nuova sede. Grazie Assessore Aguzzi, la parola alla Consigliera Vitri, prego Consigliera. Sì, grazie Assessore per la risposta. E, sinceramente sono piuttosto delusa perché mi rendo conto che dal 30 ottobre o comunque da metà ottobre in poi, quando è emerso il problema della chiusura della sede IMS di Urbino, fino ad oggi, che siamo a febbraio, e non si è riusciti a, ad arrivare ad una soluzione perché da tutto ciò che lei mi ha dichiarato ripercorrendo le tappe, le proposte avanzate dall'amministrazione comunale di Urbino e le perplessità sulla vecchia sede, comunque risulta che ad oggi non c'è una sede già individuata per l'INPS di Urbino. La buona notizia è, prendo atto è che non sarà Chiuso, la sede non sarà ridotta ad un infopoint, ma eh, la eh, cattiva notizia invece è che per eh, la città di Urbino, che è col capoluogo e che comunque ha un punto di riferimento IMPS che interessa non solo la città di Urbino, ma. È riferimento per 20 comuni della provincia di tutto l'entroterra. Quindi al di là del limite dei 60.000 abitanti, sappiamo che nelle aree interne comunque sono difficoltosi anche i collegamenti molto spesso. Qua si arriva quasi a 60.000, a 59.000. Sarebbe davvero assurdo che si volesse guardare questo parametro al puntino quando stiamo parlando di una zona interna e di una città co capoluogo Per cui la sede spero sia confermato, rimarrà ad Urbino, ma non eh, la struttura che aveva in precedenza nel palazzo dell'ex legato Albani, che è un peccato anche sentir definire vetusto, visto che si parla comunque di un edificio storico in, mm, nel centro di Urbino. E posso comprendere che eh, invece sia necessario avere un edificio magari facilmente più raggiungibile fuori dalla ZTL per chi arriva da fuori della città di Urbino. Ad oggi però lei non, ha, non mi ha saputo dire quali sono le altre sedi individuate. Non è di gradimento dell'Imps quella in zona Sasso, quindi la struttura ex megas che ha proposto il comune di Urbino, ma rimaniamo con un quesito. Quali sono le altre sedi individuate? Perché ad oggi tra queste altre sedi non è stata già scelta una? Sono passati quasi cinque mesi e si è ancora in questa fase di attesa, di limbo, in cui eh, gli stessi cittadini di Urbino e dei 20 comuni che fanno riferimento alla città in tutto l'entroterra non hanno ancora una risposta. Grazie, grazie consigliera. Passiamo ora alla discussione dell'interrogazione 661. Risponde l'assessore Stefano Aguzzi. Prego, Assessore. L'interrogazione 661 pone l'accento sul fatto che la società Steat Trasporti di Fermo starebbe non rinnovando il contratto da alcuni dipendenti di una società che gestisce le pulizie degli autobus e degli uffici. E a questo. Mh, eh, a questa situazione mi risponde appunto la Stea stessa che eh, in qualche modo ho contattato per capire le motivazioni. Intanto faccio presente che a noi Regione Marche, eh, a me come assessore del lavoro non è arrivata nessuna diciamo così, richiesta di interlocuzione né a livello sindacale né a livello aziendale né a livello dei singoli dipendenti eventualmente coinvolti. Comunque per capirci in soldoni se la situazione è questa. Eh, Lì c'era stata una gara d'appalto per eh, ottenere questo servizio nel 2018, eh, prevedeva due anni 2019-2020 ed era stato giudicato ad una società per 98.298 euro questo servizio. A causa del Covid e delle relative pulizie straordinarie, il costo passa dai 98.000 del 2019 a 273.000 nel 2020 e a 279.000 nel 2021. Poi, vista l'eccezionalità del momento, viene rinnovato anche per il 2022 con 248.000 euro. Questa è la situazione diciamo, che si è creata nel tempo. Ad ottobre del 2022 il nuovo CDA, da poco insediato, ha provveduto giustamente ad espletare una nuova gara, visto che... Era già scaduta da due anni la gara precedente, ma era stata rinnovata a causa covid è stata assegnata ad una nuova società, al di là di chi sia, una nuova società, per 89.804.000 euro. I due lotti relativi, una alla pulizia degli automezzi è stata giudicata per 80.527.000 euro, l'altra per la pulizia dei locali per 9.277 euro, appunto complessivamente 89.804. È chiaro che qui si evince immediatamente che una gara riportata All'attuale situazione, quindi alle esigenza esigenze che va sui 90.000 euro è molto lontana da quella che era l'eccezionalità vissuta gli anni addietro: che prevedeva servizi per quasi 250.000 euro, cioè due terzi, cioè tre volte tanto. Di conseguenza, la nuova società si è impegnata ad attuare la clausola sociale, cioè il riassorbimento dei lavoratori. È chiaro che questa clausola sociale. Eh, si pone secondo anche la compatibilità e l'organizzazione d'impresa legata all'attuale servizio ed è inutile e questo è il punto è inutile dire che l'attuale servizio è ovviamente un servizio ritornato tra virgolette alla normalità pre covid e la ditta questo mi stanno facendo presente il nuovo concessionario ha difficoltà ad assorbire per intero tutto il personale che in maniera eccezionale era stato incaricato nel periodo Covid. Che ripeto, non era una piccola differenza. Ma guardando i costi, da 90.000 euro si era passato a 250.000 euro. Quindi vuol dire c'era un forte incentivo a incremento anche di personale. Ed in questo caso non sarebbe la detta in grado di sostenere diciamo, l'occupazione per tutti coloro che sono stati impegnati durante il Covid, ma ritornerebbe ad una situazione pre-Covid. Questo è quanto mi è stato fatto presente, consiglieri, quanto io posso riportarvi in questa sede. Ripeto, non siamo stati coinvolti né sindacalmente, né da parte dell'azienda, né da parte di singoli lavoratori di una qualche richiesta di attenzione su questa situazione, se non tramite questa interrogazione, che apprezzo ovviamente. Sì. La parola al consigliere Cesetti, prego consigliere. Mm, grazie presidente, assessore come tu apprezzi la mia interrogazione io apprezzo diciamo, il senso della tua risposta eh, perché capisco che potevi limitarti a dire vabbè la Steat no, non mi ha fa fatto sapere nulla dice l'assessore non sono stato coinvolto nessuno mi ha chiesto te lo chiedo io e ti ho coinvolto io con questo, con questo atto perché la questione che ci sia stato un contratto diverso per la pulizia degli uffici e dell'autobus riportato all'era pre-covid già questo è un primo errore dal mio punto di vista da parte della Steat perché la pulizia dell'autobus e degli uffici dovrebbe essere garantita oggi, come era nel tempo Covid, sia perché il Covid non è completamente smantellato, anche se non siamo più in emergenza, sia perché diciamo, la pulizia serve appunto per prevenire, per prevenire, quindi è ex se che oggi. Si, impone, le, si impongono le medesime modalità diciamo, dell'era Covid. Già questo è un primo aspetto che avrebbe dovuto indurre Steat diciamo, a mantenere quel tipo di appalto e così i posti di lavoro con la clausola sociale. Perché appunto per questo motivo si sta consumando in Steat una vicenda molto grave che da una parte c'è appunto eh, non viene più garantito quel servizio adeguatamente secondo me e quindi lei oggi mi dà, tu mi dai oggi assessore un elemento in più. E sia perché eh, questo ha determinato tra l'altro il licenziamento dei lavoratori addetti alle pulizie. E non mi può venire a dire SteAt non mi può venire a dire STEAT, eh, che magari ci sono problemi di ordine economico. Perché STEAT, ad esempio, si è determinata all'acquisto da parte del demanio dell'area dove stazionano gli autobus, pagandola 900.000 euro in più rispetto al prezzo, e questo perché il comune di Fermo, socio della STEAT, non ha esercitato il diritto di prelazione non ha esercitato il diritto di prelazione, con un danno quindi di, di abbastanza, abbastanza derivante. Quindi, eh, ripeto, io credo che sia necessario un intervento dei soci della STEAT, che sono in primo luogo la provincia di Fermo, con quasi l'80%, il comune di Fermo. E tutti gli altri comuni della provincia di Fermo, perché STEAT è una società interamente a capitale pubblico. E per questo io credo che sia necessario un tavolo, Assessore. Te lo chiedo io formalmente, in qualità di consigliere regionale, di convocare. Di convocare: questo è il punto, eh, di convocare STEAT, di convocare la provincia di Fermo. Che è il socio di maggioranza ed almeno il comune di Fermo, che è un altro socio importante, perché appunto si ripensi all'organizzazione di quel servizio di, polizia, Cesetti, finisco, prego, di polizia di uffici e dell'autobus e lo si ripensi come era nell'era Covid, perché è assolutamente necessario, e così facendo, e così facendo eh, diciamo si garantiscono anche i posti di lavoro attraverso l'applicazione. Della causa sociale anche di quei lavoratori che sono stati licenziati. Io chiedo di farlo con urgenza, lo può fare perché Regione Marche finanzia il trasporto pubblico locale, quindi assegna a SEAT sia i chilometraggi sia le relative risorse e credo che questo sia un costo che la STEAT può e deve sostenere per garantire, ripeto, prioritariamente il servizio al quale sono preposti è preposto il personale dipendente e garantire anche i posti di lavoro. Grazie, Assessore. Grazie, Consigliere Cesetti. Passiamo ora alla discussione dell'interrogazione 685. Risponde l'Assessore Stefano Guzzi. Prego. Grazie Presidente. grazie. In questo caso i consiglieri del Partito Democratico mi chiede quale sia lo, attualmente lo stato di attuazione dell'ufficio speciale per il bacino del Misa e Nevola. Essi sì, riferiscono ad una. Eh, all'articolo 14,3 eh, della legge regionale approvata il, il numero 31 del 30 dicembre 2022 che è appunto previsto che la Giunta regionale istituisce entro il 31 gennaio 2023 nell'ambito del Dipartimento competente in maniera di infrastrutture, territori e protezione civile appunto una struttura denominata Ufficio speciale per il bacino del Misa e del Nevola. Al comma 4 del stesso articolo dispone poi che l'attuazione del comma 3 si prevede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente. Quindi con delibera di giunta del numero 80 del 31-2023 1 2023, è stata istituita effettivamente, a sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18-21, nell'ambito del Dipartimento di infrastrutture, territorio e protezione civile l'unità di progetto denominata appunto ufficio speciale per il bacino Misa e Nevola, di cui le funzioni sono eh, all'allegato A e, la, e la, mh, i soggetti indicati nell'allegato B che poi vi, vi, vi leggo, se per chiarezza maggiore vi leggo direttamente. Eh, la gestione del l'unità di progetto è affidata quindi al dirigente di Protezione Civile e Sicurezza del territorio il quale la coordina e io vi leggo gli allegati per chiarezza anche per informativa a tutti i consiglieri, quindi l'allegato A funzioni e compiti dell'unità di progetto Ultimazione degli interventi già avviati di manutenzione dei corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume Misa. Raccordo con il Vice commissario delegato quindi parliamo dell'ingegner Babini, in questo caso per l'alluvione marca 2022 per la realizzazione degli interventi inseriti nell'elenco di quella lettera D eh, di mitigazione del rischio residuo relativa al rischio idrogeologico del bacino del Misa e del Nevola. Gestione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi del bacino idrografico Fiume Misa. Gestione in collaborazione con la Settura Risorse Umane della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio dei servizi di allerta meteo e presidio idrogeologico secondo le previsioni della legge 160 del 2016, limitatamente al territorio del bacino idrografico del Misa, anche coordinando i presidi di Protezione Civile di come del Bacino Idrografico del Fiume Misa Relativa Associazione del Volontariato Protezione Civile di raccordarsi con gli uffici tecnici delle autonomie locali del bacino Misenevole e soggetti portatori di interessi diffusi. Fanno parte di questo eh, ufficio speciale l'ingegner Stefano Stefoni, dirigente dell'azione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche, l'architetto Lucia Taffetani, dirigente del settore Genio Civile Marche Nord. L'ingegner Raffaela Sorresi, una PIO, lavori idraulici, settore genio civile Marche Nord. L'ingegner Vito Smacchia, funzionario della direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, con mansione di raccordo con il vicecommissario, appunto. Quindi le situazioni che vi dicevo prima è stata istituita il 31 di gennaio immagino che stia già portando avanti i primi passi e su questo vedremo in prospettiva un attimo le situazioni, è un coordinamento di fatto un rafforzativo di attenzione su quel territorio che ovviamente merita un'attenzione particolare perché è vero che le situazioni del 15 settembre sono state del tutto eccezionali e speriamo tanto non ripetibili ma è anche vero, tanto vero che quel bacino soffre ogni qualvolta, c'è cioè una pioggia maggiormente insistente come è avvenuto anche pochissimi giorni fa e, e siamo sempre un po al diciamo limite, quindi merita un'attenzione particolare e interventi anche diciamo, di tipo particolare e ulteriormente incisivi. Grazie Assessore, la parola al Consigliere Mangialardi, prego Consigliere. Grazie Vicepresidente, buon saluto a tutti. Uh, assessore, grazie, uh, come dire, vedo che è stato dato seguito al... Uh, All'ordine del giorno che avevamo presentato e, e all'emendamento che è stato poi approvato in Aula in occasione del bilancio di previsione eh, 2023-2025, uh, adesso uh, approfondiremo rispetto a, a come è stato strutturato. L'idea iniziale, ma poi eh, noi ci fermiamo, era quella di incardinare un ufficio speciale sotto. Eh, il coordinamento del commissario invece eh, eh, di fatto all'interno eh, di, di ufficio della protezione civile con, con eh, eh, l'individuazione di obiettivi eh, che sono mh, assolutamente ineludibili rispetto alla, alla, alla situazione che eh, conosciamo quindi eh, così come è strutturata assessore sembra più un passaggio formale che sostanziale però vedremo poi l'efficacia intanto ringrazio per la risposta se poi mi fa avere anche la documentazione che oggi ha messo a disposizione dell'Aula la ringrazierei ulteriormente grazie grazie consigliere Mangialardi passiamo ora alla discussione dell'interrogazione 689 risponde il vicepresidente Saltamartini, prego. Grazie presidente, eh, l'interrogante pone eh, una serie di questioni eh, consigliere Santarelli, una serie di questioni tra virgolette eh, indefinite, nel senso che chiede di sapere come mai la direzione della Ravasta 2 non riesce ad espletare gli atti necessari, questo è l'oggetto dell'interrogazione. Per garantire una parità di trattamento economico e giuridico al personale, quindi invito l'interrogante a dettagliare e specificare quali sono le, eh, i trattamenti economici e giuridici non garantiti, tanto più per il fatto che sono beni che possono essere tutelati in via giurisdizionale. Eh, quindi, per, in via generale, per rispondere a questa interrogazione. Eh, devo renderle dotto di alcune materie che per relazione a me possono essere collegate con questa interrogazione. Allora, in particolare devo rispondere eh, al collega Santarelli che per quanto riguarda la liquidazione degli incentivi la Ravasta 2 ora ST di Ancona ha liquidato il 100% della performance organizzativa del 2021 al personale del comparto con determina del 23 giugno ha effettuato anche i pagamenti. E per l'anno 2022 l'azienda sta lavorando per liquidare la performance organizzativa allorquando verrà presentato il bilancio d'esercizio dell'Asur il cui termine scade il 30 aprile prossimo 21. A ciò si deve aggiungere che l'azienda sanitaria territoriale di Ancona liquida le somme residue a valere sulla produttività del personale del comparto con cadenza annuale. Per quanto riguarda la liquidazione di incentivi da parte delle altre AST si deve eh, rilevare che eh, hanno liquidato esattamente un acconto del 50%. Per quanto riguarda gli incarichi di funzione, che eh, astrattamente possono essere ricondotti alla domanda presentata con l'interrogazione. Si deve eh, prendere atto che la Ravasta 2, eh, in base a precisa scelta aziendale, ha bandito con delle determine 1435 dell'11 agosto 22 e del 13 dicembre 22 la selezione interna per gli incarichi A1, 54 incarichi di organizzazione e 31 ulteriori incarichi di organizzazione sanitaria. Alla data odierna è stata approvata la determina. 22.62 del 30 dicembre 22 di ammissione e esclusione dei candidati ed è in corso l'integrazione e l'adeguamento con contestuale nomina delle commissioni. Quindi chiedo conclusivamente al collega Santarelli se vorrà eh, dettagliare esattamente il petitum di questa interrogazione per conoscere eh, con precisione quali siano diciamo così, queste discresie che lui vuole far rilevare appunto nella gestione del personale della Vasta 2. grazie grazie Assessore. La parola al consigliere Santarelli. Sì, grazie vicepresidente Pasqui. Buongiorno a tutti, un saluto ai presenti Giunta, consiglieri e struttura amministrativa. Questa risposta dell'assessore Saltamartini non ci soddisfa per il semplice motivo che l'interrogazione di oggi nasce da una preoccupazione che affligge in modo particolare quei lavoratori della sanità marchigiana che, seppur avendo diritto ad un equo trattamento economico, di fatto le promesse non le hanno ancora, diciamo, ottenute. Queste promesse di equo trattamento. Voglio ricordare le parole del presidente Acquaroli e dell'assessore Saltamartini pronunciate il 20 luglio 2022 nell'incontro con gli operatori sanitari di Senigallia per spiegare la riorganizzazione del sistema sanitario dell'intera Regione Marche. Le dichiarazioni apparse sulla stampa del presidente Acquaroli nell'incontro del territorio dell'area vasta 2 di Senigallia furono queste. La riforma rappresenta un adeguamento dell'organizzazione sanitaria, vogliamo semplificare il quadro amministrativo per dare le maggiori risposte alle esigenze dei territori. Ricordo i 42 emendamenti bocciati dal gruppo Rinascimarche che ha lavorato per tutta l'estate prima di arrivare al Consiglio regionale che ha poi eh, votato l'ultima legge, legge sanitaria. E le dichiarazioni erano queste, le aziende che nasceranno avranno più potere, più incisività, maggiore capacità di interlocuzione, ma anche più responsabilità perché non ci saranno livelli intermedi che possano ostacolare il raggiungimento dei risultati prefissati. Parole che lasciano presumere che da lì a poco sarebbe nato un modello ottimale di governance fondamentale per gestire meglio le risorse finanziarie del personale. Dal canto suo, eh, lo stesso assessore Saltamartini, che giustamente oggi dice, eh, lei consigliere mi deve fare una domanda più precisa e più dettagliata, dichiarava che gli incontri servono proprio per ascoltare le osservazioni degli operatori sanitari e chiedere i loro pareri e approfondire gli aspetti salienti. A quanto pare la risposta che ho avuto sull'interrogazione sembra far emergere questa situazione dove ancora una volta risollevo la questione, quella del personale dell'ex territorio numero due, oggi azienda sanitaria territoriale numero due, con autonomia economica e giuridica, tutto questo deve cessare, questo sistema per le disfunzioni burocratiche ed amministrative che impedisce un pari trattamento economico nella nostra regione. È giunto il momento che la riforma sanitaria regionale dia i frutti sperati in questo nuovo modello funzionale, si azzerino le inutili differenze di trattamento economico fra il personale della nostra regione. Lo posso confermare anch'io come operatore sanitario, perché il trattamento economico messo in capo agli infermieri all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti, Umberto I, Salesi, Oggi, azienda ospedaliera universitaria delle Marche, era ben diverso dal trattamento economico dell'ASUR. Quindi, quando noi andiamo a mettere l'accento e a chiedere sacrifici agli operatori, dobbiamo anche avere una piccola attenzione su quelli che sono questi emolumenti o queste indennità che dovrebbero essere livellate almeno all'interno del territorio regionale. Quindi eh, la risposta del nostro gruppo è una risposta insoddisfacente, ma con la speranza che in, anche collaborando insieme con l'assessore Saltamartini si mettono io dico delle pezze, si mettono eh, delle, eh, degli aggiustamenti che mettono in condizioni tutti gli operatori di avere le stesse indennità. Leggiamo dalla stampa che c'è un'altra criticità, quella degli infermieri e della scadenza del concorso. Quindi grazie. grazie. Grazie consigliere Santarelli. L'interrogazione 691 è stata ritirata, quindi passiamo alla discussione dell'interrogazione 659. Prego, assessore Saltavartini. Grazie Presidente. L'interrogazione interroga... in argomento. Um... È un'interrogazione che eh, risale ad alcuni articoli di stampa del 28 dicembre. Eh, in quella fase, presso l'ospedale presentata interrogazione della collega Ruggeri, eh, in quel periodo, esattamente verso la fine dicembre dello scorso anno, si sono accumulate in, nella nostra regione le due patologie, una parte residua di pazienti Covid e altri pazienti che avevano. Oh, che avevano l'influenza uh, diciamo ordinaria. E si è registrato un picco veramente importante in tutti i pronti soccorsi e anche a Urbino, in particolare, con più 117 accessi nel mese di dicembre rispetto all'anno 2021. La situazione eh, è man mano rientrata, quindi, diciamo che il sistema è riuscito a tenere eh, di fronte a questo picco che. Eh, eh, nei mesi precedenti ha riguardato, ripeto, tutti i pronti soccorsi e tutti gli ospedali per acuti della nostra regione. Quindi in questo momento le criticità, le criticità eh, segnalate, denunciate nelle interrogazioni sono cessate e naturalmente stiamo procedendo con la riorganizzazione del sistema, con l'attuazione della riforma e eh, l'avvio del percorso che può, deve portare le aziende alla ristrutturazione del piano aziendale che dovrà essere eh, sostanzialmente revisionato e riscritto sulla base del principio della domanda. Quindi anche nel, nell'ipotesi dell'atto aziendale che riguarda l'area vasta 1, l'organizzazione del pronto soccorso urbino dovrà tener conto. Dei dati statistici di accesso per garantire tutte quelle prestazioni professionali necessarie al buon andamento del servizio sanitario regionale. Grazie Vicepresidente Saltamartini. La parola alla Consigliera Ruggeri. Prego, Consigliera. Grazie Presidente. Io mh, ringrazio anche l'assessore naturalmente per la risposta. Eh, sono omesse due domande perché chiedevo anche in relazione al personale sanitario quante posizioni previste in organico siano attualmente rimaste scoperte presso l'ospedale di Urbino perché dagli articoli di stampa insomma, si è appreso che mancavano diversi professionisti. Nel pronto soccorso sarebbero necessari otto medici mentre nel reparto di medicina occorrerebbe prevedere l'inserimento di altre sei figure e a questa domanda purtroppo non ho avuto risposta e non ho avuto neanche risposta su quanti posti letto suddivisi per reparto eh, siano attualmente attivi presso l'ospedale di Urbino quindi eh, sarà a mia cura fare un accesso agli atti sperando di avere dei dati eh, certi per quanto riguarda invece la risposta che mi è stata data eh, che è di ordine più mh, politico diciamo il continuo rimandare alla revisione del piano socio sanitario regionale sinceramente non mi soddisfa Ormai più di tanto, perché il problema del taglio dei posti letto ormai risale al 2015 eh, con la famigerata 735 che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre e tanto contestato che ha portato ad un taglio di posti letto nella nostra provincia e ci ha reso insieme a quelle di fermo una delle province più penalizzate di tutta la regione e a ciò bisogna portare rimedio perché questa questione del pronto soccorso eh, da quello che si è preso a mezzo stampa dipende anche dalla contrazione di posti letto di medicina il risultato qual è eh, però assessore che una strategia tanto chiara eh, non mi sembra che sia stata delineata. E eh, invece, secondo me, converrebbe rispolverare tutto ciò che avete promesso in campagna, eh, in campagna elettorale e cercare di realizzarla. Come per esempio: scusi se torno sul tema, ma per me è importante, la riapertura di un PP a Fossombrone, che sicuramente farebbe da filtro anche per il pronto soccorso di Urbino. E poi la informo che mi sono arrivate diverse segnalazioni. Se sono arrivate a me. Sono arrivate anche voi, però vi voglio dire che eh, per quanto riguarda il PAT di Sasso Corvaro, di cui abbiamo visto tutti grandi mh, feste quando c'è stata l'inaugurazione, tagli di nastri e, e, e propaganda annessa, Purtroppo mi hanno segnalato diversi cittadini che recandosi lì al PAT è successo diverse volte che il medico di turno alla lungodegenza non ha neanche risposto quando è stato suonato il campanello. Quindi naturalmente tutti questi disservizi cosa creano? Creano intasamenti nei pronto soccorsi che funzionano. E quello che, che, quel caso eccezionale che, eh, di cui lei ha parlato, che è capitato a fine dicembre, purtroppo ha fatto vedere scene da terzo mondo che nella nostra nella regione immagino che né io né lei vogliamo più vedere ambulanze ferme anche un'ora prima di poter scaricare eh, i malati, una settimana di attesa prima di poter andare in reparto perché appunto i, i posti letto di medicina non sono sufficienti, parliamo di 35-40 posti letto, e, e naturalmente c'è questa grave carenza di posti letto di cui abbiamo già parlato che bisognerà sanare, io torno a, a ricordare e rispolverare anche la questione di, dei 50 posti Letto di ortopedia che sono sulla carta ma non sono stati ancora attivati nella nostra provincia, e poi l'annoso problema del personale medico di cui vedo che lei si è fatto carico col governo e speriamo di avere presto, mi auguro, per il bene di tutti noi delle risposte positive. Grazie, mi fermo qui. Grazie. Passiamo alle interrogazioni 678 e 680 che sono abbinate senza l'articolo 140 del regolamento. La prima della consigliera Ruggeri, riapertura della Casa Rossa di Ancona per persone con fragilità psichiche e psichiatriche e la seconda dei consiglieri Mastro Vincenzo Mangelardi Bora Biancani, Carancini, Casini, Vitri, Sistemazione Giovani Pazienti Psichiatrici. Risponde l'assessore Filippo Saltamartini, prego. Grazie Presidente, i due interroganti chiedono oh, circa la condizione di questa, mh, di questa struttura. Che il 9 novembre è stata interessata alle scosse del sisma che hanno riguardato la nostra regione. A seguito di questo, di, delle scosse del terremoto del 9 novembre, gli uffici tecnici gli ingegneri delle aziende sanitarie, in questo caso dell'azienda sanitaria territoriale di Ancona, hanno rilevato delle criticità, per cui 9 persone sono state trasferite e alloggiate presso il centro salute mentale e sette persone invece sono state eh, se, sono seguite a domicilio. È stato subito affidato un incarico eh, con procedura di evidenza pubblica a un tecnico il quale il 16 eh, di questo mese, quindi fra qualche giorno, dovrà produrre la relazione sulla vulnerabilità sismica della struttura. Le scelte quindi che si eh, verificheranno successivamente potranno optare su due, eh, su due possibili soluzioni. Qualora i tempi per superare le criticità ah, mh, siano limitati a qualche mese, eh, verranno fatti eseguiti i lavori necessari per riportare la struttura in sicurezza. o invece i lavori che saranno necessari eh, sulla base di questa relazione eh, si produrranno oh, più in là della, dei prossimi mesi. Allora, a quel punto oh, l'azienda sanitaria territoriale dovrà individuare una struttura idonea a eh, garantire il servizio e eh, naturalmente eh, i servizi necessari per eh, un, delle patologie così delicate quali quelle eh, che sono seguite da questa struttura. Grazie. Grazie. Chi chiede la replica? La consigliera Rugger e poi il consigliere Antonio Mastro Vincenzo. Prego. Grazie Presidente. Siccome a me piace parlare di quello che so, ieri sono andata a fare un sopralluogo al Centro di Salute Mentale e quello che ho visto è veramente allibente. Io prego l'assessore di trovare mezz'ora per andare a fare visita al centro di salute mentale dove sono stati praticamente sgomberati degli ambulatori e sono stati infilati dentro due letti precari con un armadietto eh, anche questo precario ci sono quattro camere per, eh, con due letti, una camera singola. I ragazzi e eh, anche le ragazze, le signore che sono presso questa struttura uh, usufruiscono di un unico bagno, eh, quindi condiviso in promiscuità, dove non c'è neanche un bidet. La tenda eh, di plastica è stata messa qualche giorno fa e rientrano nei lavori che l'Asur aveva detto che avrebbe fatto per rendere quella condizione più dignitosa, ma io vi assicuro, assessore, glielo dico col cuore in mano, dignitosa non è. Eh, hanno come unico spazio comune una stanzetta che è grossa più o meno come la stanza dove pranzo io con la mia famiglia, ma qui parliamo di nove persone. Eh, che non hanno neanche la possibilità di guardarsi la televisione, che hanno un fornellino su cui hanno la possibilità solo di scaldarsi un tè o di farsi un caffè, i pasti arrivano da fuori, fino a qualche giorno fa erano portati con un pulmino alla mensa fuori dalla struttura. Io ho visitato tutta la struttura sia dove, sono, dove mangiano, dove dormono, dove in teoria dovrebbero lavarsi, ma i lavori si sono concentrati solo a mettere una caldaia nuova che non basta per permettere a tutti di fare una doccia calda. Sono andata anche di sotto dove fanno i laboratori e ho trovato escrementi di, di topi e, e, e non è assolutamente dignitoso: un ambiente insalubre, umido, pieno di muffa, con i muri scolti. Eh, assessore non è dignitoso. Io capisco che lei dice se la relazione di vulnerabilità dice che i lavori li faremo tra poco tempo, li lasceremo lì. Lì non possono essere lasciati Assessore. Bisogna che assolutamente come regione ci facciamo carico di trovare una sistemazione che sia dignitosa della vita umana, perché passare giornate intere lì, soprattutto con pazienti che hanno bisogno anche di un ambiente che faccia casa. Non è, non è per noi eh, dignitoso, non è per, dignitoso per loro. Mi hanno detto, mi hanno assicurato che non ci sono state regressioni della malattia, ma sicuramente non ci sono stati miglioramenti. Alcuni ragazzi, quei sei che non hanno trovato posto, posto lì perché non c'è posto fisico per metterli, hanno interrotto eh, le mh, prestazioni che facevano, eh, le, tutte le attività, e quindi ci sono dei ragazzi che le attività non riescono neanche a farli. Questi sono in questa condizione le famiglie sono disperate se ci fosse il caso di un paziente in più non ci sarebbe spazio per prenderlo in carico questa è la situazione attuale e io al di là della messa a norma della Casa Rossa e dal 2000 dal terremoto del 2016 che una porzione di quella casa non è agibile ed è chiusa e io so che erano stati stanziati anche 300 mila euro che ad oggi non sono stati neanche spesi per metterla a posto, quindi servirà sicuramente un progetto diverso e spero che quei 300 mila euro siano la base per altre risorse per strutturare, ristrutturare quella casa che sicuramente l'ambiente è adatto visto che ha il verde intorno, eccetera. però adesso questi ragazzi, la prego, questi pazienti non possono essere lasciati lì, quindi troviamo assolutamente una, una eh, soluzione alternativa. È stata approvata all'unanimità, all il 16 di gennaio del 2023, una mozione dal Consiglio comunale di Ancona che è stata sottoscritta anche da consiglieri del centrodestra, per esempio, qui oltre ai proponenti che sono i consiglieri dei 5 Stelle di chiudo subito, c'è anche la firma del consigliere Ausili quindi questo è un tema trasversale che ci deve vedere tutti uniti per trovare una, una, una eh, soluzione che sia dignitosa quindi Assessore la prego di farne, ca farsene carico, lei vada a vedere vada a vedere e poi si renderà conto da solo che lasciarli lì non è proprio assolutamente né dignitoso né possibile né eh, qualificabile Bene. È, Grazie. Grazie a lei. La parola adesso per la replica il consigliere Antonio Mostrovince. Sì, la consigliera Ruggeri ha descritto bene la situazione dei locali di via Giordano Bruno. Io non sono soddisfatto della risposta, assessore, non sono assolutamente soddisfatto perché nelle domande che le ponevamo, appunto, si chiedeva eh, al di là di quando si intendesse provvedere alla ristrutturazione della, della Casa Rossa anche quale soluzione temporanea alternativa si potesse prevedere per l'attuale soluzione, che è una soluzione indecente e non dignitosa, come ha ben sottolineato la consigliera e Ruggeri. Peraltro sono sette i ragazzi, e sono nove i ragazzi, che non hanno trovato posto in questi locali, proprio perché sono messi così male, e sono ora a casa, quindi una uno stop a quello che erano le loro attività educative che da stavano portando avanti da tanto tempo e sono sei i giovani che invece si trovano a vivere in questo edificio assolutamente non adatto. E se anche in questo momento non ha portato a regressione questa situazione sicuramente non ha portato miglioramenti e altri mesi potrebbero portare invece a una regressione della situazione di salute di questi giovani. L'Associazione Libera la Mente, che è l'associazione dei familiari di questi ragazzi, eh, appunto all'associazione era stato assicurato che la soluzione sarebbe stata solo provvisoria, quella dei, dei locali di via Giordano Bruno, e ancora attendono una risposta sulla collocazione futura di questi giovani. Bene ha fatto la consigliera a lanciare un appello affinché su questo eh, tutto il consiglio, tutte le forze politiche siano unite deb debbano essere unite eh, faceva cenno alla risoluzione presentata in consiglio comunale ad Ancona e io credo che eh, la risposta che ha dato l'assessore non possa essere soddisfacente proprio perché non si possono aspettare mesi per dare risposte a, a una condizione così eh, non dignitosa per qualsiasi essere umano. Grazie, L'ultima interrogazione, sempre nei confronti dell'assessore Filippo Saltamartine, la numero 686 della consigliera Lupini, casa della comunità del Fabriano, motivazioni che hanno portato alla previsione dell'opinione ASPOC e non ABBE, eventuale inserimento nella tipologia ABBE con conseguente incremento dei servizi erogati sul territorio. Risponde l'assessore Filippo Saltamartini Grazie presidente, le scelte che hanno presieduto eh, la stipula eh, del, del piano per gli interventi sul cosiddetto PNRR. Sono state delle scelte operate tra la Regione Marche, i suoi organi tecnici e amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e il Governo e il Ministero della Salute, che è soggetto a tutore degli interventi del PNRR. Quindi c'è stata una continua interlocuzione con il Ministero e con gli uffici regionali e si è provveduto a eh, stipulare, a realizzare il, il piano di interventi del PNRR cercando di omogenizzare le strutture presenti tenendo conto delle specificità dei territori e dei servizi che sono allocati. La città di Fabriano ha un presidio di primo livello e quindi si è ritenuto di strutturare un intervento con una casa di comunità eh, con un intervento finanziario di 1.100.000 euro. Si valuti che la casa di comunità è una struttura in cui devono operare i medici di medicina generale e poi in affiancamento dei medici di medicina generale gli infermieri di comunità, gli infermieri di famiglia, i psicologi, i sociologi, gli assistenti sociali e tutte le altre figure di specializzazione del servizio sanitario regionale. Parallelamente, sempre a Fabriano, è prevista la realizzazione di una centrale operativa territoriale. Sappiamo che queste strutture serviranno per coordinare la domanda di servizi sanitari e di eh, coinvolgere in questa soddisfazione di domanda di servizi sanitari tutte le strutture che operano in un determinato eh, territorio. Tenendo conto che Fabriano ha dei numeri molto importanti, è uno degli ospedali più efficienti dal punto di vista del rapporto tra personale operante nel servizio e la produttività dell'azienda stessa, si deve valutare che questa indicazione hub o spot delle case di eh, comunità ha un, una mera indicazione, non è che c'è una diversità organizzativa e strutturale, quindi una volta che noi riusciremo a fare la fotografia di queste strutture saremo anche in grado evidentemente di rivalutare la situazione, di prevedere che Fabriano possa avere una serie AB invece che SPOC. Si valuti ancora che eh, la Regione Marche ha anticipato gli effetti esecutivi del PNRR perché, nel corso dell'approvazione a legge di bilancio, abbiamo stanziato 9 milioni di euro per far sì che, con un accordo che in via di eh, stipula con le organizzazioni rappresentative dei medici di medicina generale, nei territori dove i medici di medicina generale si costituiranno in studi associati, noi metteremo già a disposizione di questi studi delle eh, strumentazioni quali eh, che siano in grado appunto, di soddisfare la domanda di sanità che eh, viene rivolta verso i medici di medicina generale e laddove questi eh, studi associati di medici si costituiscano metteremo a disposizione anche l'infermiere, il tecnico informatico, una segreteria quindi tutto ciò che serve per anticipare la costituzione di effetti del PNRR con le case di comunità. Quindi, sin da questo momento, eh, devo aggiungere che siamo disponibili a rivedere eh, tutto quello che è stato disegnato col PNRR che possa comportare un aumento dei servizi. Segnatamente alla domanda, se siano stati coinvolti gli organi di rappresentanza sociale, quindi il Comune di Fabriano e, e l'ambito territoriale e sociale, devo rilevare che il piano sociosanitario è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci che è la struttura che la legge Madre, la legge 502 del 1992, la legge quadro sul Sistema Sanitario Nazionale, prevede, prevede sia l'organo chiamato e deputato a esprimersi sui bilanci preventivi, sui bilanci consuntivi e sugli atti di programmazione. Quindi sul PNRR è stata convocata l'Assemblea dei Sindaci ed è stato illustrato a tutti i sindaci gli interventi che erano stati programmati. Lo ripeto e concludo come con il soggetto attuatore Stato. Il soggetto attuatore del PNRR è lo Stato. Quindi noi siamo stati organo di supporto al soggetto attuatore. Grazie. Grazie. La consigliera Lupini, prego, Grazie Presidente, eh, io ringrazio l'assessore per la risposta e credo che eh, sia facile cogliere la nostra preoccupazione rispetto al dettaglio della casa di comunità di tipo Hub o di tipo Spock perché eh, in realtà insomma, non è così aleatoria la differenza, ci sono proprio dei, dei servizi eh, che eh, vedono un orario ridotto nella casa di comunità di tipo spoke, molto ben dettagliato nel decreto ministeriale 77, che fa proprio anche eh, uno specchietto che ho proprio qui sotto agli occhi, in cui è molto chiaro che una casa di comunità di tipo Hub dà dei servizi H24, la presenza di medici, infermieri e anche un'attività di tipo diagnostico molto molto significativa che va a coprire le tante esigenze dei cittadini e cittadine di quel territorio che è il fabrianese ma è tutto l'ambito 10 che eh, ha perso tanti servizi e che vive da tanto tempo insomma, una condizione anche a causa della posizione geografica, dei, dei terremoti, insomma, sappiamo tutti benissimo quale sia la condizione e avere una casa di comunità di tipo hub potrebbe sicuramente andare a supporto della qualità e delle tante eccellenze della, della sanità eh, del, del Fabrianese, che però ha bisogno sicuramente di, eh, di spazi e di ulteriori servizi che rendano anche, e lo, lo ripeto con grande forza, anche attrattivo il territorio per i sanitari che eh, vogliano prestare il loro, il loro servizio. Quindi è molto importante portare avanti questa nostra rivendicazione di una casa di comunità di tipo hub per il Fabrianese, laddove nel decreto ministeriale 77 è chiaro che la casa di comunità è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria, avvalenza sanitaria e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità di cui tanto si parla per la popolazione di riferimento. Popolazione di riferimento eh, vede un bacino molto ampio che eh, include anche i piccoli paesi delle aree più impervie, delle aree montane che hanno già perso anche i medici di medicina generale, quindi sarebbe davvero una risposta e quindi non sprechiamo questa opportunità e eh, chiedo veramente di eh, rivedere questa dicitura SPOC in favore di una casa di comunità di tipo HUB. Grazie. Adesso eh, dobbiamo operare praticamente un'anticipazione di un punto, il punto 5, che comprende le mozioni 321 e 324, la prima del consigliere Rossi, la seconda del consigliere Serfilippi ed altri, sulla questione. La... Sì, è il consigliere Romano Garancini, scusi, mozione d'ordine, non l'avevo vista. Sì, Presidente, mozione d'ordine. Nell'ordine del giorno di oggi era prevista un'interrogazione, la 683 a prima firma mia e, dei, e di altri consiglieri, di cui lei non ha dato conto. Tra l'altro sono state discusse altre eh, interrogazioni, di questa non si sa che fine abbia fatto. Ora, immaginando che dovesse rispondere il nostro assessore Baldelli, che ho visto in giro e che però eh, insomma, non è presente in aula, io le chiedo che cosa è successo perché eh, forse non lo sa, ma insomma ci sono cittadini che stanno aspettando risposte. Questa è un'interrogazione depositata il 19 di gennaio del 2023, 19 giorni fa, molto semplice, perché avrebbe dovuto raccontarci a che punto sta. Eh, lo stato di attuazione dell'appalto relativo a una RSA di un piccolo comune dell'entroterra e non vedo Baldelli neanche a dirci che cosa è successo di così grave per non rispondere dopo il deposito di 19 giorni fa. Grazie consigliere. Dunque, qui si applichiamo l'articolo 134, quarto comma del regolamento. L'assessore Valdelli mi ha fatto presente, prima dell'inizio della seduta, che non aveva ancora tutta la documentazione, non gli era stata preparata tutta la documentazione per rispondere in maniera puntuale sia alla sua interrogazione 683, sia quella a quella risposta immediata del consigliere Mangialardi sui tempi di realizzazione della nuova palazzina emergenza-urgenza presso il presidio ospedaliero Profili di Fabriano. Quindi, Applicando l'articolo 134, quarto comma, lo riportiamo alla prossima seduta quando avrà il materiale, quindi quando l'assessore sarà, diciamo così, in grado di rispondere con cognizione di causa nel senso pieno del termine, non solo come assessore come parte politica, ma anche come parte amministrativa. Mi dica. No, è un attimo solo che. Ecco, prego. Sì, presidente, solo per dire che questo a me sembra un po' troppo perché. L'interrogazione non è stata presentata tre giorni fa o quattro giorni fa. Venti giorni fa. Se un assessore non riesce a rispondere su un tema così semplice così semplice, credo che abbia qualche problema di organizzazione. Quindi bisogna che si organizzi. Credo che abbia il personale sufficiente, credo che la struttura come dire, sia certamente all'altezza. Le ribadisco, siccome ci sono cittadini che stanno ad ascoltarci e che aspettano con ansia le risposte di Baldelli, io credo che Baldelli dovrebbe avere la stessa diciamo, tempestività con cui risponde ai consiglieri sulla stampa rispetto alle questioni. Qui parliamo di cittadini che si sentono ovviamente portati in giro, in questo caso tutti i cittadini di San Ginesio che stanno aspettando una risposta all'assessore, il quale aveva dichiarato in un articolo stampa che l'iter della RSA di San Ginesio si sarebbe attivato, per quanto riguarda la gara, il 31, il 31 dicembre del 2022. 21, chiedo scusa. 31 dicembre 2021. 13 mesi con il silenzio assoluto. Chiedo che su questo il Presidente, ripeto, se è complessa, io non sto a. a ma questo mi sembra davvero troppo rispetto a chi come dire, ancora crede eh, che in noi e soprattutto alle risposte che gli assessori devono mettere a disposizione. Grazie. Grazie. Consigliere Mangiardi, penso su questo tema, sempre relativa all'interrogazione, invece, all'altra interrogazione. Sì, grazie. Presidente, no, un fatto come dire, di rispetto istituzionale. Il, il, gli assessori, il vicepresidente Saltamartini e Stefano Aguzzi sono qui, rispondono, non siamo soddisfatti della risposta, ma eh, anche se, se eh, eh, qualche volta anche un po' raffazzonata, eh, ci mettono a disposizione degli elementi, non li condividiamo nella fattispecie guardo l'assessore Aguzzi, mi ha dato elementi anche di, di novità e quindi apprezzo la modalità. Ma Presidente non è che un assessore sta fuori dal da, ecco è rientrato, mi fa molto piacere, quindi glielo dico direttamente. E, eh, non, non nella fattispecie eh, se, ecco, se abbiamo qualche novità. Ri, ri, no, perché... no, esatto. Mi, mi ha detto a testare l'assessore che ha una risposta su un'interrogazione. Adesso se ci dice ah, qual ecco, è perché... Però ecco l'applicazione del 134 è che consente ah, la giunta finché non bene, è pronta a rispondere. No, ho visto che le sollecitazioni bene. che sono arrivate da Carancini e da Mangiarardi hanno sortito bene. almeno rientro in aula, e, e a, a, siamo qui bene. ad attendere la risposta. Assessore, allora se intanto dice direttamente qual è l'interrogazione e qui ha pronta la risposta, dà la risposta e poi interviene l'interrogante per la replica. Prego, Assessore. Non mi servono alcun tipo di sollecitazioni innanzitutto, perché credo di svolgere correttamente nel rispetto del Consiglio dell'Assemblea il lavoro che mi è stato affidato. Quindi rispedisco al mittente illazioni che non sono... Eh, non possono essere rivolte al sottoscritto. Se sono rientrato in aula perché stavo sollecitando gli uffici affinché si rispondesse alle interrogazioni, che cosa ben diversa. Ora, eh, mentre sto aspettando la risposta, Presidente, alla interrogazione urgente, mi è stata consegnata la risposta all'interrogazione numero 683. Prego, allora la 683 è quella del dei consiglieri Garancini, Casini, Biancani, Bora, Mastro, Vincenzo, Itri, progetto recupero dell'RSA di San Ginesio. Risponde l'assessore Francesco Baldelli. Devo dare la linea? Ecco, prego, a lei, assessore. Allora, la ringrazio, Presidente, con le interrogazioni numero 683 presentata a gennaio 2023 ad, in, ad iniziativa dei consiglieri Carancini, Casini, Biancani, Bora, Mastro Vincenzo, Vitri, ad oggetto progetto di recupero della RSA di San Ginesio, a risposta orale. La stessa interroga il Presidente della Giunta regionale e l'assessore competente per conoscere quali sono e a chi sono attribuite le competenze per gli ulteriori passaggi tecnici necessari alla conclusione dell'iter. Quali sono i tempi programmati per aggiudicare l'appalto? quali sono, secondo i dati progettuali, i tempi di realizzazione a seguito dell'aggiudicazione. In relazione all'interrogazione presentata si significa quanto segue. Rientra nella competenza dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione e l'approvazione del progetto esecutivo per il recupero dei due corpi di fabbrica della eh, RSA di San Ginesio, dichiarati inagibili, inagibili per le rilevanti lesioni strutturali causate dagli eventi sismici del 2016. Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvederà, altresì, a formalizzare la copertura economica dell'intervento. L'allungamento delle tempistiche inizialmente previste è stato causato dalle difficoltà incontrate dai progettisti incaricati in sede di redazione del progetto esecutivo. In particolare, sono stati necessari successivi adeguamenti per far fronte alla situazione congiunturale del costante aumento dei prezzi di cui ha fatto seguito l'emanazione dei nuovi preziari regionali del nuovo preziario del cratere. preziario regionale 2022 approvato con delibera di giunta regionale 1583 del 22 dicembre 2021 preziario del Cratere approvato con ordinanza del commissario straordinario numero 126 del 28 aprile 2022, aggiornamento del preziario regionale 2022 rilasciato in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 127 del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022 convertito poi in legge numero 91 del luglio 2022 con DGR numero 1001 del 1 agosto 2022. Allo stato il progetto esecutivo è in corso di ulteriore aggiornamento. La procedura di verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 1804 2016 numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, si è conclusa positivamente in data 12 dicembre 2022, ma è stato dato mandato ai progettisti incaricati di ottemperare alle importanti prescrizioni dell'organo verificatore. Inoltre, la circostanza per cui il responsabile unico del procedimento non appartiene all'organizzazione degli uffici regionali, ma in forza all'organico dell'ex ASUR, non ha favorito la possibilità di coordinare adeguatamente la velocizzazione dei tempi della progettazione. Spetterà quindi alla stazione unica appaltante della Regione Marche la, regione, la, la gestione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori. Stante il valore del contratto saranno necessarie le tempistiche ordinariamente richieste per le procedure aperte, di cui l'articolo 60 e i successivi del codice dei contratti pubblici. Il cronoprogramma progettuale, indica, eh, indicano gli uffici, stima la m, durata dei lavori in circa due anni. Grazie Presidente. Grazie a lei Assessore. Adesso per la replica il Consigliere Romano Carancini. Prego. Grazie Presidente. Assessore, io credo che noi abbiamo diritto di chiederle risposte. Lei non era neanche presente in aula e quindi noi abbiamo diritto di dirle quello che pensiamo. Lei il 12 luglio del 21 ha dichiarato testualmente questo. I città, con un'enfasi i cittadini di San Ginesio e di tutto il territorio circostante hanno aspettato fin troppo. L'obiettivo è aggiudicare l'appalto entro il 2021 anche aggiunto, sono fiero che la nuova amministrazione regionale, ponendosi in discontinuità con la precedente, stia dimostrando di avere uguale attenzione per le grandi città come per le piccole realtà dell'entroterra, che non possono essere abbandonate a se stesse. Lei è stato smentito, ora siamo a 13 mesi, anzi a 19 mesi dalle sue dichiarazioni a 13 mesi di ritardo rispetto a quello che eh, ha dichiarato eh, sarebbe stato pronto per eh, l'aggiudicazione della gara e quindi lei è smentito ci è voluto più tempo a lei avendo avuto tutte le risorse che dal momento in cui è accaduto il, il, il terremoto quindi la discontinuità Occorre averla, ha fatto bene, ma è una discontinuità negativa, assessore, purtroppo. Anche se da questo punto di vista, in fondo, non restiamo colpiti, diciamo, non restiamo sorpresi se, se penso che ha organizzato a Macerata, al teatro Lauro Rossi, una mega, una mega eh, riunione parlando della Valpotenza senza averci messo un solo euro. Tutto questo non mi sorprende se penso che lei va raccontando attraverso i suoi master plan che siamo in avanti con l'ospedale di Pesaro e di Macerata, io parlo di Macerata ci sono solo 60 milioni, ce ne vogliono almeno il triplo e mancano le tecnologie. Lei gioca a fare i master plan, ma lei, la informo che per fare gli ospedali ci vogliono i soldi. Lei ad oggi, a due anni e mezzo, dal suo insediamento, non ci ha messo un centesimo. Se poi vado ancora più avanti, Assessore. Quello che mi colpì fu la sua giaculatoria di milioni e di opere a fine bilancio. Non si lamenti del fatto che non parlo di questo. È politica, eh, assessore Baldelli. Lei racconta un sacco di sciocchezze. Ha parlato, bilancio, ha parlato durante il bilancio di opere pubbliche di milioni e milioni e milioni. Purtroppo. Ad oggi zero, zero sotto zero. Se lei avesse conosciuto il sindaco di San Ginesio, che purtroppo ci ha lasciato, Scagnetti, l'ecegulatore gliel'avrebbe raccontato lui rispetto al suo mancato mantenimento delle promesse fatte. Racconti esattamente quando cominceranno le opere a San Ginesio. Poche chiacchiere, Assessore Baldelli. Grazie. Conclusa, dobbiamo rimanere nei termini. Abbiamo l'assessore Baldelli, fatto personale. Prendo il consueto nervosismo del consigliere Carancini. D'altronde i risultati riportati nel suo territorio dimostrano la statura del consigliere regionale che senza alcun stile attacca la Giunta regionale addirittura sull'ospedale di Macerata. Come dicevamo qui dovevamo rispondere ad un'interrogazione, invece il nervosismo di parte dell'opposizione dimostra che ancora una volta non è sui binari giusti. Noi stiamo risolvendo proprio i problemi lasciatici in eredità. Parlando dell'ospedale di Macerata abbiamo risolto il loro grande pasticcio, il grande pasticcio degli ospedali unici, il grande pasticcio della desertificazione della sanità regionale e abbiamo riportato, sì, quell'attenzione verso i grandi e i piccoli centri. Che cos'è questa attenzione verso i grandi e i piccoli centri? La giusta rivendicazione della comunità di Macerata di avere un ospedale nuovo e tecnologicamente avanzato per i quali no, noi non abbiamo messo un euro. Ma abbiamo destinato per volontà complessiva di questa Giunta regionale i primi 60 milioni e le risorse per la progettazione, che erano completamente assenti, perché qual era la risposta dell'attuale opposizione al tempo del loro governo regionale? Affidare tramite project financing la realizzazione di strutture ospedaliere che avrebbero ingessato la spesa di questa regione e nell'attuale situazione socio-economica e finanziaria avrebbero sottratto ulteriori risorse ai servizi che l'assessorato alla sanità avrebbe dovuto erogare ai cittadini. E allora io a Carancini rispondo e voi sapete che sono sempre. Eh, sto e riesco a eh, mantenere un rapporto dialettico corretto con l'assemblea legislativa, ma di fronte alle scorrettezze dico per fortuna esponenti politici come Carancini sono stati spediti all'opposizione perché altrimenti assessori corretti come il collega Filippo Saltamartini avrebbe dovuto fare il triplo salto mortale per cercare di mettere qualche toppa e qualche pezze ad un abito che è stato stracciato eh, di dosso alla, dalla sanità regionale da una politica incapace rappresentata proprio dalle parole del consigliere Carancini in questo momento, in questa assise, in questo dibattito. Grazie Presidente. Grazie il consigliere Carancini per la replica sul fatto personale. Prego. Presidente, intanto le chiederei di distinguere fra la polemica politica. O, o la, confronto il confronto del fatto personale io perché dico. io non ho fatto. Allora, avendo il tempo, il povero e simpatico assessore, caro Ragazzo Baldelli, non sa che a Macerata io ho fatto due mandati, quindi non sono stato speso all'opposizione. Se lei va a vedere i dati, a Macerata il Partito Democratico, Macerata Città nel 2020 ha preso il 25%. Lei non lo sa perché parla a Bambera, primo partito la città. Assessore Baldelli, si informi e legga. Si informi e legga. Primo partito della città e regione. Ha capito? Questa è la prima cosa. La seconda è una bugia. È smentito dal presidente Acquaroli, al quale riconosco la serietà. In un incontro con Partigianato, a differenza della bugia ciclopica che Lei ha raccontato, i 60 milioni, i 55 milioni, Lei non ci ha messo neanche una parola perché fanno parte di un provvedimento e di una richiesta fatta dalla giunta precedente. Ha capito questo? È un buciardo lei. Lei ha detto che 60 milioni, non guardi il Presidente, ma guardi a me. Non chieda a Babbo l'aiuto. Lei ha raccontato allora, una rimaniamo. sciocchezza. Perché lei ha chiedere? raccontato una sciocchezza. Fanno parte di un finanziamento richiesto nel 2018 dalla giunta guidata da Luca Ceriscioli questo lei lo sa e ha raccontato una bugia quanto alle altre cose se le risparmi lei a due anni e mezzo sta ancora a 60 milioni 55 dei quali li hanno messi gli altri lei sta a zero e adesso vediamo quando troverà le risorse per fare il progetto dell'ospedale di Macerata che glielo aggiungo e glielo ricordo il progetto è previsto, dalla legge, è previsto dalla legge, lei forse non sa neanche districarsi sul, no, significato, sul no, no, no. significato. Ad oggi, a due anni e mezzi, lei non ci ha messo un euro. Quindi da questo punto di vista, ritorni in sé, ci risparmi le sue giaculatorie, faccia meno master plan e metta più soldi. immediata che riguarda la risposta di Baldelli, poi chiudo sulla mozione d'ordine precisando il fatto personale per cui ho concesso la parola ai sensi dell'articolo 61 all'assessore Baldelli. Prego consigliere. Grazie Presidente, non, non ho capito se c'è stato un, un, un errore da parte della struttura che eh, non ha messo nella condizione eh, l'assessore Baldelli di rispondere alla nostra eh, interrogazione a risposta immediata, la 6.97, gli è stato invece eh, fornito il documento per il quale ha avuto già modo di, di eh, rispondere in maniera puntuale invece il collega Carancini. Mi sorprende se così fosse... Perché al di là dell'errore della struttura, io, Assessore Baldelli, rimango nel merito, perché invocare l'articolo 134, quarto comma del nostro regolamento, dove sarebbe impossibilitato nel rispondere, io, Assessore, io sono un calmo proprio di natura. Ma per rispondere avrei utilizzato le sue parole, quelle che ha già messo a disposizione della stampa eh, il 12 gennaio scorso, dove dice e relativamente all'intervento di cui all'oggetto la risposta era mh, la palazzina dell'ospedale di Fabriano, lei disse i prossimi step saranno la presentazione del progetto esecutivo entro febbraio-marzo la gara entro l'estate entro l'autunno 2022 allora ho sbagliato allora le, 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 la conferenza stampa non era di questo gennaio ma era del gennaio scorso eh, io, siccome lei aveva dichiarato che entro l'autunno del 2022 si sarebbero iniziati i lavori, siamo direi, invece a uh, come ha detto Carancini, era? zero, cioè siamo allo stesso identico punto e ricordo anche un'interrogazione della collega Lupini su, su questo stesso tema, andò anche alla conferenza stampa di presentazione del, del, del progetto, in un anno non è successo nulla. E eh, chiedevamo di essere aggiornati. Se lei mi avesse riportato il giornale, tanto quello che ha fatto l'anno scorso era eh, niente, quello che avete fatto quest'anno è niente uguale, e, eh, saremmo stati tutti più tranquilli e soprattutto i, gli operatori sanitari, i cittadini di, 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 del, del territorio fabrianese eh, si sarebbero resi conto quanto è complicato tradurre. Uh, atti in azioni perché lei sa che quell'intervento quell era già stato pro programmato uh, nel, dalla giunta precedente grazie anche in, a, a risorse che erano state uh, intercettate uh, quando il commissario era Vasco Errani, parlavamo di 12 milioni di euro, era un intervento che, sul quale l'ospedale di, di, di Fabriano punta Uh, tutta la sua difesa, non, non il rilancio, la difesa, perché uh, a questo punto dobbiamo eh, prego utilizzare di i termini in maniera adeguata, e lei, uh, Assessore Baldelli, oggi ci, ci dice che dopo un anno non è in grado di darci nemmeno la risposta, non nemmeno l'aggiornamento. Dunque, per l'assessore Valdete facciamo prima un attimo spiegazione sul, eh, sul fatto personale. Il fatto personale l'ho ravvisato nell'attribuzione, nell'ambito della risposta alla interrogazione, alla replica interrogazione, nell'attribuzione all'assessore di non aver compiuto interventi sull'ospedale di Macerata che non era attinente praticamente alla tematica dell'interrogazione eh, dell stessa e quindi attribuendo opinioni che non erano sue io richiamo sempre tutti alla, a contenere i toni sia eh, nelle posizioni sia nelle repliche sia nelle posizioni di esposizione di argomenti sia nelle repliche eh, soprattutto ai fini praticamente eh, della possibilità di, eh, di rimanere nella, eh, negli argomenti nella dilettica eh, relativa agli stessi per quanto riguarda il discorso del, invece l'aspetto e il profilo dell'articolo 134 quarto comma è una facoltà che ha la giunta e quindi va dato atto nel momento in cui la chiede. Nel caso specifico ancora di più l'assessore Baldelli mi ha personalmente detto appunto prima dell'inizio del, del Consiglio che attendeva, senza, eh, senza venir meno alla sua presenza ne, al Consiglio stesso, in aula che attendeva la, 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 il dossier, i due fascicoli per poter dare una, delle risposte compiute, cosa che ha fatto e che credo farà appena gli arriverà anche la seconda eh, risposta per l'interrogazione in modo tale da non eluderla e da dare risposte puntuali se mi confermo assessore Baldelli che così fa in modo tale che anche nel corso del consiglio eh, adesso questo, questo punto viene sospeso nel corso del consiglio appena che arriva la, la riprendiamo prego assessore se mi dà conferma di questa cosa sì presidente ho chiesto ehm, anche adesso agli uffici di consegnarmi la risposta che so che è in arrivo ed era semplicemente la motivazione della mia assenza perché ero ehm, presso i nostri uffici a chiedere soprattutto, a chiedere soprattutto la risposta all'interrogazione urgente su Fabriano e per eh, delucidare ulteriormente l'assemblea su alcuni passaggi, quando individuo dei passaggi tecnici amministrativi come quello della progettazione o quello delle scadenze, dei tempi di progettazione, sono sempre supportati dai documenti tecnici degli eh, uffici, che anche per San Ginesio ci hanno indicato delle necessità che hanno avuto tecnicamente di allungare i tempi, per un semplice motivo, perché nessuno eh, avrebbe potuto sapere in anticipo quello che è accaduto sul mercato, ossia l'enorme aumento di prezzi che prevedono la rivisitazione dei progetti perché devono essere realizzati dei nuovi eh, computi, oltre che le integrazioni richieste alla momento, al, nel momento della verifica dei eh, progetti. Ecco che proprio in questo momento, di fronte all'Assemblea mi arriva la risposta. In questo momento Beh. io potrò dare la risposta ai consiglieri. Proprio perché quel senso di rispetto che abbiamo nei confronti dell'Assemblea, di non dare risposte in maniera superficiale, ma nel dare risposte sempre supportate dalla documentazione Grazie, tecnica. Grazie, Quindi, allora, relazione. allora sì, una, un secondo solo perché siamo eh, tra l'altro oltre l'ora e mezzo destinata a interrogazioni e risposte immediate e interrogazioni e risposte ordinarie. però in a questa, considerata la situazione, eh, vi è la mozione e la, la interrogazione a risposta immediata 697 del consigliere Mangialardi: tempi di realizzazione della nuova palazzina di emergenza-urgenza presso il presidio ospedaliero Profili di Fabriano. Risponde l'assessore eh, Francesco Baldelli. Grazie di nuovo, presidente. Quanto all'interrogazione eh, dei consiglieri in merito al presidio ospedaliero Profili di eh, Fabriano, su quando inizieranno e quando è prevista la conclusione dei lavori per realizzazione della palazzina delle emergenze del presidio ospedaliero Profili di Fabriano, la redazione del progetto esecutivo della nuova palazzina emergenze dell'ospedale Profili di Fabriano ha incontrato difficoltà legate alla necessità di procedere a successivi adeguamenti per far fronte agli aumenti dei prezzi eh, ratificati dai nuovi preziari regionali dal nuovo preziario del eh, cratere. Non li ripeto perché li abbiamo appena evidenziato nella eh, risposta all'interrogazione eh, precedente. Successive modifiche quindi sia del preziario regionale che del eh, preziario del commissario eh, straordinario per il cratere. La procedura di verifica del progetto esecutivo, tuttora in corso, sta richiedendo inoltre ulteriori aggiornamenti da parte dei progettisti incaricati. Anche in tal caso la circostanza per cui il responsabile unico del procedimento non appartiene all'organizzazione degli uffici regionali, ma in forza all'organico dell'ex Asur, non ha favorito la possibilità di coordinare adeguatamente la velocizzazione dei tempi della progettazione. Al termine della fase di verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e successive modificazioni e integrazioni l'ufficio speciale per la ricostruzione procederà all'approvazione del progetto e dall'assegnazione formale della copertura economica dell'intervento che si richiede perché ovviamente vi è stato un aumento dei preziari. Seguirà la fase di gara per l'affidamento dei lavori che verrà gestita dalla stazione unica appaltante della regione Marche. Saranno necessarie le tempistiche tipicamente previste per le procedure aperte di cui l'articolo 60 e eh, successivi del codice dei contratti eh, pubblici. Il cronoprogramma progettuale stima la durata dei lavori in circa due anni. Grazie. Grazie per la replica. Il consigliere Maggiore, vi prego. Presidente, si può dichiarare uno soddisfatto dopo questa risposta che è, è, è giunta in, uh, in busta all'assessore? L'assessore eh, ha fatto un, un, un sacco di confusione. Cioè, eh, io capisco che ci può, ci può essere l'aggiornamento prezzi perché ce l'ha ripetuto tre volte, ma il progetto... Era già pronto, come Lei ha dichiarato, non l'abbiamo fatto noi, non abbiamo urlato, non siamo andati a Fabriano il 12 eh, di eh, gennaio del 2022 partendo. Uh, in pompa magna con, con tutti schierati per dire quale fosse il grande intervento che non avevate pensato, non avevate finanziato, non avevate progettato ma che avevate ereditato e uh, era pronto per essere realizzato. Bene, c'è la necessità dell'aggiornamento prezzi ma non l'aggiornamento progettuale. Cosa c'entra? Niente, era, se era vero che, no, eh, che, che è è più è, più eravate già nelle condizioni di, di appaltarlo, ma siccome invece dire, si, si profilava una, una campagna elettorale, anche lì eh, eh, ne, ne necessitava un, un, un effetto eh, annuncio che eh, sistematicamente poi... Eh, non vi dovete nemmeno offendere, non, non dovete nemmeno fare i permalosi, eh, perché se voi le cose non le raccontate come sono, eh, poi noi siamo attenti: non è che eh, stiamo qui a urlare e a sottolineare eh, le nostre posizioni. No, abbiamo guardato quello che eh, avete mh, dichiarato sulla stampa, documentato, ci sono tutte le tutta la rassegna stampa con la, 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 la giunta e consiglieri schierati che garantivano quel coronoprogramma. Oggi, oggi abbiamo capito, ma questo non è, come dire, lo certifica solo, che state navigando eh, a vista e eh, ovviamente siamo molto preoccupati per la sanità fabrianese e dentro l'AST2 perché prima la collega Lupini... Eh, eh, ci ha ricordato eh, il, eh, il motivo per il quale non è stata scelta una casa eh, di eh, comunità AB che invece Lo prego Fabriano, di Fabriano il, il territorio meritava. Chiudo subito eh, Presidente. Mancano i medici, mancano gli infermieri, non siete stati capaci di assumere gli operatori necessari per riaprire il reparto di pediatria. Non, non avete riaperto, come sapevamo, il punto nascita, perché era impossibile, ma l'avevate eh, più volte eh, eh, risottolineato. Eh, non avete stabilizzato i precari dell'area vasta 2, che l'avete celebrati eh, come gli eroi del Covid, poi invece l'avete lasciati 120 eh, eh, a casa. Ecco, io penso che eh, non, pa non parliamo noi. Eh, parlano eh, i dati eh, recuperati dai, dalla vostra propaganda che, comunque, sta mostrando eh, la corda in tanti pezzi del territorio e noi eh, lo, lo sottolineiamo. Ma non vi offendete. Grazie, grazie. Adesso abbiamo terminato, appunto, gli atti ispettivi. Il primo e il secondo punto all'ordine del giorno, come vi dicevo, ci sono delle votazioni da fare perché, in sede di conferenza dei presidenti di gruppo, si è deciso di proporre all'Aula. A tutti i consiglieri, l'anticipazione di l'inserimento di una mozione e l'abbinamento della mozione con altre già presenti e poi l'anticipazione dei punti allora la mozione da inserire la 326 a firma del consigliere Biancani e di tutti gli altri componenti del gruppo PD, della consigliera Marta Ruggeri del gruppo Movimento 5 Stelle 326 23 che riguarda eh, l'installazione di impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili presso il Comune di Monte Calvo in Foglia. quindi la prima la prima richiesta che faccio è di mettere all'ordine del giorno come inserimento, per il suo inserimento della mozione 326-23 consigliere Maggiardini vuole intervenire? a favore a favore, a favore. perfetto a favore. grazie presidente, no, devo ringraziare lei e, e tutta la, la conferenza dei, dei capigruppo in modo particolare eh, il consigliere Giacomo Rossi che ha consentito eh, di inserire questa proposta eh, a prima firma di eh, Biancani perché penso che sia opportuno eh, il dibattito che abbia un dire, una sua logicità e, e eviti di perdere tempo eh, e, metta, e ci metta nelle condizioni di fare l'approfondimento più adeguato nella giornata odierna. Grazie Presidente. Grazie a lei. Intervento contrario? Nessuno chiede intervento contrario. Mettiamo in votazione l'inserimento della mozione 326-23 in abbinata al punto 5 delle mozioni 321-324, essenziale comma 1 e 2 dell'articolo 144. Chiusura della votazione, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti nessuno. L'inserimento è avvenuto. Adesso l'intero punto 5 è composto dalla mozione 321 3 del consigliere Rossi, contrarietà alla realizzazione dell'impianto agrofotovoltaico di 7 MW all'ingresso del centro abitato di Sant'Angelo Invato, località Ca Rinalduccio. Con la mozione 324 del consigliere Serfilippi, Marinelli, Bilo, Acciari, Cancellieri Elesi, Marinangeli Menghi, impianto agri fotovoltaico nel comune di Sant'Angelo Invato, località K, nel Dinuccio, già abbinate ai sensi dell'articolo 144 e abbinati poi adesso con la mozione 326/23 che testè è stata inserita, vengono anticipati come punto due bis adesso, quindi diciamo seduta stante per la loro discussione. Chi è che chiede di intervenire se ci sono un'espressione di un parere favorevole o uno contrario? Consigliere Giacomo Rossi, prego. Sì, favorevole. Praticamente Bene. ecco, c'è cioè... Una mozione, la, la seconda viene ritirata, il dispositivo viene integrato sulla eh, mia mozione e poi vi è una, un emendamento integrativo che recepisce anche delle, delle disposizioni del Partito Democratico. Grazie, allora non ci sono richieste di intervento contrario, mettiamo in votazione l'anticipazione del punto 5 al punto 2 bis, cioè eh, nello svolgimento immediato dopo la votazione stessa sia approvata. Chiusura della votazione. Favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno. L'inserimento è, è, è stato deliberato, è stato approvato. Quindi adesso sia il consigliere Rossi che il consigliere Serfilippi che il consigliere Biancani, che sono i primi firmatari, possono esporre la loro. La loro praticamente mozione. Consigliere Rossi, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto un eh, saluto a tutti gli amici vadesi dell'Alta Valle del Metauro, o meglio di, di tutta la Massa Trabari. Un saluto anche al Sindaco di Sant'Angelo in Vado, qui presente eh, nel pubblico, insieme all'assessore Lucia eh, Dini. Eh, questa mozione vede eh, l'unità di tutti noi consiglieri regionali di Pesaro Urbino. Una mozione che recepisce le integrazioni dei colleghi Sir Filippi e Biancani che vorrei ringraziare, una, una mozione che sia che è auspicabile che venga sottoscritta da eh, tutti e chiaramente votata da tutti, anche eh, chiaramente dalla collega Anna Casini che ha origini vadesi. No? Ecco, il suo di Sant'Angelo in Vado. Quindi ehm, vi faccio brevemente eh, la spiegazione di eh, questa eh, mozione attenendovi anche alla lettura del testo in quanto non vorrei tralasciare parti importanti anche della stessa. Sostanzialmente una eh, società multinazionale tedesca eh, nel campo delle energie eh, rinnovabili ha presentato una richiesta di eh, progettazione definitiva alla provincia di Pesaro Urbino per la realizzazione. Di un impianto agrivoltaico di 7 megawatt nel comune di Sant'Angelo in Vado in località Carinalduccio. Ecco questo eh, imp quest impianto eh, dovrebbe occupare un'estensione pari a 63.500 metri quadri, pari circa a 10 campi da calcio, su un terreno di 75.000 metri quadri. Badate bene, cari colleghi, situato all'ingresso del Paese a 50 metri dal centro abitato. Premesso che in data 27.12 la provincia di Pesaro Urbino ha approvato la richiesta della ditta di procedere alla progettazione definitiva in essenza di via, considerato che l'ubicazione dell'impianto all'ingresso del Paese con l'installazione di oltre 10.000 moduli fotovoltaici rialzati fino a 4 metri da terra produrrebbe chiaramente un forte impatto ambientale, visivo ed andrà a creare chiaramente un, dan un grave danno al valore paesaggistico di e turistico di tutta eh, questa zona che ultimamente è stata rivalorizzata anche grazie al complesso della domus eh, del Mito, un eh, grande bellissimo complesso archeologico che eredita le, ehm, le vestigia della de de Tifernum Tiberi e del Tifernum Metaurensis che la grandezza e la vicinanza di questo eh, mega impianto eh, alle civili abitazioni potrebbe creare problemi anche di inquinamento elettromagnetico nei confronti delle stesse case che la vicinanza del mega impianto rialzato alla strada 200 eh, alla strada 73 bis e al tracciato della futura, futura Fano Grosseto potrebbe creare dei seri e pericolosi problemi di rifrazione nei confronti degli automobilisti, sostanzialmente questo impianto è attaccato a questa infrastruttura esistente e a questa infrastruttura futura, visto che eh, tra l'altro, in data 26 gennaio, l'amministrazione comunale di Sant'Angelo Invado ha convocato una pubblica assemblea. Una pubblica assemblea che è stata anche molto eh, partecipata eh, dalla cittadinanza, in cui è stata espressa, diciamo, l'unanimità, una convinta contrarietà alla realizzazione di eh, questa opera, visto tra l'altro che l'associazione di. Ambientaliste di categoria hanno espresso anche a mezzo stampa il parere negativo alla realizzazione di questo mega impianto, che chiaramente è importante, sì, incentivare le energie pulite, ma in un contesto paesaggistico consono, come per esempio le zone urbanizzate o le, sopra i tetti dei, dei capannoni industriali o nelle aree di scarsa valenza ambientale. Eh, tra l'altro è ritenuto anche che eh, quest'opera ha eh, un valore meramente speculativo e eh, non genera eh, nessun ritorno econ economico eh, per il territorio, eh, che la regione Marche tra l'altro ha spesso già un, una valutazione di eh, impatto ambientale negativa in merito alla realizzazione eh, di un impianto analogo nel comune di Cartoceto. Eh, ritenuto tra l'altro che a livello nazionale na la normativa non è ancora chiara ed univoca, mancando i decreti attuativi del decreto legislativo 199 del 2001, i quali regolamenteranno no, in maniera puntuale questa tipologia eh, di impianti. Che eh, tra l'altro nella terza commissione abbiamo eh, diciamo ancora in discussione. Eh, quella legge che dovrà eh, andare a, a normare eh, questa eh, materia, considerato che lo Statuto della Regione Marca, l'articolo 21, lettera K, ci dà la possibilità, come consiglieri comunali e consiglieri regionali, scusate, sono tornati indietro nel tempo, come consiglieri regionali, di formulare indirizzi al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute eh, di rilevante interesse per la comunità regionale, quindi credo che questa sia veramente una, eh, una questione che abbia una um, rilevanza importante. Che questo va detto che pur non avendo questa mozione un valore di impedimento assoluto all'opera, ecco, quindi si tacciano le voci che dicono che questa, che dicono che questa mozione sia strumentale. Noi l'abbiamo scritto. Che questa mozione non ha valore di impedimento assoluto all'opera, ma attenzione rappresenta un atto di indirizzo importante e necessario e di consapevole vicinanza nei confronti della comunità vadese dell'altra valle del Metauro. Quindi, considerato tutto quello che ho, stato, che, quello che ho detto, eh, con questa mozione si va ad impegnare il presidente la Giunta regionale a manifestare la propria contrarietà alla realizzazione del suddetto impianto agri fotovoltaico all'ingresso del centro abitato di Sant'Angelo in Vado che poi ancora no, non ho capito cosa abbia di agri a mettere in atto tutte le azioni necessarie e possibili per scongiurare la realizzazione di questo mega impianto alle porte di Sant'Angelo in Vado tutelando la comunità vadese preservando il territorio l'ecosistema agroambientale e il valore turistico della zona. In più ci aggiungo anche eh, le integrazioni dei colleghi eh, Sero Filippi e eh, Biancani. Quindi andiamo a sollecitare governo, i governi parlamentari marchigiani per la definizione dei criteri attuativi appunto del decreto legislativo. 199 eh, 2021, quello che citavo poc'anzi, affinché ci sia carezza, trasparenza e uniformità finalmente sulla materia e di escludere dalle aree idonee quelle utilizzabili direttamente per l'attività di eh, coltivazione, evitando il consumo del suolo agricolo per preservare e potenziare quell'agricoltura di qualità quel patrimonio enogastronomico protagonista di una filiera integrata con l'attività di trasformazione, commercializzazione e distribuzione che dà valore aggiunto anche alla nostra offerta turistica gastronomica. Quindi questi due eh, inserti sono del collega Sir Filippi e Bancani, vanno a integrare e a potenziare questa mozione che riteniamo importante e doverosa, una risposta che la Regione Marche deve ehm, alla comunità vadese che è tutta schierata chiaramente contro eh, questo impianto a favore di questa mozione quindi come ho detto prima io chiederei la sottoscrizione e, eh, di questa mozione quindi chiedo a, al tavolo rotondo poi di far girare la mozione e appunto il voto unanime di tutti per far vedere l'uniformità del nostro consiglio regionale eh, a difesa del nostro eh, territorio poi vi è anche la mozione del eh, collega Biancanni chiaramente non interverrò voterò eh, favorevole perché la ritengo uniforme a questa è eh, una, una, una questione che riguarda un altro comune Monte Calvo eh, in foglie quindi anche lì inviterei i colleghi di uniformarsi alla mozione del collega Biancanni eh, Credo di aver detto tutto, eh, mi sono attenuto anche al testo, ho letto anche alcune parti, proprio per non dimenticare eh, delle parti che comunque possono essere eh, importanti e degne di nota. Vi ringrazio, eh, la nostra vicinanza alla comunità vadese all'Alta Valle del Metauro con questo atto eh, è sicuramente piena ed effettiva, grazie grazie, ora la parola al consigliere Luca Sanfilippi, prego sì, grazie Presidente, ringrazio eh, i colleghi della Lega che hanno sottoscritto la mozione che abbiamo deciso di ritirare per far sì che riusciamo a fare un documento condiviso insieme al collega Rossi e anche ai colleghi dell'opposizione perché questo qui è un tema che comunque anche come commissione abbiamo trattato a lungo e ci vede tutti quanti concordi ma sappiamo bene anche l'assessore Aguzzi più volte l'ha detto in quest'Aula che come Regione abbiamo, eh, facciamo fatica, diciamo, oltre a esprimere il nostro parere contrario nelle conferenze di servizi, a, eh, a, a, diciamo, a, a far sì che questi impianti non vengano autorizzati. Perché, in questo caso, ad esempio, il soggetto che, do, che dovrà autorizzare, che deve autorizzare è la provincia come in altri, in, altri tipi, in altri tipi di impianti. E quello che stiamo attendendo come Regione Marche e come Regioni italiani, è il famoso decreto attuativo al decreto legislativo 199 del 2021 che doveva essere emanato entro luglio dello scorso anno. Anche la scorsa settimana come terza commissione abbiamo audito le associazioni di categoria, il Calle, il Crelle, l'Anci. Che ci hanno chiesto di fatto di temporeggiare l'approvazione della PDL 145, che era stata scritta dalla collega Marcozzi e Pasqui e presa come PDL di riferimento, anche dopo averla condivisa con l'assessore Aguzzi. Lì eh, questo iter di fatto in commissione è terminato, abbiamo deciso di temporeggiare ancora un po' perché è proprio notizia di questi giorni che sembra che il governo all'interno del decreto semplificazioni inserirà anche il decreto ottativo di questa legge che è quella che di fatto noi come Regione Marche come tutte le altre regioni stiamo attendendo e che sostanzialmente eh, faceva chiarezza sulle aree idonee e aree non idonee. In assenza di questo decreto attuativo, come abbiamo visto in diverse parti della nostra regione, Marche abbiamo visto a Cartoceto un impianto da 45 ettari, e adesso qui abbiamo visto Sant'Angelo in Vado, Monte Calvo in Foglia. Diciamo, noi nel nord delle Marche la stiamo sentendo tanto: questa esigenza di far sì che ci sia una legislazione chiara sulle aree idonee e non idonee. Poi, noi non siamo contrari a prescindere da questi tipi di impianto. Io personalmente ritengo che prima di installare pannelli fotovoltaici sui terreni dovremo occupare tutti e incentivare fortemente a livello governativo le installazioni sui, sui tetti dei capannoni, i tetti delle case. Successivamente, visto che comunque il gap energetico è un problema vero che ha questo Paese, e non sono contrario a prescindere dall'installazione di questi, queste tipologie di impianto, ma sicuramente... Non devono essere vicino a, 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 diciamo alle nostre abitazioni, in questo caso è proprio a 50 metri dall'ingresso di Sant'Angelo in Vado, o vicino alle scuole, o vicino a dei punti che anche il decreto legislativo considera come punti di interesse. Secondo me dovremmo anche tutelare le nostre colline, il nostro paesaggio, le nostre coltivazioni agricole, con noi tutte le doppe le doc che abbiamo nella nostra regione e ad esempio la proposta di legge che avevamo proposto noi come Lega ma che poi dopo in Commissione abbiamo deciso di farne una prendere di riferimento la 145 era quella di basarsi sul modello Veneto dove il Veneto in assenza di questo decreto interministeriale di fatto è intervenuto con una legislazione propria e legge che non è stata impugnata dal governo precedente quindi di fatto è legge questa legge decadrà nel momento in cui verranno eh, eh, emesse queste linee guida a livello ministeriale. Quindi ecco adesso io l'ho fatta lunga, però è chiaro che eh, in assenza di normativa purtroppo stiamo vedendo, l'abbiamo visto dieci anni fa con il fotovoltaico sui terreni agricoli, di fatto si sta verificando la stessa cosa a distanza di 10 anni, che ci sono gli incentivi, ci sono gli speculatori, perché questo si tratta, io non ho paura di dirlo a microfono, anche se qualcuno mi ha minacciato a livello eh, quando mi sono espresso contrariamente all'impianto di, di Cartoceto, mi hanno detto, cioè, su, su, proprio uscito sul giornale in cui dicendo a ah, Ser Filippi si vergogni per queste sue dichiarazioni, però... Quando vedo degli investitori esteri eh, che di fatto con una società di scopo comprano o fanno degli accordi direttamente con i, con i contadini o comunque con dei proprietari terrieri, perché sanno benissimo che ci sono degli incentivi e che quindi l'investimento è conveniente, ecco, io credo che non facciamo il bene del nostro paese e dei nostri, dei, delle nostre campagne, de, del nostro entroterra. Quindi, non sono contrario a prescindere da questi tipi di impianti, però la legge deve essere chiara. Ecco, la notizia proprio di questi giorni in cui sembra addirittura di arrivo il decreto attuativo di questa legge nazionale, io credo che sia il, il punto di partenza per far sì che anche noi come Regione sappiamo eh, di che morte. Dobbiamo morire perché di fatto queste cose sono a livello ministeriale spesso, soprattutto i grandi impianti. Quindi noi, come Regione, possiamo opporsi e ha fatto bene il servizio ambiente a opporsi in tutte le conferenze di servizio, perlomeno per gli impianti che abbiamo visto fino ad oggi, che ci sono pervenuti. No, e, ecco quindi io non, la, non aggiungo nient'altro, l'intervento mi è stato sollecitato dalla sezione della Lega di Sant'Angelo Invado che voglio ringraziare qui pubblicamente, come ringrazio tutti gli altri che hanno, eh, sono intervenuti anche prima di noi con dei documenti. Mi riferisco naturalmente al collega Rossi e successivamente al collega Biancani. Quindi mi auguro che da parte di tutta l'Assemblea legislativa ci sia un, un, un voto unanime su questo documento. Grazie. Adesso l'intervento del consigliere Andrea Biancani per l'esposizione della sua mozione. Sì, grazie presidente. Innanzitutto, voglio dire che come Partito Democratico volevamo presentare una risoluzione che poi abbiamo deciso di non presentare perché c'è stata da parte del Consigliere Rossi eh, accolto come dire, una, 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 sotto forma di emendamenti modificando il, quello che è il dispositivo della mozione 321 dando ad inserire, ad inserire quei punti che volevamo mettere all'interno della risoluzione. Quindi, noi come gruppo, come dire, eh, a questo punto come dire, sosteniamo eh, questa mozione e siamo convinti che sia un errore realizzare impianti di queste dimensioni in prossimità di un centro abitato e, soprattutto, in una vallata come quella eh, che è proprio prossima all'abitato di, di Sant'Angelo in Vado, che eh, ha bisogno di tutto tranne che di modificare, e di alterare quello che è il loro vero patrimonio, cioè quello che è il paesaggio e le bellezze naturali di questo territorio. Voglio anche dire, però, che come Partito Democratico, noi non siamo contrari alle energie rinnovabili perché noi siamo favorevoli alle energie rinnovabili, le energie rinnovabili sono il futuro sia per quanto riguarda l'energia solare, per quanto riguarda l'energia eolica, sia per quanto riguarda eh, tutte quelle modalità di energia che non prevedono l'utilizzo dei fossili, fossili ma che vanno a produrre energia appunto attraverso energie e fonti che vengono considerate non inquinanti e quindi rinnovabili. Da questo punto di vista, eh, quindi, noi ribadiamo che sia che è importante sollecitare, ed è stato inserito all'interno di questa mozione, i, tutti i parlamentari, ma soprattutto il Governo, a eh, far uscire quelli che sono i decreti attuativi della legge 199 del 2021, in maniera tale da consentire poi le Regioni di poter individuare quelle che sono le aree eh, idonee. Da questo punto di vista, però, ci auguriamo che poi la regione Marche, quando vada a individuare le aree idonee, consideri i terreni agricoli una risorsa cioè dei terreni che non vanno sfruttati dal punto, per produrre energia, ma terreni agricoli che vanno utilizzati come come oggi per produrre quella che è l'altra qualità che il nostro territorio è, ha, cioè i prodotti enogastronomici e soprattutto per garantire anche quelle che sono le bellezze paesaggistiche delle nostre colline e del nostro entroterra. Quindi bene i pannelli fotovoltaici, ma questi devono essere concentrati nelle aree dismesse, nei parcheggi, sopra le fabbriche e quando si tratta di aree agricole, in prossimità di quelle attività o di quelle zone che non possono essere utilizzate per la coltivazione e quindi non, non so i terreni che invece eh, possono fanno parte sono una risorsa per il nostro territorio. A questo proposito, oltre alla, alla risoluzione che non è stata presentata, perché il consigliere Rossi ha accolto e le ha, ha inserito alcuni punti nella propria mozione, abbiamo presentato un'altra mozione che è stata sottoscritta da tutti i componenti del Partito Democratico, sottoscritta dal consigliere Rossi e anche dalla eh, consigliera Marta Ruggeri di 5 Stelle. Dove riportiamo lo stesso problema che è emerso a Sant'Angelo in Vado, è emerso anche a Monte Calvo in Foglia. Anche qui è stata fatta una richiesta per un impianto di eh, 2,5 megawatt, per, che occupa una superficie di 3,5 ettari, e anche qui è attaccata, cioè a 50 metri neanche dal centro abitato. Quindi si sta eh, mettendo in campo nel nostro territorio, come diceva l'assessore no, consigliere Se Filippi, soprattutto nel nord delle Marche, si vede che stanno puntando queste, queste società, stanno puntando i terreni che sono prossimi addirittura ai centri abitati, ma non terreni con oggi destinazione industriale, che quello sarebbe un altro paio di maniche. Ma con terreni che hanno destinazione attualmente agricola. Anche qui il sindaco è, 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 ha avuto paura, nel senso che è contrario, come è contrario il sindaco e l'amministrazione, che saluto anch'io, di Sant'Angelo in Vado, e quindi ci hanno chiesto di, abbinare questa, di presentare un'ulteriore mozione per evitare di tornare in aula la prossima settimana con lo stesso argomento e invece discutere oggi direttamente questi argomenti. Voglio anche ricordare che, nella nostra, nella, che però. Eh, bisogna essere tutti consapevoli che questi sono impianti per i quali la regione Marche non deve esprimere nessun parere, quindi non è che la regione Marche esprima un parere tecnico di contrarietà, ovviamente un ente come la regione quando esprime un parere di propria contrarietà politico eh, e vuole evidenziare che questo tipo di impianti non vanno fatti in queste aree è comunque importante sicuramente chi deve realizzare o anche, o anche i comuni si, stengono, so si possono considerare sostenuti comunque dell'ente regione ma va detto chiaramente che l'ente regione né sull'impianto di Sant'Angelo in Vado né sull'impianto di Monte Carlo in Foglia dovrà esprimere un parere a differenza di quello che è successo se non sbaglio assessore in sede di via per quanto riguarda l'impianto di Cartocetto, che era un impianto che era superiore ai 20, 20 megawatt, dove lì, invece, per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, se non sbaglio, il ministero, che è competente, comunque, ha chiesto anche un parere alla Regione Marche, In questo caso il parere. Non c'è. Mi auguro che ci sia il voto positivo sia per quanto riguarda la mozione su Monte Calvo, sia per quanto riguarda la mozione su Sant'Angelo in Vado, che ovviamente come gruppo sosteniamo e lo voglio dire in maniera molto chiara. Però voglio ricordare e chiedo un po' di attenzione ai consiglieri che il sottoscritto aveva presentato un'interrogazione a ottobre del 2021. Prima firma consigliere Biancani, sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo PD, dove chiedevo in questo caso all'assessore Carloni il eh, rischio di consumo di suolo agricolo a seguito della semplificazione normativa nazionali per l'installazione di impianti fotovoltaici a seguito del decreto legge 77 del 2021, cioè lo stesso di cui stiamo parlando. Cioè, noi come gruppo del Partito Democratico avevamo anticipato, avevamo detto attenzione, perché se non c'è non c'è un'azione forte nei confronti del governo, del Parlamento per eh, eh, far emanare queste linee guida a breve arriverà, arriveranno, arriveranno le richieste. La risposta però è stata questa. Voglio dire che questa. La risposta è stata si deve inoltre considerare che la, la DACR, quella del 2010, indi, eh, individua molti ulteriori limiti connessi a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, quali ad esempio esclusione di aree con dissesto idrosologico, SIG ZPS, parchi. E alla tutela connessa al PPR. Comunque, le linee guida al momento sono sufficienti per evitare un'eccessiva diffusione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli, almeno fino all'approvazione del DM dell'articolo 20 del, del, del decreto, in, il quale stabilirà i nuovi decreti. Cosa voglio dire? Eh, che l'assessore Carloni, quando mi aveva risposto, mi aveva tranquillizzato. Sì, aveva, aveva tranquillizzato, perché poi noi avevamo fatto. Ma ovviamente non è che doveva tranquillizzare i biancani ma doveva tranquillizzare presumo tutti i consiglieri di quest'aula e la risposta era stata state tranquilli che fino a quando non ci sono le guida vale, vale la Dax, cioè la, 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 la delibera della giunta regionale del 2010 e quindi nelle Marche questo rischio non l'abbiamo in realtà nella provincia di Pesaro ne abbiamo presentati tre e se non c'è un po' di, come dire, di azione di forza 4, scusami Agusti se non c'è questa azione di forza che le amministrazioni, in questo caso comunali insieme alla regione e voglio ricordare anche la provincia perché la provincia purtroppo ha dato un parere come dire, positivo ma si parla, tratta di un parere tecnico non è che l'hanno chiesto il Presidente chiesto, o, o i consiglieri provinciali gli chiesto agli uffici come se chiedessero a noi gli uffici se dovessimo dare un parere della regione dovrebbero dare un parere positivo tecnicamente perché la norma è, consente di poterli fare. Però ritengo che sia importante che oggi ci facciamo sentire tutti uniti perché il problema c'è, è importante e vorrei evitare quello che è successo 15 anni fa, cioè di girare per il nostro territorio e trovare impianti fotovoltaici diffusi in tutte le colline del nostro territorio, ricordando una cosa però e chiudo, che se, nel, se, continuano, se il decreto semplificazioni continua a prevedere la possibilità degli agricoltori di fare delle atti, cioè sarebbe di fare delle associazioni, delle associazioni di impresa, noi potremmo fare tutto quello che volete, ma le nostre colline saranno invase dai pannelli fotovoltaici. Il tema è quello, e che, che l'agricoltore deve poterlo fare, ma lo deve farlo l'agricoltore, non l'ENIL di turno o qualsiasi altra società che lo vuole fare. Fino a quando il, il decreto di sta, eh, semplificazione lo prevede. Quindi vi chiedo, siccome io oggi sono in opposizione non solo qui ma anche a Roma, ovviamente mi auguro di tornare quanto prima alla maggioranza, però voi che avete, noi che abbiamo, posso iscrivermi a Forza Italia, adesso quello la vedo difficile, però siccome abbiamo l'assessore Carloni, il, il parlamentare Carloni, che è della maggioranza, che fa parte della Commissione Agricoltura, sollecitato anche in questo, in questo senso, che se fossero possibili le atti, noi non potremo fare niente perché alla fine e le nostre colline saranno invase dai pannelli fotovoltaici perché ovviamente quella non è un'attività legata alla promozione dell'attività agricola, al sostegno dell'attività agricola, ma è come diceva il buon Sir Filippi pura speculazione. Grazie. Grazie, adesso ho chiesto di intervenire la consigliera Anna Casini, prego, poi l'assessore Stefano Guzzi per la posizione della Giunta. Allora, grazie, grazie presidente. Innanzitutto vi ringrazio perché questo è un tema molto importante ed è bene che se ne discuta in consiglio perché c'è un crinale, tanto per usare un termine paesaggistico, eh, da un lato abbiamo eh, il dovere implementare l'energia da fonte rinnovabile, dall'altro abbiamo il paesaggio che è il nostro tesoretto, perché noi eh, non abbiamo tanti tesori nelle Marche che possono essere paragonati al, al paesaggio e quindi lo dobbiamo tutelare a prescindere dalla nostra singola vocazione ambientalista lo dobbiamo tutelare se non altro io ho questa piccata vocazione ma c'è chi non ce l'ha lo dobbiamo tutelare dal punto di vista economico perché immaginiamoci banalmente un agriturismo un albergo o un centro storico che si affaccia su un 3 eh, ettari o 2 ettari e mezzo insomma che sono 25.000 o 30.000 metri quadrati tanto per Darci un'idea, un appartamento è di circa 100 metri quadrati. Qui parliamo di 30.000-25.000 30 metri quadrati di terreno che è coperto da pannelli fotovoltaici. Quindi è chiaro che è una modificazione essenziale del paesaggio. Ora, perché non ci aiuta in questo momento né tanto la PDL 145, mi dispiace per il grande lavoro anche impegnativo che è stato fatto in commissione. E, eh, però non è piaciuta questa norma perché questa norma di fatto non risolve il problema e neanche si può pretendere che una PDL regionale risolva il problema. Sono i decreti attuativi che devono decidere e io mi auguro che siamo tutti d'accordo in questo quali sono le aree delle quali noi non possiamo fare a meno dal punto di vista della eh, bellezza paesaggistica. Eh, è facile dire mettiamo il fotovoltaico sui tetti, è facile dire: anzi, io veramente avevo presentato una PDL un anno e mezzo fa, in terza commissione abbiamo discusso nella quale dicevo che le linee guida di cui si è parlato, la delibera eh, 10 del eh, 13 scusate, del 2010. Eh, non eh, non mh, eh, come dire, privilegiava le zone industriali rispetto alle zone agricole per posizionare il fotovoltaico a terra, perché di questo parliamo. Sui tetti siamo bravi tutti, ammesso che ci siano ancora tanti tetti delle fabbriche che sono di proprietà eh, della fabbrica stessa o che non siano di proprietà delle banche. Allora, e eh, eh, non è mai stata discussa perché? Perché lo stesso governo poi ha deciso in una norma del 199 di dire che nelle, sono aree prioritarie e quindi sono aree che si devono utilizzare prioritariamente quelle industriali, coprendo addirittura il 60% della superficie utile. Quindi danno una copertura che generalmente per una fabbrica è del 50%, danno una superficie genericamente del 10% in più. Quindi certo questo è buono, nel senso se abbiamo delle aree che nei piani regolatori sono state già valutate, quindi nel caso delle marche già valutate rispetto al PPR, valutate rispetto al 42 e possiamo dire che sono state destinate a zona agricola ancorché non pianificata, quindi soltanto retinata senza piano attuativo, è chiaro che è preferibile che siano insediate lì. Poi siamo d'accordo, una cosa che ha sottolineato Biancani è questa discrasia, cioè io che sono un'azienda agricola devo dimostrare che l'energia ehm, eh, che produco è eh, adeguata alla mia necessità, ma è chiaro che l'azienda agricola non è energivora l'azienda agricola non è energivora e quindi il coltivatore, l'agricoltore si trova ad avere dei vincoli in più rispetto a me e, e all'assessore Aguzzi che volendo potremmo fare una società e decidere di mettere un fotovoltaico in zona agricola. Ora è importante ricordare che ci sono dei vincoli paesaggistici che sono quelli del 42/2004 che non vietano l'ubicazione di alcun tipo di eh, manufatto che sottopongono invece l'inserimento di un manufatto specie in zona agricola ad un'autorizzazione paesaggistica che è discrezionale e quindi noi dovremmo avere il coraggio invece di dire che quando ci sono delle zone perimetrate per intenderci dalla ex 1497 o dalla ex Galasso dovremmo essere più incisivi da questo punto di vista. E quindi penso che eh, dobbiamo avere il coraggio di tutelare quella parte di territorio che per noi economicamente è importante. Qual è questa parte di territorio? E mi dispiace che ci sia questa aggressione da parte di eh, società proprio delle aree interne, che sono quelle aree più fragili, dove io capisco che i proprietari delle aree le vendano o le diano in concessione ventennale per, eh, per installare impianti fotovoltaici, perché sono aree che a tutt'oggi valgono veramente poco sia dal punto di vista della rendita che dal punto di vista proprio del valore delle aree e quindi è chiaro che si è, come dire, eh, allettati dall'idea che qualcuno ci dia dei denari per poter installare un fotovoltaico. Però noi dobbiamo far capire che dobbiamo rispettare la vocazionalità delle aree interne, dei nostri borghi delle aree interne, perché non ci possiamo riempire la bocca da un lato con le leggi che tutelano le aree interne, la biodiversità, il paesaggio agrario variegato delle Marche, che è variegato, che c'è una biodiversità che è unica al mondo, perché di questo dovremmo essere fieri. Siamo la terza regione d'Italia per biologico e non è un caso, perché c'è chi sette anni fa ci mise messo 80 milioni di euro in un anno solo sul biologico. E, e quindi noi tutto questo lo dobbiamo preservare, dobbiamo rispettare la vocazionalità delle aree interne che non è certo quella di vedere dei pannelli, anche perché nelle aree interne le aree pianeggianti sono poche. Sono poche e sono vicine ai centri abitati, oppure sono vicine ai corsi d'acqua e quindi sono comunque visibili, visibili dall'alto, dai nostri centri nuclei abitati che generalmente sono posti in, in zone di crinale. Per cui il danno che possiamo fare è veramente irreversibile. Quindi dovremmo tutti insieme approvare questa, eh, questa risoluzione che mi lascia un po' perplessa sul punto 2, perché effettivamente, guardo il collega Andrea Senti, è probabilmente un po' generico, però è una presa di posizione importante, perché è chiaro che tutte le aree sono coltivabili e dove ci sono le doc eh, eh, sarebbe più opportuno, ma io domani poi la doc la tolgo e ci metto il fotovoltaico, Andrea capito, quindi non mi puoi fare una... dobbiamo entrare nel merito e non possiamo farlo noi, perché rischiamo di invadere una materia che è concorrente e quindi dobbiamo essere attenti perché quella del Veneto è stata approvata quella del Veneto è stata approvata perché gli allegati erano molto più leggeri di quelli che abbiamo fatto noi ed erano diversi quindi bisogna stare attenti ad non invadere eh, a non superare quel crinale che separa non solo il fotovoltaico eh, dal paesaggio ma anche le competenze in una materia che ricordo è concorrente e quindi eh, questa, questa risoluzione mi pare di buonsenso perché tutti noi, mi auguro, ma mi pare di capire pur rappresentando schieramenti diversi abbiamo a cuore entrambe le questioni, da un lato il paesaggio, dall'altro la produzione di energia da fonte rinnovabile, basta scegliere e contestualizzare le scelte. Grazie, ha chiesto di intervenire l'assessore Stefano. Grazie Presidente. Io accolgo con molto piacere eh, la determinazione del Consiglio regionale, di vari consiglieri regionali, di vari schieramenti che si accomunano in questa, in questa iniziativa e ovviamente non solo la sostengo. Ma dico che è molto molto opportuna, anche se temo che non potrà incidere direttamente sulle questioni singole di cui stiamo trattando. Bensì voglio sperare e pensare che invece possa incidere in maniera più ampia nei livelli, diciamo così, tra virgolette, governativi che devono in qualche modo dare degli indirizzi in questo senso. Anzi, rispetto a questo, prima di dire ancora diciamo, il mio parere su alcune questioni. Quella eh, proposta di legge che si sta discutendo in Commissione non è che avesse la pretesa di dettare le norme, in questo senso, nella nostra regione. Perché sappiamo benissimo che sono le norme regolate da leggi nazionali. Voleva, proprio perché c'è stato questo ritardo, secondo me voluto fino ad oggi, di non emanare decreti no, per dare l'indicazione alle regioni su come potersi esprimere lasciava libero campo a tutte le interpretazioni, cioè arrivano, siccome entro giugno dello scorso anno il governo doveva dare alle regioni delle indicazioni su come diciamo, interpretare le norme, come dare poi i pareri su, su questi impianti eh, quando venissero presentati da privati, eh, a giugno non è arrivato un bel nulla, ora siamo già a febbraio, c'è questa vacazio lunga mesi dove tutti si stanno insinuando. Tutti stanno insinuando, arrivano e chiedono di poter eh, diciamo così, eh, realizzare questo tipo di impianti. Allora quella proposta di legge, quelle proposte di legge che sono attualmente in discussione, in discussione, io in Commissione, io le avevo un po' anche stimolate, ripeto, non perché potessero essere esaustive, ma era proprio un modo di cominciare a porre il problema, come dire, la Regione Marche in questa vacazio complessiva si pone il problema di regolare o perlomeno di indirizzare le e il dibattito ma anche le azioni per far sì che il nostro territorio non venga completamente deturpato perché allora qui vogliamo parlarci chiaro guardate io vi parlo da ambientalista, ornitologo, cacciatore ed agricoltore cioè una persona che lo conosce il territorio parlare di agri fotovoltaico vuol dire portare in giro tutta l'Italia perché chi è quell'agricoltore che fa un impianto agri fotovoltaico e poi ci coltiva sotto? Ditemelo a me che ho tre pali del telefono che mi attraversano la mia azienda e non vi dico tutte le volte mi immatisco di un colpo per passare sul trattore perché bisogna sempre tribrarli. Tre pali, no? Voi mettete 350 pali altri 4 metri, come si fa sotto andarci con i mezzi a fare l'agricoltore? È una. stavo per dire una parolaccia. Eh, ci stanno portando in giro. Perché? Perché si è messo il limite sulle brutture dei pannelli fotovoltaici a terra, si è messo il limite del 2011 con delle normative, per superare quel limite cavalcando l'onda della richiesta di energia pulita sacrosante e giusta. No, non prendiamo più il gas della Russia, troviamo fonti alternative. Servono effettivamente fonti alternative, questo è vero, servono fonti alternative, non è che dobbiamo limitarle per forza, però il fotovoltaico a terra era stato più o meno impedito, allora si sia inventato l'aerofotovoltaico, facendo finta che sono gli agricoltori, trovatemi un agricoltore che impianta un impianto di quel genere, che continua a farci l'agricoltore sotto, trovatemelo in questo qui di Sant'Angelo in Vado, in quello di, Valle... di Monte Calvo in quello di Cartoceto, in quello di Fano sono tutte persone che non c'entrano nulla con l'agricoltura chi lo richiede, non c'entrano nulla e voi qui parlate di un impianto di 6 ettari e mezzo, quello di, eh, di, di, di Monte Calvo di 4 ettari e mezzo, quello di Cartocetto e quello di Fano sono di 45 ettari l'uno. Quello di Fano è lungo il fiume Metauro a confine della ZPS, quindi hanno calibrato fuori della ZPS per pochi metri e comprende un'area lunga, un chilometro lungo tutto il fiume Metauro. Cioè noi andiamo a... Noi abbiamo l'oro nelle marche, che è il nostro territorio, che lo vendiamo. Andiamo domenica alla Vetta a Milano a promuovere il nostro territorio, le bellezze, la cultura, l'enogastronomia, la, la bellezza dei luoghi, li, i nostri borghi. Poi andiamo a impiantare robe da 45 ettari l'uno, intere vallate coperte da fotovoltaici alti 4 metri. È un impatto visivo brutalissimo. Quindi facciamo bene a stimolare questo dibattito, però ci tengo anche a dire che mentre per gli impianti oltre i 10 MW come quello di Cartoceto e quello di Fano noi siamo tenuti a dare un parere perché lì lo screening di via è a capo del ministero. La provincia deve autorizzare e il ministero deve fare lo screening di via. Il ministero richiama la regione a dare un parere e noi su Cartoceto abbiamo dato un parere negativo, anche se molto labile perché parere negativo dicendo che è brutto, detto brutalmente, perché non ci sono né vincoli né altre cose purtroppo, abbiamo usato il fatto che lì c'è la DOP, no? il, il, quindi ecco, cerchiamo di dare un'interpretazione, su quello di Fano abbiamo più difficoltà, perché quello di Fano è soprattutto sopra un'excava, lì proprio dove no? in passato è stato scavato, più o meno ricoperto e la legge proprio indica le excave, però è sempre comunque la bruttura mentre su questi comunque saremmo chiamati siamo stati chiamati e saremmo chiamati a dare un parere del quale non so quanto terrà conto il ministero su quelli qui poste oggi di Sant'Angelo in Vado e poi sarà anche quello di noi non siamo neanche chiamati a dare un parere perché lì l'autorizzazione del screening di via è in capo alla provincia e l'autorizzazione è in capo al comune è il comune che deve autorizzare lo screening di via lo fa la provincia quindi la Regione non è neanche interpellata, infatti, noi non siamo stati interpellati per quello di Sant'Angelo in Vado. Facciamo bene a porre la questione, tra virgolette, politicamente qui oggi, però sarà il caso di cominciare a indirizzarla anche attraverso i parlamentari di questo territorio, eccetera. Su questa cosa io ho dei dubbi sull'aver rallentato l'iter di quella. Proposta di legge in commissione, ma questo è un mio umile giudizio. Perché poteva essere invece uno stimolo proprio alla discussione, oltre a, a mettere qualche paletto sul quale poter ragionare no? e sul quale poter andare a dare dei pareri una volta che la legge fosse stata approvata. Oggi non siamo neanche in grado di dare dei pareri. Comunque, detto questo, non sarebbe stato nulla di risolutivo. Però visto che c'è qualche parlamentare che gira ultimamente ad incoraggiarli, poi vi dirò nell'orecchio chi è. Eh, forse facciamo bene a porci a livello anche nazionale, lo dico al mio stesso governo, al mio stesso ministro, perché in questo caso oltretutto il ministro è anche dello stesso mio partito, però vorremmo fargli arrivare in qualche modo questa situazione. È vero che questa grande esigenza, tra virgolette, di energia pulita, questa grande esigenza reale di energia pulita, ci può mettere un pochino in difficoltà. No, nel porre queste questioni perché ormai la, vo, la moda è quella di dire avanti pur che non sia il gas avanti pur che non sia il gas noi riempiamo di paleoliche il mare di agrifotovoltaici le vostre colline poi eh, gli inglesi, gli olandesi e i tedeschi vanno in vacanza in altri in continenti invece di venire da noi probabilmente grazie assessore adesso ho chiesto di intervenire il consigliere Fabrizio Cesetti prego sì grazie presidente più una volta tanto nel merito sono d'accordo con Aguzzi. Sono d'accordo con Aguzzi e sono d'accordo con Rossi e Biancani, che anzi ringrazio entrambi per questa sintesi trovata. Le mie sono convinzioni praticate nel tempo e nella mia esperienza politica. No, no, io le ho praticate perché da presidente, della di Fermo, da presidente della Provincia di Fermo, quando nonostante la normativa del 2011 che ci ricordava Guzzi, venivano consentiti i pannelli fotovoltaici in zona agricola. In zona agricola in qualità di Presidente della Provincia, per dare copertura al dirigente del settore ambiente che doveva adottare i provvedimenti autorizzatori, io proposi, proposi un atto in Consiglio regionale, un atto amministrativo, non potevamo fare altro, per vietare l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle colline della Valdaso. Perché la Valdaso è aria di pregio. Adottai un atto del genere con grande coraggio non solo mio, ma soprattutto del Consiglio regionale, perché era una competenza al limite la nostra, perché era una competenza amministrativa. Quell'atto poi venne annullato dal TAR. Però conseguì lo stesso i suoi effetti perché tanti pannelli non vennero installati, altri sì, e in, se andiamo in alcune zone è terribile quello che è avvenuto nel, nelle, nostre, nelle nostre campagne, e qui ha ragione Aguzzi, non solo perché vengono da noi gli inglesi, ma perché noi vogliamo vivere la bellezza delle nostre campagne, noi la vogliamo vivere, anche perché ci siamo nati lì, ci siamo cresciuti, ci siamo formati. Perché quella è la nostra terra e noi abbiamo il diritto di viverla nella sua pienezza e di valorizzarla, no? a dispetto, a giusto dispetto, di coloro che vogliono speculare su questo tipo di, di, di nuove energie, eccetera. Che le nuove energie, per carità le energie rinnovabili, i biancani, siamo d'accordo, ma devono essere compatibili devono essere compatibili con il nostro territorio, con le sue bellezze. E non che, lo deve, non che lo deve deturpare, con la salute, eccetera. Questi sono anche contro la salute. Ma come si fa a pensare no? che noi da una parte vietiamo i pannelli fotovoltaici a terra e poi li mettiamo in alto che, che i, i contadini ci, ci, ci lavorano sotto? Ma sanno di che parlano questi? Ma sono degli responsabili. Chi prevede questo? Secondo me, è, non solo politicamente. Ma io credo che, che abbia qualche problema di, di demenza no? istituzionale, no? È un demente istituzionale, è un demente istituzionale. Che, chi, 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 sì, è un demente istituzionale, è certo, no? Perde la memoria, c'è la perdita della memoria, no? È chiaro? E sa perché c'è la perdita della memoria, tra l'altro, c'è anche un altro aspetto e io dicevo che invece i pannelli fotovoltaici dovevano essere installati dove? Nei capannoni industriali, nei capannoni artigianali che doveva essere anche l'occasione per una bonifica degli stessi, perché su tanti ci sta ancora l'amianto. Ci sta ancora l'amianto e quindi si poteva lì togliere l'amianto e metterci i pannelli fotovoltaici. No? Questo qui, questo io queste cose le facevo reiteratamente da presidente della provincia di Fermo non so quante cause mi hanno fatto poi alla fine l'ho risolto e l'ho vinte tutte non so quante me ne hanno fatte no? e quindi eh, mi ricordo che ci ho perso anche un amico ci ho perso anche un amico che era un ex, un ex cliente perché gli vietai gli fece vietare l'installazione di un pannello fotovoltaico ci fu una grande polemica addirittura sul capannone in quel caso industriale a Guzzi perché perché quel capannone industriale non stava in una zona, tra virgolette, industriale, ma era a ridosso del centro abitato. E non, so, non si capisce come era stata possibile consentire quella trasformazione, però era a ridosso del centro abitato. E allora io lo, viet, lo feci vietare. Quindi questo è il punto. Però che c'era l'altro aspetto, e così chiudo. Il problema è che c'è una normativa nazionale e quindi bisogna intervenire nei confronti del Parlamento. Del Parlamento che si deve assumere le sue responsabilità perché il tema della materia tutela dell'ambiente è una competenza esclusiva dello Stato, articolo 117, comma 2, lettera S. Chiaro? Però, però la Regione Aguzzi ha la competenza concorrente dove 117 terzo comma valorizzazione dei beni ambientali. Questa è una legislazione concorrente, valorizzazione dei beni ambientali. L'altra tutela de, dell'ambiente è competenza dello Stato. Siccome noi non è un gioco di parole rossi, abbiamo la competenza concorrente in materia, in materia, di, in materia di valorizzazione dei beni ambientali. Ma le colline della nostra, vallata, della nostra vallata o del Monte Feltro o, o, o di tutte le parti della nostra regione sono o non sono beni ambientali? Sì, secondo me. Abbiamo noi il dovere e il diritto di tutelarli? Sì. Allora, Aguzzi, dobbiamo farlo. E io, siccome condivido tutto quello che tu hai detto e anzi con soddisfazione ne prendo atto, facciamolo, questi interventi di valorizzazione dei beni ambientali. Facciamo magari una legge regionale e poi vediamo se hanno il coraggio di impugnarla nell'esercizio dell'attività concorrente per diciamo, tutelare appunto, valorizzare questi beni ambientali che noi li individuiamo come tali, tutte le nostre colline, tutti i nostri centri di pregio vicino ai centri abitati e lì vietiamo con legge regionale vietiamo con legge regionale l'installazione di queste schifezze, no? perché di tali sono all'interno dei centri vicino ai centri abitati o nelle aree di precio. Facciamo una legge di questo tipo, poi che abbiano il coraggio di impugnarla, visto che noi, noi esercitiamo una prerogativa costituzionale sub 117,3 che ci dà la competenza concorrente validazione dei beni ambientali che la, la, la legislazione esclusiva che è quella della tutela dell'ambiente, ha il dovere di consentire di, consentire di sprigionarsi quest'altra competenza, perché il tema delle competenze istituzionali del nostro Paese non è che l'una prescinda dall'altra, si guardano e si integrano a vicenda. Siccome abbiamo questa consapevolezza, facciamolo e credo che il voto che ci accingiamo a dare oggi, immagino in modo unanime, sia un buon... Un buon primo passo e un buon viatico verso questa direzione. Grazie consigliere Cesetti. Ora ha chiesto la parola la consigliera Viti. Prego, consigliera. Sì, grazie vicepresidente Biancani. Vorrei innanzitutto ringraziare i primi firmatari delle emozioni, sia Rossi che Biancani, con i quali ci siamo confrontati fino a ieri sera, sulla opportunità o meno di intervenire su questo tema, perché in realtà, lo voglio ribadire anch'io, si tratta semplicemente di un parere, di una posizione politica. La Regione, e anch'io qui sono stranamente d'accordo con l'assessore Aguzzi, non ha competenze specifiche. Quindi oggi noi esprimiamo semplicemente un'opinione, perché effettivamente siamo contrari, lo abbiamo già messo in evidenza tutti. A questi impianti in quanto soprattutto vicini ai centri abitati e in aree agricole. Ma ciò che mh, mi preme è anche evidenziare è un punto importante della mozione che sollecita il governo e i parlamentari marchigiani per la definizione dei decreti attuativi del decreto legge 199 del 2021 affinché ci sia chiarezza, trasparenza ed uniformità nelle norme. Perché voglio evidenziarlo? Perché noi eh, da più di due mesi in terza commissione. Stiamo parlando di una proposta di legge e ancora non siamo riusciti a, a venirne a capo definitivamente in quanto mancano i decreti attuativi. Il problema è proprio questo, non possiamo legiferare finché dal nazionale non ci sono delle linee guida esplicite, precise ed è anche questo che mette in difficoltà i comuni. Per cui per quanto oggi possa essere rilevante la nostra presa di posizione il vero passaggio fondamentale per mettere. Sindaci, saluto anche io il sindaco di Sant'Angelo in Vado, la sindaca di Montecalvo in Foglia. È proprio quello della chiarezza nella normativa nazionale. Per cui dobbiamo fare in modo e lo chiedo anche a voi esponenti della maggioranza, che i parlamentari in maggioranza. Prendano posizione urgentemente, urgentemente per non mettere in difficoltà i nostri sindaci e i nostri amministratori. L'esempio dell'impianto richiesto a Sant'Angelo Invado in località Carinalduccio da 7 MW è lampante, così come lo è quello di Monte Calvo in Foglia. Una richiesta che è proprio al, a ridosso del centro abitato, a cui la sindaca non ha strumenti adeguati per dire no. Effettivamente non possiamo farlo noi, la nostra oggi è un'opinione, non è altro, e io spero che non sia un'opinione che cada nel vuoto e serva solo a un consigliere per avere un'altra pagina sul giornale, perché invece quello che dobbiamo fare è fare in modo che i sindaci possano avere strumenti chiari e precisi per poter intervenire quando arriveranno anche altre richieste non solo a Sant'Angelo in Vado e a Monte Calvo in Foglia ma ovunque ne arriveranno nei prossimi mesi e negli anni prossimi. Io mi auguro, essendo favorevole ovviamente alle energie rinnovabili, che le richieste siano sempre di più, ma in questo invece il ruolo della Commissione di cui faccio parte della terza sarà decisivo. Dovremo chiarire quali sono i luoghi eh, idonei per l'installazione dei pannelli. La mia collega Anna Casini poco fa l'ha detto chiaramente, lo, ha, lo aveva già anticipato anche Biancani. Ci sono tetti delle, degli edifici industriali, ci sono tantissime zone idonee. Mi auguro che in Commissione il lavoro possa andare avanti in maniera spedita tenendo conto anche delle indicazioni che ci sono arrivate da tutte le associazioni di categoria. A titolo di esempio vorrei ricordare il parere che è arrivato da Confindustria. Ci ha chiesto esplicitamente di aspettare le linee guida del decreto nazionale. Ce l'ha chiesto Confindustria in un'audizione in terza Commissione. Allo stesso modo ci è stato messo in evidenza dalle associazioni degli agricoltori eh, dalla CIA a, alla Coldiretti e, e quindi io spero che effettivamente il passo decisivo esplicitato anche in questa mozione sia quello di chiedere ai parlamentari marchigiani in particolar modo quelli della maggioranza di eh, definire i decreti attuativi della 199 entro breve per cui eh, spero che oggi la firma di questa mozione all'unanimità Possa essere d'aiuto. Grazie. Eh, grazie, consigliera Vitri. Ora ha chiesto l'intervento il consigliere Giorgio Cance Cancellieri. Prego. Sì, sarò brevissimo, semplicemente a sostegno della mozione di, di, di Giacomo Rossi, a sostegno della mozione di mh, Luca Serfilippi, ovviamente di Andrea Biancani, ma anche a sostegno di tutti quei sindaci che hanno dovuto subire in tutti questi anni una arroganza e una prepotenza da parte di chi? facendo speculazione si è inserito in un vulnus proprio legislativo ed è adesso è ora di fare chiarezza. O il, governo, o il governo o lo Stato centrale o se materia competente, come diceva l'avvocato Cesetti, se è possibile anche noi, attraverso una PDL, anche nostra, che possa in qualche modo dare una mano ai sindaci. Perché i sindaci sono eh, completamente in mano a questo fenomeno che, 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 che è palesemente un fenomeno speculativo che si inserisce su un bisogno: quello dell'approvvigionamento di energia, come ha detto eh, Biancani. Come avete detto detto tutti, si inserisce in un bisogno e quindi è fatica è fatica anche eh, come dire deludere eh, eh, no, il, il, il problema dell'energia rinnovabile, del, del produrre il più possibile energia rinnovabile. Ricordo, ricordo eh, di essere stato da sindaco assolutamente dentro a queste polemiche proprio perché nel mio comune a suo tempo furono insediati due impianti fotovoltaici a terra. Uno eh, all'entrata eh, del mio comune, eh, vicino a una casa tutelata dalla Sovrintendenza, e un altro nella famosa piana di Asdrubale, sede presumibilmente della battaglia del Metauro, eh, eh, e sul quale io, sindaco, non ho potuto che apporre delle, mettere delle prescrizioni. L'autorizzazione tecnica fu data dalla provincia e io da sindaco eh, ho potuto mettere solo delle prescrizioni che era quello di mitigare eh, l'impatto ambientale attraverso un'alberatura e attraverso delle vegetazioni che, eh, che, che tu potevi mettere davanti eh, l'impianto stesso che insomma lo rendeva meno visibile, lo rendeva meno visibile alla gente. Allora, allora voi capite che i sindaci sono in mano agli speculatori e ai proprietari di terreno che per, eh, che per risolvere le proprie aspettative, anche economiche, Fabrizio, perché questo è il problema, cioè l'agricoltore fa eh, interesse a, donare, a, a dare questi campi, chi eh, vuole produrre energia ha il suo interesse, certamente l'ambiente viene massacrato da questi impianti che sono... Brutti e sacrificano suolo agricolo, perché anche questo, come diceva, eh, eh, c'è un sacrificio del suolo agricolo. Io penso Sant'Angelo Invato all'inizio del paese è una cosa che non si racconta. Su una piana bellissima quella di Carinalduccio, e ci sono tra l'altro oltre che il sindaco, che qua tanti cittadini preoccupati per questa richiesta e per questo eh, diciamo potenziale insediamento. Non si può chiedere una roba simile. No? Ma a me è successo da Sindaco e, su, e, e io non ho potuto dire nulla se non prendo. Atto di un'autorizzazione data dalla provincia che è un'autorizzazione tecnica e sul quale io ho potuto apporre solo delle prescrizioni allora, allora cerchiamo di fare una legge il governo si, si, si dimostri velo, vada con velocità vada con velocità e se noi possiamo fare qualcosa come regione eh, io penso che mh, insomma se possiamo dobbiamo fare qualcosa anche noi grazie Presidente grazie Consigliere Cancellieri ora ha chiesto la parola il Consigliere Romano Carancini, prego sì, grazie Presidente. Direi poche cose da aggiungere, salvo innanzitutto ringraziare Andrea Biancani che per il gruppo del Partito Democratico ha voluto interessarsi direttamente insieme alla collega Vitri in relazione al territorio. Salutano tutti il sindaco di Sant'Angelo Invado, non lo conosco ma lo saluto pure io. E anche a lui credo possa andare un ringraziamento oltre che a Rossi, perché il tema è, è un tema che ci appartiene ed è un tema che probabilmente eh, è in grado di eh, danneggiare e colpire in particolare questa regione, in genere evidentemente tutto il paese, ma sicuramente le marche. E credo che siano convincenti alcuni ragionamenti che ho ascoltato sono ascoltati fin qui, però io provo a non ad aggiungere, ma insomma a mettere sul tavolo un'ulteriore riflessione che parte intanto dalla convinzione che certamente la regione Marche dovrebbe provare a inserirsi negli spazi normativi della legislazione concorrente per la regolazione di questo tema. Chi si nasconde dietro chi si nasconde, diciamo volontariamente o involontariamente, dietro il tema ci deve pensare lo Stato. Io credo che fa un grande errore. È un errore che non fa assumere responsabilità e che non fa assumere il coraggio di un'assemblea legislativa. Ecco perché penso io che esistano gli spazi per poter intervenire e provo anche a. Dimostrarlo salvo prima, come dire, investire la commissione urbanistica. Qui c'è sia Anna Casini che Michela Vitri che ne fanno parte. Ad assumere questa responsabilità, a farsi promotori insieme ai consiglieri di maggioranza di questo tema. Guardate, non ci si inventa nulla, basta leggere. La legge 1722 della Regione Veneto che dà un, come dire, che segna una strada importante sulla autonomia coerente con la legislazione nazionale su questo tema. E quindi quando mi pare il mio collega Cessetti facesse riferimento proprio agli spazi, io credo che ci siano gli spazi affinché la regione Marche possa su questo tema legiferare. Ne faccio un'altra di considerazione che mi pare di non aver ascoltato, mi sembra. E la domanda è fatta, diciamo, rispetto all'altra faccia della medaglia, che è è questa. Ma voi credete che tutti i proprietari di terreni agricoli di questa terra, de, delle nostre marche, siano contenti di impiantare impianti agro, agrofotovoltaici sulle nostre terre? Guardate, non è una domanda retorica, è una domanda seria, che ha un ulteriore passaggio, che è quello di dire... Ma siete convinti che i contadini, gli agricoltori, come dire, contadini è un, eh, contadini è un termine che mi piace di più, Assessore, perché è più, bello, come, più è popolare, più vero. È storico. Eh. Ma siete convinti che gli agricoltori guadagnino a sufficienza o siano garantiti a loro a sufficienza? la redditività, le risorse per, per coltivare, certo, c'è chi ha la fortuna di poter coltivare un terreno piccolino per conto proprio, eh, ma qui parliamo di terreni agricoli ben più ampi, ben più grandi. E il contadino e l'agricoltore è di fronte, di fronte a un'alternativa, amici, amici e colleghi, che è quella di dire... Sono in grado di poter avere un reddito sufficiente per poter campare e poter andare avanti senza mettere l'agro fotovoltaico? E io penso che voi ricevereste, come è capitato di ascoltare a me, qualche risposta che dice: Ma sai che ti dico io piuttosto che non campare o non riuscire a sbarcare il lunario, metto l'agro fotovoltaico. Questo è un dato di fatto. E non farsi questa domanda è un errore. Il passaggio successivo è, eh, ma allora che cosa possiamo fare? Io penso che da questo punto di vista la regione Marche, che ha gli strumenti anche finanziari per poter operare su questo tema, possa di fianco a una nuova legge che delimiti, circoscriva individui, uno spazio diciamo, territoriale che serve a escludere dalla possibilità di individuare sulla base delle indicazioni che erano venute in precedenza penso, al, penso a, a tutti i terreni che debbono conservare la biodiversità penso ai terreni che servono al ripopolamento degli animali penso a tutte le aree tutelate al patrimonio Universale dell'UNESCO, penso a tutti i territori che riguardano le attrazioni turistiche, ecco gli spazi per poter integrarsi con la, la legge nazionale ci stanno, ma accanto a questi, guardate, lo dico occorre che la regione, dentro questa ipotetica, questo diciamo audacia di mettere insieme l'attenzione su un tema così, sia in grado di incentivare e sostenere quegli agricoltori rispetto alle proprie attività agricole, perché altrimenti non chiuderemmo il cerchio dell'attenzione, finiremmo qui in aula a dire, a riempirci la bocca. E ho finito, eh, Presidente, a riempirci la bocca di dire ma non si possono fare, è uno scempio, non possiamo concedere questo. Sì, ma facciamo i conti però con le esigenze, con i bisogni delle persone, con coloro che coltivano i terreni agricoli e che hanno bisogno delle marche ovviamente, che hanno bisogno da questo punto di vista di un terreno di sostegno per far sì che quelle colture vengano sottratte al ricatto tra virgolette, della installazione dell'agrofotovoltaico rispetto al diritto di avere come Terri, terreni agricoli, come agricoltori come contadini un reddito dignitoso, perché questo è un tema centrale non affrontarlo vuol dire di fatto riempirsi di retorica grazie grazie, adesso ho chiesto di intervenire il consigliere Andrea Senti, prego grazie presidente anch'io unisco la mia, la nostra Voce al, al ragionamento generale del, dell'Aula. Eh, totalmente condivisibile, sia nelle premesse che eh, leggermente meno, in maniera inferiore condivisibile, su alcuni spunti dell'impegno dove secondo me dovremmo ragionare eh, in maniera chiara e concreta. Noi sappiamo che l'impegno che metteremo, che chiederemo alla Giunta e al, al Presidente è un impegno sostanzialmente di una, fozio, di una mozione. Quindi non ha un impegno formale atto a modificare procedimenti o in attesa di decreti attuativi dello Stato qui parliamo di un decreto legislativo del 199 del 21 in attesa di decreto attuativo e mi risulta che teoricamente anche a breve questi decreti attuativi dovrebbero essere non tanto ad adiuvandum quanto in melius a chi vuole addirittura pannellare i nostri terreni trovo però una, eh, veramente uno spunto Positivo di quello che diceva il collega Cesetti e Carancini, ma anche gli altri. Penso che sia veramente uno dei temi da affrontare in maniera seria, eh, legislativamente parlando, perché di fatto noi siamo legislatori, pur se con. Potestà legislativa concorrente, ma abbiamo l'unico modo che abbiamo per eh, frenare questo scempio sui nostri, sulle nostre colline e sui nostri terreni, è proprio quello di provare a dare una normazione diversa da quella che va in applicazione concorrente con lo Stato. Sappiamo tutti che è un esercizio giuridico, sappiamo tutti che è un'attività legislativa che possiamo fare, sappiamo tutti però anche l'esito che il più 99 su 100 di fronte a una... No? Eh, potere di legge dello Stato e potere di legge regionale, il più delle volte vince la prima e non vinciamo noi. Però, quantomeno, perché dico questo? Perché, eh, pur riconoscendo lo sforzo sia a Biancani, a Rossi e anche a eh, diciamo, Ser Filippi e al gruppo Lega, quando si, si cita ad escludere dalle aree idonee quelle utilizzabili direttamente, ripreso anche dalla stessa Anna Casini, noi sappiamo che Facciamo un, una sorta di brocardo, no? Quasi, eh, però sappiamo poi tutti che l'esito sarà ovviamente un negativo. No, non voglio essere pessimista, però noi sappiamo che una normazione così eh, generale, invece di una normazione puntuale, in determinati campi e, eh, diventa, diventa complicata. Eh, come lo stesso impegno che la regione ha e può mettere. Nei desiderata, nella manifestazione di interesse sicuramente positiva al 100% eh, la limiterei nel quando mh, si chiede di impegnare il presidente sul mettere in atto tutte le azioni necessari, necessarie. Ma sapendo benissimo noi, ahimè, consigliere Rossi, che la regione in questa fase. Di azioni necessarie, legalmente parlando, che possono essere messe in atto sono realmente poche pari a zero. Quindi sicuramente l'intento di contrarietà, mettiamo noi la nostra firma sulla contrarietà su questi mega impianti, ma dobbiamo però sbattere con la cruda e nuda realtà e penso che sarà di tra pochi giorni usciranno i decreti attuativi che ci richiamano ad un atteggiamento legislativo e di impostazione normativa in questo tema totalmente differente. Bene, non ci sono altri interventi. C'è l'intervento di Andrea Biancani? Sì. Prego, consigliere Andrea Biancani. Sì, eh, era solo per, eh, per come dire. Io ho presentato la mozione quindi potevo in qualche modo rintervenire. Volevo solo dire a tutti i consiglieri che io sono preoccupato, se dire adesso il consigliere assenti, eh, come, come, come te e come penso molti di noi. Però comunque il tema è una scelta politica, cioè cosa scrivere in quel decreto non è una scelta tecnica, mentre l'autorizzazione che si chiede è una scelta tecnica una volta che il decreto è fatto, cosa scrivere nel decreto invece è una scelta politica ed è per quello che prima c'era, ero contento perché c'era anche il presidente Corolli che mi guardava anche sorridendo, ma in senso positivo, non in senso negativo, però ragazzi bisogna che a Carloni e agli altri rappresentanti del nostro territorio li chiamiamo perché il, il, il tema è politico, cioè se questi ci raccontano la balla, come diceva l'assessore Guzzi, che l'agrivoltaico è, è possibile perché il, il, le, le linee guida sull'agrivoltaico sono già uscite, si sta aspettando quelle sul fotovoltaico, ma in realtà sull'agrivoltaico, che rimanda sulla, a, quelle su, del, a quelle che devono, sono già uscite, l'agrivoltaico si fa dappertutto, chiaro, treni agricoli, non treni agricoli e quant'altro, quindi, se non c'è un'azione forte di chi governa, cioè della politica, insieme all'opposizione, questo non è un modo per scaricare, è solo un modo per, farvi, per rendere tutti consapevoli di cosa, di cosa stiamo parlando. Questo, come diceva il consigliere Assenti, non è che li fanno a Sant'Angelo in Vado e li fanno a Monte Carvo, li fanno dappertutto con la storia del dell'agrivoltaico, ma anche, anche il fotovoltaico normale. Quindi il decreto semplificazioni va in una direzione. Semplificare e accelerare priorità assoluta, l'energia sostenibile, tutto il resto secondario. Punto. Questo è. Siccome l'obiettivo, la logica è questa, e non è invece la tutela del territorio o la tutela del paesaggio o la tutela di quelle che sono, come diceva anche Cesetti, le eccellenze che solo il Paese Italia ha, se non interveniamo, noi stiamo parlando del nulla, si torna al 2010 e fai tutto come ti pare dappertutto, anzi nel 2010-2011, scusate non so la data precisa, veniva chiesta un'autorizzazione normale, oggi quello che si prevede è quella semplificata, vuol dire che praticamente non chiede niente a nessuno, no, giusto per, per la cronaca, questo vale, vale per rendere tutti consapevoli e chi può... Faccia qualcosa perché sennò il nostro territorio regionale sarà invaso da finti pannelli fotovoltaici chiamati agrivoltaici e da pannelli fotovoltaici così come intesi. Consigliere Andrea Giacomo Rossi, prego. A, lei la sì, no, a, con, a conclusione del, della discussione, Presidente, se posso, eh, o devo parlare dopo. No no, adesso siamo, lei ha fatto l'esposizione ah. fare il merito, ora a conclusione, mettiamo in sì. votazione l'emendamento, quindi ah, se okay. vuole intervenire no, prego. Ecco. innanzitutto ecco, ringrazio tutti i colleghi che ben hanno capito l'intenzione di questo, eh, di questa mozione. C'è un aggiustamento tecnico che chiedeva il consigliere Assenti, quindi nel dispositivo eh, quando si chiede... Adesso ci arrivo. Quando si, arri si, arri si chiede di mettere in atto tutte le azioni necessarie, è possibile, lui voleva inserire nel rispetto delle procedure, chiaramente, eh, procedure normative, ecco, se può essere inserito questo. Chiaramente era, io l'avevo dato per scontato nella parola possibili, però comunque in contributo credo... Ecco, che non, non faccia la differenza e possa essere inserito e poi chiaramente chiedo eh, al tavolo eh, che ci sia la sottoscrizione al tavolo di chi voglia appunto sottoscrivere eh, questa, questa mozione per dargli massima condivisione possibile ecco eh, mh, qui ehm, ci sono delle richieste ben precise in questa mozione cioè ci sono eh, delle richieste a chi ci rappresenta in Parlamento, a chi ci rappresenta quindi alla Camera dei Deputati e al Senato. C'è cioè, un indirizzo nei confronti dei nostri parlamentari a muoversi in una determinata maniera, perché la scelta è politica, come diceva anche il eh, collega Biancani e anche come diceva il eh, collega eh, Cesetti che quando parla mi, mi gasa. Quasi quasi ti, ti chiamerei Cezetti, ecco. E quindi, e quindi eh, ecco, si richiama la responsabilità, si richiama la responsabilità al di là della battuta dei nostri parlamentari e io lo faccio anche come componente di un movimento civico, autonomista e regionalista come il nostro, che cerca in primis di fare gli interessi della nostra regione e gli interessi della nostra regione vanno portati avanti dai nostri parlamentari di qualsiasi schieramento politico interessi che sul campo prima non sono stati portati avanti perché qui aspettiamo queste eh, direttive dal 2001, ma che non possiamo ancora aspettare. I nostri parlamentari hanno delle responsabilità e io quindi richiamo, come faccio sempre, la responsabilità dei partiti nei confronti dei nostri parlamentari e dei loro rappresentanti parlamentari eh, a Roma. Quando si parla anche di azioni possibili e qui vorrei eh, diciamo interloquire con il collega Assenti è chiaro che la Regione non ha eh, potestà legislativa, ma può farsi sentire anche capacità comunicativa e comunicativa, come dicevo prima, nei confronti dei nostri, dei nostri parlamentari, eh, quindi ben vengano anche tutte le azioni eh, legislative regionali possibili avanzasse prima possibile la legge che è in commissione, ce le impugneranno, non importa, però noi dobbiamo fare in primis gli interessi della nostra regione. Quindi l'interesse della nostra regione è evitare degli schifi come eh, questo. Quindi io eh, concludo ringraziando eh, tutta questa Assise per la condivisione che ha avuto dietro questo documento, non è scontato e soprattutto questo lo dico agli uffici, che questa mozione sia inviata prima possibile, che non faccia la fine di altre mozioni. Questa mozione deve essere inviata ai nostri parlamentari e al governo tra un'ora, via PEC tra un'ora. Non abbiamo più tempo a disposizione, quindi il nostro impegno è valido se la comunicazione viene fatta per tempo, anche tenendo conto delle tempistiche di cui abbiamo parlato prima. Quindi, Concludo, ringrazio l'Assemblea per questa condivisione, abbiamo dato dimostrazione di unità eh, di fronte a una problematica comune, abbiamo dato dimostrazione di eh, che eh, qualche volta possiamo fare insieme ed uniti tutti insieme gli interessi dei marchigiani a difesa del nostro territorio. Grazie. Grazie. Ultimo intervento, il consigliere Maurizio Mangialardi, prego. Sì, grazie Presidente. Sa, non è mia consuetudine intervenire durante il dibattito eh, generale, però mh, mi corre l'obbligo, visto dire, la, la, eh, sia il tema che la qualità degli interventi, quindi io voglio ringraziare intanto i proponenti eh, da Biancani a Rossi a Ser Filippi perché almeno abbiamo discusso di questo tema. Eh, lo abbiamo fatto o come dire eh, senza, eh, con grande trasparenza e senza eh, Giacomo senza illusioni eh, perché non si possono illudere oggi due comuni eh, ma saranno, dire, sarà il tema di tutto il territorio perché se non, non vengono realizzati oggi e come può essere temporaneamente in, in quelle due realtà significa che dopodomani avremo comunque uno dei, dei, dei 300, 296 comuni delle Marche che saranno interessati da, da, da questa possibile eh, scelta. E allora eh, Biancani eh, ha fatto la sintesi, il tema è tutto politico, bisogna che ci assumiamo ognuno per una quota parte e oggi noi ce l'abbiamo quella più piccola, è la responsabilità delle scelte. E questa la deve fare il governo e siccome abbiamo come dire, anche illustri rappresentanti eh, che eh, possono incidere, penso all'ex vicepresidente eh, della, della nostra regione che è anche presidente di una commissione importante che ha come dire, competenza diretta almeno nella, nel, nel, nel tema, eh, vediamo cosa possiamo fare insieme. Eh, guardate, eh, ho apprezzato molto eh, oggi l'intervento dell'assessore Aguzzi eh, perché eh, questa, questa nazione è, è capace di inventarsi vuol dire, delle soluzioni dal punto di vista terminologico incredibili. Abbiamo chiamato pannelli eh, fotovoltaici eh, eh, che vengono sospesi, diventa agrofotovoltaico che lascia come dire, la deturpazione eh, identica, identica a quella che quando sono a terra, e, eh, ma eh, consentono di, di realizzare oh, un inceneritore e, e, e chiamarlo fo, eh, termovalorizzatore, perché siamo dire, in, in, in quello, senza togliere niente, siamo in, in, con quella modalità. E ha ragione Biancani quando dice quello che accadrà domani è fuori dal controllo assoluto della regione e quindi eh, Giacomo il dibattito di oggi serve per politicamente impegnare il Presidente, il presidente in conferenza delle regioni perché lì eh, comunque eh, c'è un'azione un, un eh, importante impegna i parlamentari tutti, eh, per, perché i decreti come dire, eh, non eh, attuativi eh, tengano conto del dibattito di oggi. Io penso che non sarà una battaglia molto complicata, perché nessuno... Uh, nel decreto semplificazione ha tenuto conto direi, delle, uh, principalmente della esigenza del territorio. Uh, sono posti in quel contesto la necessità energetica uh, del territorio. E quindi vuol dire è un provvedimento di interesse nazionale che bypassa di fatto tutte le norme, sia le leggi regionali, anche quella del Veneto, sarà inficiata dopo dopo i decreti e eh, sicuramente carica di grande responsabilità eh, il territorio e eh, gli amministratori e i sindaci. E allora anche qui io eh, ricordo la battaglia che facemmo nel, eh, 2000, tra il 2010 e il 2011 eh, rispetto al, eh, al coordinamento nazionale dei sindaci con lanci, eh, perché anche tutti i, i, i quel luogo eh, fu un uh, soggetto che uh, riportò con grande determinazione uh, uh, la posizione degli amministratori che si trovavano invasi e se, si trovavano poi a, ad interloquire con i cittadini eh, con l'assunzione di una responsabilità eh, solo direi, eh, politica, perché quella amministrativa era superata dalla norma nazionale. E, eh, e, eh, ricordo anche eh, allora l'attenzione la, la, che ci fu da parte della Regione proprio per arrivare a un provvedimento che potesse limitare quella situazione deturpante e che sia determinata in qualche pezzo del nostro territorio. E allora, allora oggi è una mozione dove indichiamo due comuni, indichiamo, prego, ah, ho finito, sì, Presidente, indichiamo una serie di soluzioni, ma la soluzione vera, vera è quella politica. Se non ci sarà, ahimè, forse avremo tutelato mediaticamente eh, due comuni per qualche giorno, per qualche ora, e eh, inevitabilmente uno arriverà, come suggerisce eh, Anna Casini, un'onda incontenibile eh, che eh, non potremo né utilizzare politicamente ma assumendoci la responsabilità a quel punto di chi governa tutti i livelli eh, del, delle ricadute che ci saranno nel nostro territorio. Grazie, adesso andiamo sulla uh, discussione dell'emendamento. Eh, Luca Santarelli, Vitri ed altri, eh, dichiarazioni di voto. Dunque, vediamo se ce n'è un altro prima. Dunque, geriamo un attimo. Bene, allora c'è un primo emendamento che era quello annunciato dal consigliere Rossi che recita in questo modo. Nel secondo punto del dispositivo, dalla parola possibili, sono inserite le seguenti nel rispetto delle procedure. I firmatari sono Rossi, Serfilippi, Baiocchi, Cancellieri, Biancani, Vitri, Santarelli, Ruggeri. Dichiarazione di voto? Nessuna apertura della votazione dell'emendamento <coughs> che ho appena eh, detto alla mozione 321. Apertura della votazione, voto. Prego. Prego i consiglieri in aula di votare. Abbiamo votato tutti. Chiusura della votazione. Favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti. No, c'è anche il, il Presidente. Eh, aggiungiamo la votazione del Presidente Acquaroli. Va bene? Favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno. Votazione del Presidente Acquaroli compresa. E l'emendamento Rossi è approvato. Adesso passiamo al secondo emendamento, quello che dicevo prima, firma Santarelli, Vitri ed altri. Sempre alla mozione 321 sollecitare il governo parlamentare marchigiani per la definizione di decreti, escludere tra i doni quelli direttamente utilizzabili per la coltivazione. Dichiarazione di voto? Nessuna apertura della votazione? Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti nessuno. L'emendamento è approvato. Adesso mettiamo in votazione la mozione 321. Dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto sulla mozione 321. Siamo in momento di votazione. Vi prego di rimanere seduti per chi intende votare. Per chi non intende votare, spegne il badge e vesce. Dichiarazione di voto sulla mozione 321 così come è stata eh, emendata. Allora, apertura della votazione, mozione 321? Prego, votare. Chiusura della votazione, favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti nessuno, la mozione 321 è approvata con l'impegno di trasferirla immediatamente ai rappresentanti del Governo. Adesso la mozione a firma Ser Filippi ed altro è stata ritirata. Consigliere, mi confermano? Perfetto. Passiamo quindi alla mozione 326 a firma Biancani e, e tutti i componenti del gruppo consigliere PD, Ruggeri e il consigliere Rossi, che non avevo detto al momento dell'esposizione. Dichiarazione di voto? Non ci sono. Apertura della votazione sulla mozione 326. Prego, votare. 27, contrari nessuno, astenuti nessuno, anche la mozione 326 è approvata. A questo punto il 2 bis è terminato. Adesso passiamo, che passiamo al punto 3. Proposte di legge 124. Iniziative dei consiglieri Menghi, Biondi, Antonini, Bilò, Marinangeli, Marinelli, Cancellieri Serfilippi, Rossi, Osili, Ciccioli, Leonardi, Puzzo, Baiocchi, Assenti, Borroni, Marcozzi, Latini Pasqui. Modifica e integrazione alla legge regionale 19 novembre 2012, numero 33, disposizione regionale in materia di apicoltura. Il relatore di maggioranza è il consigliere Marcosini, il relatore di minoranza è il consigliere Fabrizio Cesetti. Do quindi la parola per la relazione di maggioranza al consigliere Marcosini. Prego. Sì, presidente. Questa proposta di legge si pone degli obiettivi importanti. Obiettivi che hanno a che fare con l'interesse di questo territorio, un territorio che, come abbiamo anche appena detto, è caratterizzato da alcune specificità di tutta rilevanza e di grande importanza. Tra queste, c'è proprio il patrimonio apistico, perché sul nostro territorio si muovono più di 2400 apicoltori che realizzano dei prodotti eh, molto eh, importanti e di alta qualità. Quindi con questa proposta di legge ci si pone l'obiettivo di appunto conservare e valorizzare questo patrimonio apistico. Andare a sostenere da vicino gli apicoltori marchigiani che come sappiamo, conoscono le conseguenze negative di alcuni processi che sono in corso di natura economica, ma anche e soprattutto legati alle modificazioni climatiche che noi stiamo vivendo. Il tutto, il tutto tenendo fede ad una esigenza fondamentale, che è quella di addivenire ad una coesione e ad una coesistenza armoniosa ed equilibrata tra i vari soggetti che si muovono in questo ambito quindi apicoltori da una parte, agricoltori dall'altra e ancora tutti coloro i quali, come noi del resto, hanno a cuore la individuazione di politiche che tengano in profonda considerazione il nostro ambiente e il futuro dello stesso. Questa proposta di legge si presenta come un aggiornamento alla legge regionale sull'apicoltura eh, vigente, una legge regionale che risale al 2012 e quindi a circa 11 anni di distanza eh, si presenta come un aggiornamento. Dovuto, dovuto anche alla luce del mutato quadro normativo sulla materia a livello nazionale un aggiornamento alla luce anche delle modifiche che sono occorse a enti vari e agenzie regionali che hanno competenza in questa materia. Quindi una proposta di legge di aggiornamento ma anche e soprattutto una proposta di legge che vuole dare una visione in più particolare. Che sceglie di puntare su questo settore e quindi una proposta di legge che ha dentro di sé tutta una serie di misure e apre la strada a una serie di iniziative volte a sostenere la competitività e la produttività dei nostri apicoltori e volte a promuovere sempre più e sempre meglio i loro prodotti. Vado a segnalare alcuni tra i passaggi più salienti di questa proposta di legge. Penso ad esempio, la regione promuove l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone e la diffusione delle varietà delle piante coltivate ad essenze nettarifere, compatibilmente con le vocazioni territoriali. Il fatto che la regione in collaborazione con AMAP si propone di incentivare la promozione e la valorizzazione dei prodotti apistici originati nelle marche anche mediante l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita di apposito segno distintivo e poi il principio della programmazione che individua anche degli indirizzi particolari intorno ai quali quest'Aula voterà a breve il sostegno agli apicoltori professionali, il sostegno per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse il sostegno alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, il miglioramento della filiera, la lotta e la prevenzione alle malattie delle api, le azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca e poi l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili, l'apicoltura biologica, l'educazione alimentare. Inoltre, al fine di ridurre i fenomeni di erosione gene genetica derivanti dall'ibridazione, ci si propone anche, sempre di concerto con la commissione apistica regionale, di tutelare l'apis mellifera ligustica diffusa sul territorio regionale, e poi ci si propone di costituire un tavolo tra associazioni di categoria, consorsi apistici, consorsi di difesa riconosciuti nelle marche, per valutare l'ipotesi di definire un programma assicurativo riguardante la copertura dei rischi connessi all'attività. Questo e molto altro io non mi sottraggo alla discutere di alcuni punti sui quali insistono anche degli emendamenti presentati da alcuni consiglieri di minoranza, che, i quali abbiamo tenuto in profonda e dovuta considerazione. Eh, mi prendo pochi secondi o minuti per andare quindi già da ora a dire quella che è la nostra versione dei fatti su quei punti. Eh, delicati e importanti. Il tema della rappresentanza, cioè della individuazione di quei soggetti che la Regione si propone di riconoscere eh, all'interno di quegli organismi che sono chiamati poi a discutere e a, a prendere iniziative in questa materia. Un tema importante sul quale ci siamo eh, lungamente confrontati con tutti gli operatori i soggetti, le associazioni agricole, degli apicoltori e anche con tutti i consiglieri componenti della seconda commissione. Da una parte è evidente, su questo tema si va, emerge una versione, quella di allargare eh, il più possibile il sistema della rappresentanza, dall'altra eh, la possibilità di invece andare a restringere sempre più il campo. Eh, il nostro tentativo al termine di questo lungo confronto è stato quello di individuare un criterio, un criterio eh, che fosse logico, che fosse eh, sostenibile e questo è stato inserito nella legge. Quindi un criterio che eh, riconosce una terza via, via mediana, per così dire, un criterio che è in linea con le definizioni in uso presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un criterio che è in linea con quello che accade anche in altre regioni. Questo a garanzia di tutto, senza questo che possa sicuramente escludere forme di collaborazione con tutti. E poi il tema dei fitofarmaci. Il tema dell'uso dei fitofarmaci, un tema... Importante, complesso, articolato, delicato, perché? Perché eh, è un tema sul quale insiste l'attenzione di tanti soggetti eh, di diverso tipo. Il nostro tentativo anche qui è quello di eh, operare un confronto, un confronto che eh, ha messo intorno al tavolo della seconda eh, commissione il parere di tutti. Uh, la uh, decisione che ci siamo sentiti di prendere è una decisione posta a garanzia di ciascuno, perché da una parte è necessario specificare meglio quali sono i prodotti eh, fitosanitari, fitofarmaci che vanno ad essere vietati e dall'altra era ulteriormente eh, importante specificare meglio le fasi fenologiche ovvero i periodi durante i quali questo divieto poteva eh, presentarsi. Eh, un tema delicato sul quale è necessario porsi a garanzia di tutti, anche perché si tratta poi di irrogare eventualmente delle eh, sanzioni. Il, eh, la, la scelta finale del testo è una scelta che eh, è maturata anche eh, grazie al lavoro delle, della struttura competente che, che ringraziamo per aver formulato questa, eh, questa ipotesi e eh, introduce quindi anche qui un criterio secondo noi logico e sostenibile e si accompagna ovviamente anche al rispetto eh, di quanto eh, il piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari va a, a normare. Ringrazio, ringrazio la consigliera Anna Menghi con la quale abbiamo dall'inizio seguito il tema e poi l'assessore Andrea Maria Antonini che ha coordinato i lavori intorno a questa proposta di legge regionale. Il capogruppo Marinelli e tutto il suo gruppo, il mio gruppo e tutti gli altri gruppi di maggioranza e di minoranza per il lavoro che abbiamo condotto in Commissione, nonché ovviamente il Presidente della Commissione Andrea Puzzo. Uh, abbiamo visto alcuni giorni fa sulla stampa comparire una nota, un comunicato stampa uh, a firma dei, dei quattro consorzi apistici delle marche, un comunicato stampa uh, con il quale i consorzi uh, segnalano la, la bontà di questa iniziativa uh, e quindi uh, anche alla luce. Di questo, del lavoro che abbiamo condotto in commissione nel tentativo di mettere insieme le istanze di tutti, noi auspichiamo un voto unanime. Grazie. adesso per la relazione di minoranza. Il consigliere Fabrizio Cesetti, prego. 12, che in effetti aveva ed ha la necessità di essere aggiornata all'esito di nuove disposizioni normative di carattere nazionale, decreti ministeriali, nel frattempo intervenute anche, ed anche per dare risposte ai notevoli cambiamenti che hanno interessato il settore apistico in quest'ultimo decennio. Cambiamenti che conseguono anche che consegnano anche a questa Assemblea legislativa il dovere di aggiornare la legge regionale delle marche, come hanno fatto tra l'altro altre regioni, vi cito alcune, il Veneto, la Lombardia, la Toscana ed anche l'Emilia-Romagna. Una PDL che giunge in quest'Aula all'esito di un confronto molto serrato in Commissione, che ha coinvolto i membri della Commissione, ma anche Vero Bilot. Ma che ha coinvolto anche consiglieri esterni alla, alla Commissione stessa. Sono state operate le audizioni delle associazioni apistiche e delle associazioni di categoria degli, degli agricoltori, che hanno tra l'altro presentato eh, loro osservazioni, che in parte sono state, in parte quasi tutti, sono state raccolte. È sostanzialmente una PDL che giunge a quest'Aula in modo condiviso, possiamo dire, sostanzialmente, eh, che è stata condivisa attraverso un approfondito dibattito. Ci sono in parte delle opinioni diverse, poi diremo, eh, noi abbiamo, ci sono degli emendamenti della Ruggeri che io in parte condivido, ci sono emendamenti nostri, miei, su, ad esempio sulle norme transitorie per salvaguardare la presenza all'interno delle commissioni apistiche di coloro che già ci sono, questa è la sostanza. C'è un emendamento del capogruppo Mangialardi, firmato anche da me, sull'uso dei fitofarmaci. Io spero che questi emendamenti vengano approvati. Dico subito che però... Comunque complessivamente, al di là di questi auspicabili miglioramenti, il testo della legge è un testo, ripeto, apprezzabile e condiviso. Apprezzabile condiviso. Eh, è stato fatto tra l'altro quello che auspicabilmente si dovrebbe sempre fare, eh, con le proposte di legge che probabilmente se venisse fatto arriveremo in quest'aula in modo diverso. Eh, brevemente, L'articolo 1 assegna, questo è importante perché assegna alla Regione una maggiore e più marcata responsabilità per valorizzare l'apicoltura e di riconoscerne il ruolo. L'articolo 2 assegna, comma 1, per le finalità di cui l'articolo 1 specifica attività, alla nuova Assam dopo la sua trasformazione. Eh, su questo quindi assegnazione di competenze ad Assam, che, qui la battuta Ausini me la farà fare, visto che è stata trasformata in poltronificio almeno fa qualcosa diciamo no? con, eh, con le api. A proposito Bilò, mi rivolgo a te perché fai parte, no no, Bilò perché fa parte de, oltre ad essere un amico e anche se su sponde diverse politiche per il resto siamo sulla medesima sponda, ci mancherebbe altro, e, e diciamo, che, che avete capito, ho, ma perché dovete leggere sempre, presidente, perché dovete sempre leggere nelle mie parole un doppio senso, che non ha, che non ha, che non ha, perché dovete sempre fare così? Ha no? il senso, era chiaro, I principi di realtà chiaro. e correttezza su sponde politiche diverse: su sponde politiche diverse, no? Pur restando sulla medesima sponda che è quella dell'aula del Consiglio regionale, E questa è la quale doveva essere, altrimenti, no? Eh, ci mancherebbe altro, e quindi quindi. Eh, però... Allora, va bene. A proposito dell'Assam, no? Ti ricordi quando io dissi in quest'Aula i nomi, l'identità di coloro che sarebbero stati nominati, nominati alla Presidenza e al Consiglio di della nuova Assam? Tu come sai Bilò io ci ho indovinato e siccome non ho poteri di veggenza eh, mi attribuisco. Diciamo poteri di conoscenza no? e quindi non ci poteva molto a conoscere quali sarebbero stati gli obiettivi. Bene, all'articolo all 2 poi si, sì, a comma 2 prevede la possibilità di applicare ai prodotti, ai prodotti marche un apposito segno distintivo che lo promuove e lo valorizzi al meglio. Poi all'articolo 3 si prevede, dopo l'articolo 2 eh, della legge regionale 33-2012, aggiunge un nuovo articolo che prevede che la giunta regionale, sentita dalla commissione apistica regionale, approva il programma apistico regionale per, eh, di durata triennale per conseguire gli obiettivi di quell'articolo 1. All'articolo 4 prevede che eh, qui ci sono degli emendamenti nostri, perché qui sostanzialmente si modifica la legge 33, gli articoli 4 e 5 del 2012 per evitare la frammentazione degli organismi eh, rappresentativi e per evitare che magari qualcuno ne costituisse ex novo, come si dice, no? Pro sua no? e quindi si, si dà una, una maggiore rigidità sul, sugli organismi rappresentativi. E qui, qui lo stesso, poi c'è l'articolo 5, la rappresentanza nella commissione apistica dell'associazione di consorzi, dove si prevede appunto che possano entrare quelli più rappresentativi. L'articolo 6 contiene richiami alla normativa nazionale per la, 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 la navigazione apistica. Nazionale, chiedo scusa, eh, l'articolo 7 vengono meglio specificate le regole per il cosiddetto allevamento familiare, l'articolo 8 attiene alle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza dello stato igienico-sanitario e del settore apistico e prevede che questa sia affidata al servizio veterinario competente per territorio il quale può avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Poi c'è eh, sull'articolo 9, che è quello sull'uso dei fitofarmaci, e qui, come dicevo, c'è un emendamento, lo dico adesso, così evito magari di intervenire dopo, Presidente, sugli emendamenti, a firma, primo firmatario Mangialardi, firmato anche da me, che espunge dall'articolo 9 la dicitura ad attività insetticida o acaricida. quindi dice che sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari, punto e basta, quindi tutti i prodotti fitosanitari. Quindi ecco, questo è l'articolo 9 che va a modificare appunto per sostituzione, perché lo sostituisce l'articolo 8 della legge, della legge 33. Poi c'è l'inserimento dell'articolo 9 bis. Questo prevede che la Giunta regionale possa adottare, o meglio, adotti linee guida relative alla gestione e alla profilassi delle patologie apistiche, nonché sulle procedure in merito alla segnalazione e gestione degli episodi di mortalità. L'articolo 10 è sulla. Tutela dell'apis mellifera sottospecie linguistica che prevede che sull'intero territorio regionale è fatto divieto di selezionare e riprodurre fini commerciali ape regine appartenenti alla sottospecie diverse dall'apis mellifera linguistica, l'articolo 12 è sulla disciplina del nomadismo. Eh, vengono richiamati sostanzialmente viene richiamato e non potrebbe essere diversamente il rispetto delle normative statali eh, l'articolo 10 prevede che la giunta regionale favorisca e sostenga una programmazione di polizze assicurative per la copertura appunto dei rischi connessi con l'attività con l'attività pistica l'articolo 14 Disciplina le sanzioni, disciplina le sanzioni eh, che sono simili, diciamo, di quelle di cui alla legge regionale 33 del, 2000, 33 del 2012. L'articolo 15 eh, sostanzialmente attribuisce le competenze per, al servizio sanitario regionale per le attività di controllo. Eh, poi ci sono le disposizioni d'attuazione dove sono previsti 180 giorni per approvare appunto il disciplinare di quell'articolo 2 della legge 33 e le modalità di svolgimento del nomadismo di cui dicevo prima di quell'articolo 10 della legge regionale 33 2022 e poi il, appunto il disciplinare per promuovere i prodotti apistici delle marche le modalità di svolgimento della pratica appunto del nomadismo. Io Presidente ritengo di aver terminato e credo, eh, se concordo i di maggioranza, di aver così succintamente espresso diciamo, qual è il senso di tutti gli articoli. Grazie. Adesso la parola nel merito, apriamo gli interventi, quindi la parola alla Consigliera Namenchi. Prego, a facoltà. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, in materia di apicoltura ci sarebbero tante cose da dire, ma scelgo di condividere alcune con questa ass assemblea, con questa assise, alcune che ritengo siano importanti per spiegare la logica di questa proposta di legge che correttamente il relatore di maggioranza Marco Ausili che ringrazio, diceva essere sostanzialmente un aggiornamento della vecchia normativa questo aggiornamento va nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione del settore ringrazio anche il relatore di minoranza il consigliere cesetti che ha sostanzialmente fatto e già sottolineato il lavoro diciamo che è stato fatto ehm, Corale all'interno di questo aggiornamento di legge che, mh, del quale ringrazio non solo gli uffici, l'assessore, ma anche eh, tutti coloro, il mio gruppo e, e anche l'intera maggioranza e l'opposizione, perché credo sia stato fatto un lavoro che, come diceva Cesetti, dovrebbe essere fatto in ogni occasione. Che le api siano fondamentali per la salvezza del pianeta. È un, è un fatto chiaramente ormai noto, ma che eh, invece eh, se le api scomparissero non mancherebbe solo il miele nel, dalle nostre tavole ma anche eh, interi reparti di orto ortofrutta, forse questo è meno noto. Il lavoro delle api, infatti, influenza oltre il 75 delle culture alimentari. Tutelare l'apicoltura quindi e creare strumenti legislativi più snelli ed efficaci come quello che oggi discutiamo in Assemblea legislativa, a sostenere il lavoro certosino e prezioso svolto da tanti apicoltori è un nostro dovere, è un dovere delle istituzioni. Si tratta quindi di riconoscere a questi addetti un merito che va oltre la stessa volontà di dedicarvisi perché c'è in essi un'operosità decisiva a salvaguardare la biodiversità dei nostri territori. Gli imprenditori agricoli che decidono di investire nell'apicoltura sono dunque sentinelle dei nostri territori, custodi di quel patrimonio paesaggistico che è la più grande ricchezza di cui disponiamo e della quale peraltro abbiamo discusso anche prima con la mozione che abbiamo votato all'unanimità. Nelle marche dove l'agricoltura ancora rappresenta un settore trainante per l'economia, c'è bisogno di sostenere in modo concreto chi decide, anche a costo di molti sacrifici, di investire risorse nelle proprie attività, rimanendo saldamente ancorati alla cura del proprio appezzamento più o meno grande, talvolta perfino nelle zone montane. L'apicoltura è una diversificazione, un ramo prezioso di questo comparto, le cui implicazioni vanno ben oltre il fatto economico, come già detto. Ed è indubbio che nelle aree interne essa possa rappresentare un'opportunità di sviluppo notevole. I giovani, quei pochi che in quelle realtà ancora risiedono, hanno bisogno di sapere che la legislazione regionale è al loro fianco per semplificare i processi e offrire motivazioni per restare. L'apicoltura può diventare una di queste motivazioni, realizzando, tra le altre cose, con il miele, quel progetto di eccellenza nell'agroalimentare che è anche volano di nuovi turismi. Approvare questa proposta e migliorare le condizioni di chi opera in apicoltura è un fatto che dovrebbe unire tutti senza distinzione alcuna. Nei prossimi anni la differenza la faranno quelle regioni che avranno consapevolezza delle proprie vocazioni e sapranno dar loro risposte concrete, quei territori che avranno preservato la loro bellezza rispettando la natura e i doni che immeritatamente ancora riesce a farci. Grazie. Grazie adesso Marco Marinangeli, prego a lui la parola per il suo intervento. E deve schiacciare, deve prendere l'altro. Com'è che non. Non funziona? Non eh, funziona, prende il badge si metta qua da Pasqui nella postazione di Pasqui. Facciamo in questo modo. Poi spiegherò perché. No, prego, assolutamente. Se vediamo... Ecco qua a lei la parola. Grazie. E a mi sa che Ecco, perfetto. Grazie lei. Presidente. Ma abbiamo il collega Puzzu che è un collega discolo e quindi <ride> ha fatto saltare il meccanismo. Bene, eh, alcune considerazioni su questa legge che andiamo ad approvare. Alcune sono state ben esposte dagli interventi di chi mi ha preceduto, chiaramente? la necessità di aggiornare una legge del 2012 che eh, andava necessariamente eh, modificata in quanto appunto una evoluzione normativa che c'è stata e quindi prendere atto di questo, come i cambiamenti e le necessità proprio del settore apistico che sono modificate nel corso di questi anni come qualcuno accennava all'importanza fondamentale del valore delle api che giocano un ruolo chiave per la nostra specie umana. Eh, giustamente ricordava la collega Menghi che le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali e quindi garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Non ultimo, citazione da Einstein, che diceva che se l'abe scomparisse il genere umano eh, potrebbe resistere per altri quattro anni di vita. Detto questo, l'aspetto che a me piaceva mettere in evidenza è l'importanza del comparto apistico nella regione Marche. Ecco, ci sono dei dati che confermano quello che stiamo dicendo, parliamo di circa 2.400 apicultori per quasi 73.000 alveari, quattro consorsi provinciali che rappresentano circa la, la quasi totalità degli apicoltori, circa 2.200, le 76 aziende che eh, conducono questa attività apistica con un metodo biologico e una produzione importante annua di circa 118.000 kg di miele. Ecco, sono dei dati importanti che stanno a fotografare quanto si sia sviluppata e cresciuta l'attività eh, nelle marche. Ricordo anche un altro dato altrettanto indicativo e fondamentale, il fatto che la regione Marche è quarta nel rapporto tra apicultori e abitanti. Quindi eh, questo per ribadire l'importanza di questo settore e la necessità, di eh, dare le massime tutele e garanzie per farlo funzionare al meglio. Le novità della legge sono state spiegate benissimo dai relatori. Una su tutte voglio mettere in evidenza quella che riguarda la rappresentanza, i limiti della, della, dei limiti di rappresentanza sui tavoli regionali che diciamo, va nella direzione di consentire che le decisioni strategiche del settore importanti per lo sviluppo del settore vengano prese dagli addetti ai lavori. Ecco, questo è un po' il senso di questa valutazione che poi è stata anche oggetto di emendamenti da parte dei consiglieri di minoranza. Eh, le norme sull'autoconsumo che sono diciamo un po più restringenti perché si è passati da eh, si, si, si definiva autoconsumo qualcosa come la eh, possibilità di avere 10 alveari a testa ecco noi andiamo a indicare invece che gli alveari siano 10 ma nel gruppo, nel gruppo familiare quindi una legge che raggiunge diversi obiettivi che ha diversi obiettivi, quello come abbiamo detto della valorizzazione dell'attività dell'apicoltura, la salvaguardia della biodiversità e quindi la valorizzazione dell'attività e dei prodotti apistici. Tra l'altro, credo che sia importante eh, lavorare e ragionare anche vista la, la produzione quantitativa e di qualità del miele delle Marche, ragionare anche sull'ipotesi di un brand di, del miele delle marche questo sarà oggetto sicuramente di confronto e tavoli futuri ma è un tema che ci dobbiamo sicuramente porre quindi questa è una legge che coniuga un pochettino quello che è il rispetto dell'ambiente e il rispetto anche delle attività produttive penso a quella agricola consentitemi e chiudo un ringraziamento alla, alla Commissione, al Presidente Buzzo, ai relatori di maggioranza e di minoranza e all'Assessore Antonini perché c'è stato un confronto continuo e costante e non ultimi i consorsi apistici intervenuti alle varie audizioni che hanno sicuramente consentito di conoscere al meglio in maniera approfondita il, le tematiche. E, ci hanno sicuramente aiutato a fare delle scelte che oggi sono scelte condivise dagli operatori e questo è l'aspetto che ci conforta e ci conferma che è stato fatto un lavoro di qualità e un lavoro che è risolutivo per quelle che sono le necessità di questo comparto. Quindi una legge che definisco necessaria, una legge condivisa con gli operatori, una legge... Che sancisce l'importanza di questa attività e questo comparto e esprima quanto sia fondamentale per garantire la biodiversità e il rispetto dell'ambiente. Grazie. Grazie. La parola ora al consigliere Romano Carancini. Prego. Sì, Presidente, pochi. Pochi, poche sottolineature che peraltro sono state ben anticipate eh, dal, dal, relatore di minoranza in eh, scusate, dal relatore di maggioranza in particolare dal relatore di minoranza, ma anche gli interventi successivi e quindi mi limiterò a pochissimi cenni, eh, cioè la valo valorizzazione dell'importanza della decisività per quanto riguarda l'ambiente, per la nostra vita delle api, di quello che rappresentano dal punto di vista eh, biologico e animale e per tutto quello che naturalmente possono rappresentare per il rispetto della biodiversità, eh, le marche da questo punto di vista, come già detto, mi pare proprio da Marco Marinangeli, eh, sono. È una, è una regione all'avanguardia: 72.000 alveari. Eh, Marco Marinangeli citava circa 2.400 apicoltori. A me me ne risultano di meno, ma insomma la sostanza non cambia: eh, che siano 1.600 piuttosto che 2.400. E certamente 76 aziende. Ricordo a tutti e mi fa piacere ricordarlo, che oggi. Eh, la presidenza delle città del miele è affidata a Rolando Pecora, un bravissimo sindaco eh, delle, delle nostre marche, eh, che ha contribuito nel corso degli anni e oggi anche da presine, Presidente a trasmettere non solo e non tanto le informazioni sulla rilevanza del proprio comune, ma soprattutto a trasmettere eh, sentimento di, cultur di culturalità. Di quello che sono le api, ovviamente dentro ai percorsi e dentro alle iniziative che il comune di Montelupone eh, mette in campo. Credo che tutti noi ascoltiamo, direi quotidianamente, anche a livello nazionale i media che raccontano come il sistema apistico, inteso come valore in sé, ma anche come sistema di rete,. Di, di coloro che si occupano e che hanno diciamo, attività eh, apistica sia in una fase molto delicata e eh, direi di grande preoccupazione perché è evidente che una distrazione, talvolta una non consapevolezza dell'importanza delle api e del ruolo, ripeto, nell'ecosistema eh, possa portare in futuro a una serie di danni eh, significativi. E, e questo eh, credo che non sia ben chiaro a tutte le, a tutte le parti. E quindi, eh, sottolineando che non solo siamo, siamo eh, quarti nel rapporto tra abitanti e apicoltori, ma ricordo a tutti che siamo anche secondi le marche nel rapporto tra il numero di alveari in rapporto ai chilometri di superficie. In questo non posso che non plaudire, quindi apprezzare anche l'intervento dell'assessore dell Antonini su questo tema. Ho ascoltato e letto alcune sue eh, interventi e soprattutto l'impegno mi pare su questo tema. Benvenga anche la legge, quindi diciamo, l'adeguamento, la, la, il miglioramento eh, sotto diversi punti di vista di questo, eh, di questo intervento, di questo strumento legislativo. C'è cioè, però un paio di elementi che io chiedo alla maggioranza, all'assessore soprattutto, sui quali essere attenti e mi pare che li abbia almeno uno citato Fabrizio Cesetti. Io credo che in un contesto come questo non ci possiamo permettere di diciamo, escludere chi opera nel settore. E escludere vuol dire mettere fuori dal contesto partecipativo dai contributi che peraltro come dire, non riguardano migliaia e migliaia di operatori, ma pochi, mo, pochi operatori nelle nostre marche, non credo che ci possiamo permettere eh, come dire, un, taglio, un taglio netto eh, e lineare, lo potremmo definire, di coloro che operano su questo settore. Sarebbe un errore sarebbe un errore non compreso certo che si può fare a meno si può fare a meno di mantenere il livello partecipativo rispetto ai ruoli organizzativi e di indirizzo e di relazione con la regione ma penso che sul settore apistico questo tipo di selezione non vada operata ecco perché l'appello il mio appello all'assessore Antonini che mi pare poi interverrà, sia quello di far comprendere come eh, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di tutte le espressioni su questo, su questo argomento. E la previsione nella nu nelle nuove norme di escludere eh, ciò che oggi fa parte integrante di un percorso diciamo positivo e propositivo che si è creato nel tempo penso che sia un errore. Bene ha fatto e poi lo ribadirò in sede di, in sede di eh, emendamenti, bene ha fatto Fabrizio Cesetti, quella sì, lo dico al relatore di maggioranza, a trovare un punto di mediazione. Pare che ausili proprio da un lato valorizzasse la partecipazione, ma poi direi con una individuazione netta, eh, prefigura la possibilità che vi sia un taglio. Io credo che la mediazione seria che l'emendamento di Fabrizio Cesetti, firmato da tutti i consiglieri regionali del Partito Democratico, abbia messo in campo sia una mediazione seria, cioè quella di dire che le norme, così come previste, eh, valgono per il futuro ma che sarebbe davvero arbitrario, non sarebbe bello, consideriamolo così, escludere oggi quasi ad personam qualcuna delle associazioni che non raggiungono, che non raggiungono un certo, una certa serie di presupposti per poter partecipare all'organo all diciamo, di, di governo, di, co di concerto tra governo e apicoltori. Ecco perché vi invito su questo a fare una riflessione che non, eh, che non mette in discussione in alcun modo non mette in, in discussione in alcun modo la vostra previsione, la, la, diciamo, la proposta di legge partecipata ma che nello stesso tempo non può, ripeto, arrivare oggi ad una esclusione che a me sembrerebbe davvero eh, incomprensibile. Il secondo elemento di contributo che voglio portare all'assessore, che è sì una critica ma insomma va considerata un contributo più che una critica, è che una legge come questa in un contesto di materia come questo avrebbe meritato una, uno sforzo finanziario. Il tema dell'invarianza finanziaria è un tema delicato e, Assessore Antonini, noi sappiamo bene come, sia, come non sia semplice individuare risorse. Co così come sappiamo bene quanto oggi eh, l'investimento sia, credo, sestuplicato, quintuplicato rispetto a solo. 5, 6 anni fa, il 2016, che mi pare prevedesse 144 mila euro e oggi siamo arrivati a oltre 700 mila. Io credo che da questo punto di vista, la previsione di una proposta di legge che avesse trovato un meccanismo di incentivazione e tale da poter promuovere, dare un segnale rispetto a questo tema, cioè a far sì che il quadro di, opera di operatività possa coinvolgere anche altri soggetti e quindi altre persone che operano, seppur non specificamente nel settore dell'apicoltura, ma magari all'interno del sistema agricolo, credo che sarebbe stato un elemento di qualificazione e un segnale forte da parte della Giunta. Ecco Assessore, affido a Lei queste riflessioni. La prima quasi accurata rispetto alla richiesta di approvazione dell'emendamento, che tende a non escludere, ma nello stesso tempo a preservare l'impianto che così come è stato varato dalla commissione, dalla commissione competente. Il secondo suggerimento, ma che può anche essere raccolto attraverso eh, un successivo intervento negli anni eh, successivi, è proprio quello di immaginare un meccanismo di incentivazione per la diciamo, coltivazione di nuovi alveari, ma soprattutto di nuove persone che possano occuparsi di questo sistema assolutamente fondamentale per la nostra vita. Grazie, l'ultimo intervento è dell'assessore Andrea Maria Antonini, prego. Allora, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto eh, con estremo piacere eh, apprezzo un po' lo spirito e l'andamento di questa discussione dove ovviamente la maggioranza fa la maggioranza, l'opposizione fa l'opposizione, però mi sembra in maniera. Eh, entrambi eh, costruttiva e, e così che comunque credo dovrebbe essere sempre e così anche rispetto a chi magari eh, ci segue eh, si dà anche un po' il vero spirito di, di servizio che dovrebbe eh, così contrassegnare eh, i presenti ovviamente nella diversità dei ruoli quindi mi sembra un, un, un diciamo un esempio di grande maturità oggi di questo Consiglio. E, tra l'altro questa proposta di legge effettivamente ha visto il coinvolgimento un po' di eh, tutte le eh, persone, tutte, tutti i soggetti che in qualche modo sono eh, direttamente o indirettamente portatori di interessi rispetto all'apicoltura. Quindi è stato fatto un percorso assolutamente corretto e quindi eh, me ne compiaccio e faccio i complimenti alla eh, Commissione che eh, ben ha eh, individuato tutti i punti, diciamo, tutti i passaggi necessari per appunto divenire a una eh, concertazione. Poi, come sempre, capita ovviamente il. Eh, prodotto perfetto non esiste, no? non esiste mai però secondo me ci siamo eh, in questo caso avvicinati parecchio allora innanzitutto devo dire che questa trascorsa un po' è la eh, settimana e così faccio una battuta forse più dolce eh, del, del, dell'anno in corso perché il miele ha avuto ben eh, tre appuntamenti eh, che l'hanno segnato. Uno certamente è il più importante, quello di eh, questo pomeriggio con l'approvazione della eh, PDL, ma eh, è stato anticipato da altri due importanti eventi. Eh, uno che è la pubblicazione del bando, del bando CM Miele, che ha un bando di oltre 700 mila euro, è il massimo storico che la regione Marche destina attraverso un bando al, eh, ai produttori, al sostegno delle aziende eh, di apicoltura e questo perché? Perché in questi anni, soprattutto grazie proprio agli stessi apicoltori e ai consorsi che hanno veramente lavorato e fatto anche emergere un mondo legato all'apicoltura, un mondo vastissimo che come veniva ricordato attualmente può contare su 1600. Eh, apicoltori, eh, che eh, a fronte di migliaia, decine di migliaia di alveari hanno portato a dei, anche a dei primati importanti che sia Carancini che eh, Prima Marinangeli eh, richiamavano, tra l'altro. Lo dico, ma questo in maniera: eh, sono dei dati che ho chiesto io perché, vedendo le tabelle generali, ho detto quando uno va a eh, fare. Eh, ovviamente delle analisi, deve sempre mettere in rapporto a quelli che sono, che è la regione, il numero di abitanti e di superficie. Perché è ovvio che come numeri complessivi noi non potremo mai essere la prima regione o il primato in niente. Perché se pensiamo che la Lombardia ha 10 milioni e mezzo di abitanti, noi rispetto a un milione e mezzo. Quindi noi dobbiamo sempre interpretare i dati rispetto alle, alle percentuali, e alle proporzioni. Quindi siccome mi sembravano interessanti e tirare fuori che. C'è per numero il rapporto tra numero di alveari, come ricordava Carancini, tra numero di alveari e superficie, superficie della nostra regione, siamo addirittura secondi in Italia, solo dietro alla Calabria, credo che, credo che sia veramente un dato molto interessante che va nel senso di vedere come tutto il movimento apistico eh, veramente è cresciuto notevolmente in questi ultimi anni. Eh, io non mi soffermo su quanto ho già detto da chi mi ha preceduto sull'importanza delle api, delle alveare, del miele per l'ambiente, per la salute, eh, per una coltivazione tra l'altro rispettosa, della, eh, una, diciamo una, sì, un'agricoltura un eh, rispettosa eh, del, dell'ambiente, no? come sappiamo bene eh, che è quella dell'apicoltura. Della, dell cosa che viene riconosciuta anche a livello europeo, consideriamo che sulla PAC eh, e nelle, nella nuova programmazione hanno creato degli ecoschemi, no? sono stati individuati degli ecoschemi ben 5 ecoschemi e uno di questi ecoschemi, il numero 5 tratta proprio degli impollinatori, cioè quindi proprio è una, uno specchio specifico che riguarda soprattutto l'attività dell'apicoltura dell Primo, dicevo, prima cosa che abbiamo fatto il bando OCM Miele, e poi si faceva riferimento anche alle città del miele. Eh, la settimana scorsa abbiamo firmato una sorta di protocollo d'intesa con le varie eh, associazioni, sindacati agricoli e le città del miele, proprio sul sostegno e l'importanza di. Creare un percorso comune appunto a sostegno del, del mondo dell'apicoltura, legando anche in un certo senso gli alveari, tutte le aziende eh, che eh, lavorano appunto intorno all'apicoltura, anche a, dandogli un'importanza turistica, legandola anche al territorio, legandola alle città. E questo l'abbiamo fatto insieme eh, almeno nelle intenzioni alle città del miele, ma partiremo. Con tutta una serie poi di successivi incontri e iniziative proprio per dare anche senso e sviluppo al protocollo. Poi vorrei ricordare che si richiedeva anche un intervento economico. Devo dire che recentemente degli interventi sono stati fatti, sono stati fatti degli interventi a sostegno proprio per l'emergenza dovuta. Sappiamo che Recentemente eh, ci sono stati dei problemi eh, di, eh, non semplici dovuti anche al clima rigido che ha portato de, delle, delle problematiche rispetto proprio agli alveari stessi e la Regione è intervenuta nel 2021, quindi lo scorso anno praticamente, un anno e mezzo fa, con un intervento di 560 mila euro. Nel 2020, con un intervento di poco meno della metà, quindi devo dire che l'attenzione della Regione verso l'apicoltura è ultimamente è veramente, è veramente alta. Rispetto a quanto richiesto sulla eh, diciamo presenza o meno di associazioni all'interno del, del, della legge che magari andrebbe a escludere in qualche modo eh, delle rappresentanze, io avevo preso un appunto. Praticamente a livello ministeriale il, eh, ai tavoli sono ammesse quelle associazioni che rappresentano almeno il 13% no? e qui è stato inserito il 10%. Allora io con questo non voglio, voglio dire, io personalmente non ho messo mano a questa legge nei dettagli e questo lo sapete e, 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 e lo confermo. Però se ci sono dei casi, posso dire e confermare dei casi. Diciamo dove magari delle associazioni sono, non, non, non rientrano più nel sistema, eh? mi prendo la, la, la responsabilità di vedere magari quali altre anche forme di sostegno e di accompagnamento che ci possono essere. Per queste associazioni che magari potrebbero, rischiano di rimanere fuori da questo sistema. Troverò, cercherò di trovare certamente delle alternative perché sono assolutamente d'accordo che, eh, in un processo come questo, nessuno deve, di, deve rimanere assolutamente escluso. Per il resto, mi fa molto piacere, quindi ringrazio la Commissione, senza presi, il Presidente, chi, i, i relatori di maggioranza e minoranza, chi ha presentato e proposto. E proposto la legge, devo dire che mi fa molto piacere quell'articolo a cui faceva riferimento, Ausili e, e anche una, una lettera personale arrivata proprio da parte di tutti i consorzi, tutti quanti eh, del, gli apicoltori che eh, ritrovano in perfetta sintonia con questa legge. Ecco, fa piacere perché effettivamente eh, rappresentano appunto la, 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 la quasi totalità degli apicoltori e quindi diciamo, vuol dire che è stata fatta una, un atto amministrativo importante, condiviso e che può avere sicuramente delle ricadute positive su tutto il mondo dell'apicoltura. Per il resto ovviamente io ribadisco che la Regione, non solo con fondi europei ma con fondi propri, perché i 560 mila del 2022 i 200 e 1.000 Euro del 2021 sono stati degli interventi proprio con risorse proprie della, della Regione. Speriamo che, di ritrovare altri fondi, ma che allo stesso tempo non servano. Perché? Se non servono, è perché vuol dire che non ci sono delle eh, diciamo calamità eh, che costringono, in un certo senso, a intervenire in via eccezionale. Allo stesso tempo però sappiamo bene che più risorse mettiamo e più anche alveari possiamo avere e portare ancora di più le marche in posizioni importanti rispetto a quanto già di importante fino ad oggi è stato fatto. Quindi buona legge e grazie a tutti i consiglieri presenti. Marco Osili se vuole replicare. Svolgere la sua replica? No, benissimo. Il consigliere di minoranza non c'è in aula? C'è? Il consigliere Cesetti vuole intervenire? No. Bene. Allora passiamo all'articolato della legge. Sono un attimo solo. Bene, cominciamo all'esame dell'articolato della legge. L'articolo 1 che è sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 33-2012. Non vi sono emendamenti? Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Apertura della votazione. Prego i consiglieri di prendere posti in aula e rimanervi per svolgere l'attività della votazione. Siamo nella fase appunto della dichiarazione di voto e votazione. Apertura della votazione. Chiusura della votazione, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, l'articolo 1 è approvato. Articolo 2 modifica l'articolo 2 della legge 32 2012, non vi sono emendamenti, dichiarazione di voto, non ci sono, apertura della votazione sull'articolo 2. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, articolo 2 approvato. Articolo 3, inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto? Non ci sono, apertura della votazione. Chiusura della votazione favorevole 26, contrari nessuno, di nessuno, nessuno l'articolo 3 approvato. Adesso l'articolo 4 c'è un emendamento, l'articolo 4/1 a firma della consigliera Marta Ruggeri. Prego consigliera, lei Grazie presidente, sarò velocissima, vi chiedo anche di poter ehm, presentare in questo momento anche l'emendamento 5/1 perché ha la stessa finalità. Praticamente chiedo la soppressione di questi due articoli, l'articolo 4 e l'articolo 5 perché entrambi vanno a limitare la, la rappresentatività all'interno del mondo apistico e, secondo noi del Movimento 5 Stelle, questo è un errore, perché oltre alle api allivate è da considerarsi una vera sentinella ambientale anche l'apicoltore, e anziché marginalizzare questa figura bisognerebbe valorizzarla in tutte le sue forme singole, associate e consorziate. Di, questo, di questa nostra visione ne avevamo già parlato sia in Commissione ma anche privatamente con il relatore di maggioranza e con altri consiglieri. Eh, in Commissione gli emendamenti sono stati bocciati, naturalmente mi auguro che non sia questa la fine che faranno oggi. Detto questo, anticipo già che a prescindere, siccome l'impostazione della legge la condividiamo, il nostro sarà un voto a, a favore della proposta nella sua complessità. Grazie. Grazie, consigliere Ausili. Sì, grazie alla consigliera Ruggeri, noi comprendiamo, rispettiamo questo sforzo emendativo, ma torniamo a ribadire a quello che ho detto nell'intervento Precedente, quello che anche molto giustamente ha significato poc'anzi l'assessore Antonini, ciò che nel corso dei lavori di commissione, dopo un lungo confronto tra tutte le parti chiamate in causa, si è scelto di individuare un criterio che secondo noi è un criterio logico, un criterio sostenibile e in linea con quanto in uso già presso il Ministero e presso altre regioni. Il voto degli emendamenti sarà contrario. Consigliere Carancini, prego. Sì, Presidente, questo emendamento è un emendamento che condivido pienamente, che va nella direzione a cui facevo riferimento prima e, e che in una qualche maniera appare anche più netto della proposta che fa Fabrizio Cesetti su questo tema. Ora, Ribadisco e ehm, provo a confrontarmi anche con l'assessore, ma anche con il relatore di maggioranza. Eh, voglio dire che il criterio come dire, generale del 13%, che, si fa, che fa riferimento evidentemente ai caratteri generali del rapporto con le associazioni, naturalmente eh, sono. Eh, riguardano i grandi rapporti. Qui ci troviamo nel settore dell'apicoltura e da questo punto di vista eh, mi sembra davvero incomprensibile che venga tagliata la possibilità di una partecipazione rispetto al sistema. Non ci troviamo di fronte a una serie innumerevole di soggetti. Ha un rischio di parcellizzazione. Ci troviamo nelle marche, dentro un contesto molto lineare, selezionato, con pochissimi operatori. Ora, da questo punto di vista, le condizioni che già c'erano le nella legge erano sufficientemente individuate come maggiori rappresentative, con il lessico maggiori rappresentative. Associazioni maggiormente rappresentative del sistema, quindi questo taglio diciamo, di coinvolgimento piuttosto di esclusione mi pare eh, sbagliato e quindi voterò favorevolmente a questo emendamento. Grazie la parola ora il consigliere Cesetti. Sì, eh, Presidente. Io come relatore di minoranza su questo emendamento Ruggeri mi asterrò. Mi asterrò. Pur comprendendone e condividendone lo spirito, come diceva Carancini, perché dice: Sai, ma lo spirito per quelli che ci sono, però, perché altrimenti il principio inserito nella legge, nella legge di individuare come organismi maggiormente rappresentativi degli apicoltori iscritti gli organismi costituiti su base provinciale e interprovinciale, interprovinciale come principio è giusto è giusto per evitare la frammentazione degli organismi rappresentativi e magari perché ma magari costituiti avrebbero detto de domo sua ad pontifices no? E quindi ognuno cioè rivendicava si rivendicava no? questo detto la casa che gli era stata confiscata. È evidente che questa legge confisca perché pronuncio perché, perché mi piace il latino anche, però in effetti è così Ruggeri, giusto? Perché questa proposta di legge, proposta di legge confisca, confisca il, diritto di rappresentanza, il diritto di rappresentanza a quelli che già ci sono. Questo chiaramente andrebbe evitato pur nella, diciamo, nella giusta previsione per il futuro che non ci sia la frammentazione. E allora, per assolvere a questa duplice esigenza, Presidente Marinelli, c'è il mio emendamento successivo, come sempre che costituisce un'opportunità. C'è l'emendamento successivo, appunto, come norma transitoria, come norma transitoria che... Dice testualmente che sono comunque membri della commissione apistica regionale coloro che già fanno parte della commissione apistica, di modo che ecco, appunto, non ci sia questa, questa confisca e venga rispettato e non abusato, rispettato e non abusato il principio del Domo sua ad Pontifices. Quindi io mi asterrò sull'emendamento Ruggeri e poi voterò il mio emendamento che assolve diciamo, a, questo, a questo principio antico che può sprigionare tutta la sua forza. Bene, Non ci sono altri, ci sono altri mh, interventi sull'emendamento 4-1, dichiarazione di voto, non ci sono apertura della votazione sull'emendamento 4-1. Vi prego di votare. Chiusura della votazione, favorevoli 6, contrari 16, astenuti 2. L'emendamento non è approvato. Dichiarazione di voto sull'articolo 4. Non ci sono apertura della votazione. Sì? Prego. Deve, deve premere. Ecco. Forse non l'ho espresso, era di astensione il mio sì, voto, sì, eh. sì, forse sì. non, non l'ho fatto in tempo. No, 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 è comparso. Il suo voto è stato di astensione, è stato registrato. Assolutamente, l'aveva già detto durante il suo intervento. Bene, passiamo alla votazione dell'articolo 4, apertura della votazione. Prego votare, rimanete ai posti per favore, siamo in sede di votazione. Un emendamento firma della consigliera Marta Ruggeri che però aveva già detto di averlo esposto. Vuole ancora intervenire? No. Dichiarazione di voto sull'emendamento 5-1. Nessuna apertura della votazione sull'emendamento 5-1. Chiusura della votazione. Favorevoli 7, contrari 16, astenuti 1. L'emendamento non è accolto, si passa alla dichiarazione di voto dell'articolo 5. Nessuna dichiarazione di voto, apertura della votazione dell'articolo 5. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 23, contrari 2, astenuti 1. L'articolo 5 approvato, passiamo all'articolo 6, dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto? Apertura della votazione sull'articolo 6. Prego, votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti nessuno. L'articolo 6 è approvato. Articolo 7. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna apertura della votazione sull'articolo 7. Prego a votare. Chiusura della votazione. Favorevole 26, contrari nessuno, favorevole 27. Rettifico, favorevole 27, contrari nessuno, astenuti nessuno, articolo 7 approvato, articolo 8 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 33/2012. Dichiarazione di voto. Nessuna apertura della votazione sull'articolo 8. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 25, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, l'articolo 8 approvato. Sull'articolo 9 c'è un emendamento, l'articolo 9/1 che è a firma dei consiglieri Mangialardi e Cesetti, Maurizio Mangialardi e Fabrizio Cesetti. Prego consigliere Cesetti. Il 9/1 al comma 1 dell'articolo 8, come sostituito l'articolo 9 della PDL 124, le parole ad attività insetticida, erbicida sono soppresse. Nessun intervento? No, consigliere Maurizio Maggiardi, chiedo grazie, grazie Presidente per illustrare, ma anche per provare a condividere un percorso che tra l'altro ho apprezzato molto. Ringrazio i proponenti, a iniziare dalla prima firmataria Anna Menghi e i due relatori che in situazioni diverse hanno dato un bel contributo alla, a questa proposta di legge. E vorrei proprio, proprio tornare a quella, quella che era arrivata in commissione che aveva dire, reinterpretato le necessità della, della 33 riaggiornandola anche rispetto a un, un sempre blasonato... Eh, necessità di difendere eh, gli insetti pronubi e eh, metterci nel, nel, nelle condizioni di, eh, di proteggerli eh, in una fase molto delicata del, del nost dei nostri ecosistemi. E allora eh, in Commissione invece c'era stato questo emendamento che eh, limitava Uh, I trattamenti uh, possibili, uh, vietava meglio ancora i trattamenti possibili a quelli che erano gli insetticidi, insetticidi e acaricidi. Io penso che sia un errore, penso proprio che sia un errore. Non, non... Facciamo una legge nuova uh, e ho apprezzato l'intervento uh, del, dell'assessore, anche de, delle attività che mette in campo, facciamo una legge che è innovativa e poi, e poi non abbiamo il coraggio fino in fondo e di tutelare l'ape, uh, uh, la mellifera, la legustra, come il uh, relatore di maggioranza come dire, in maniera competente ha uh, citata, e, uh, riaprendo una, una serie di, di uh, fitofarmaci che possono essere uh, utilizzati in, in uh, contesti che sono uh, sicuramente... Eh, pericolosi, non tanto per la tossicità umana, che quella eh, come dire, è, è eh, garantita dal, del, dalle analisi che si, che si possono fare sui prodotti eh, dell'alveare, dalla cera alla propoli, alla, alla pappa reale, al, al miele, ma, ma eh, un danno sicuramente diretto alle api che sono oggi in grande difficoltà, sono difficoltà per eh, le mutate eh, modalità di conduzione dei, dei terreni, l'eliminazione eh, del, delle siepi, la, 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 direi, il, il superamento delle rotazioni, l'agricoltura la, la, intensiva, ma penso a tutte le patologie che, hanno, che sono, le, sono dirette ma legate a, a un indebolimento quasi genetico eh, dell'ape. Penso alla Varroa che eh, tutti conoscono, alla peste americana e la peste europea eh, che eh, esistono e che sono dire, elemento di, di gestione quotidiana da parte degli apicoltori e eh, che vorrebbero un'ape un, un, uh, un ovviamente meno... meno eh, e allora lasciare la possibilità di, 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 eh, di trattare durante la fioritura con pesticidi, biocidi, eh, i diserbanti, disseccanti, erbicidi in genere, ritengo che sia un errore. Eh, il, I proponenti l'avevano eh, avanzata in maniera seria eh, in commissione. Io devo dire, ho avuto modo di confrontarmi anche con i consorzi. E, e, mi sembra che ci sia stata già era una proposta eh, che era eh, arrivata da loro. Il CAL fa un'osservazione proprio in questi termini, quindi non è che non è la proposta di Mangialardi, se, se mai eh, fosse come dire, eh, compromettente sul piano del, 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 dell'appartenenza, e anche le associazioni degli agricoltori. Eh, si vedono, eh, come dire, da parte loro condividere totalmente la proposta. Ovviamente, sul piano delle relazioni interne con gli operatori, ogni volta che si, si, si impongono eh, delle modifiche con, comportamentali o eh, dei limiti eh, nell'azione nell quotidiana, è ovvio che ci sono degli adattamenti. E io penso que che questo adattamento sia più da, da imporre. Al, uh, al imporre, ripeto, condivisa pure uh, al, uh, ai conduttori che uh, può uh, co, co, uh, costring, costringerlo uh, alle api. Quindi io invito uh, veramente a riflettere sull'emendamento. Che è uh, la proposta di fatto di legge uh, così come era entrata in commissione. Uh, quindi un, 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 un appello accorato perché. Eh, saremmo costretti magari poi quando arrivano le linee guida eh, europee a ritornare indietro sul, sulla nostra posizione invece avremo anticipato con grande intelligenza eh, questo tipo di percorsi grazie il consigliere Osinio, prego si sì, rispettiamo ovviamente ma non condividiamo le osservazioni del consigliere Uh, il, uh, queste preoccupazioni che, uh, che lei fa presente sono anche le nostre preoccupazioni, ma non hanno a che fare con questo articolo. Questo articolo non mette a rischio quello che nessuno di noi vuole mettere a rischio. E uh, ne, ne sono sicuro uh, quanto prodotto su questo articolo scaturisce da un confronto approfondito, ampio, con tutti i soggetti. Eh, abbiamo raccolto gli interessi di ciascuno, ma eh, abbiamo trovato una formula che eh, va a contemperarli e a eh, andare nella direzione dell'interesse superiore che è l'interesse del territorio e della comunità intera. Con questo articolo noi andiamo a specificare meglio quanto normato dalla legge vigente. La specifica maggiore serve da una parte a individuare con maggiore precisione quei fitofarmaci che sono realmente dannosi per le api e dall'altra serve a identificare meglio, a garanzia degli agricoltori, quegli, fi, quei fitofarmaci che debbono essere vietati. Qui si tratta di irrogare sanzioni, qui si tratta di. Eh, condurre delle attività che possono impattare sul nostro ambiente e sulla fauna, quindi quanto è stato delineato da questo articolo che noi proponiamo al voto è assolutamente stato sottoposto al vaglio, eh, le assicuro, di un, di un confronto eh, molto costruttivo e ampio e scaturisce anche dal lavoro e dalla concertazione con la struttura, con i nostri uffici, che quindi ringrazio. Grazie, a... Grazie. Eh, dichiarazione di voto sull'emendamento 9-1. Non ci sono, mettiamo in votazione l'emendamento. Apertura della votazione. Chiusura della votazione. Favorevoli 7, contrari 17, assenuti 2. L'emendamento non è approvato. Dichiarazione di voto sull'articolo 9. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna apertura della votazione sull'articolo 9. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 2. L'articolo 9 è approvato. Adesso passiamo all'articolo 9 bis, inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna apertura della votazione dell'articolo 9 bis. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 27. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. L'articolo è approvato. Articolo 10. Inserimento dell'articolo 8b nella legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuno. Apertura della votazione dell'articolo 10. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno, l'articolo 10 è approvato, l'articolo 11 è stato cancellato. No? Quindi passiamo all'articolo 12, sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 33-2012, dichiarazione di voto. Nessuna apertura della votazione dell'articolo. Prego votare. Chiusura della votazione. Favorevoli? 28, contrari nessuno, astenuti nessuno l'articolo 12 è approvato adesso passiamo all'articolo 13 che ha nel suo interno un emendamento a firma del consigliere Marco Osili prego consigliere Presidente si tratta unicamente di un emendamento del tutto formale quindi chiediamo l'approvazione nessun altro intervento quindi nessuna dichiarazione di voto votazione dell'emendamento questo emendamento porta il numero di 13-1. Apertura della votazione. Chiusura della votazione. Favorevoli 26. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. L'emendamento 13-1 approvato. Passiamo alle dichiarazioni di voto dell'articolo 13. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna. Apertura della votazione dell'articolo 13. Chiusura della votazione. Favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti nessuno. L'articolo 13 è approvato. Sì. Articolo 14, sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna. Apertura della votazione dell'articolo 14. Chiusura della votazione. Favorevoli 29. Contrari nessuno. Astenuti nessuno. Articolo 14 approvato. Articolo 15. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 33-2012. Dichiarazione di voto. Nessuna. Apertura della votazione dell'articolo 15. Prego, votare. Chiusura della votazione, favorevoli 28, 29, favorevoli 29, contrario nessuno, estremamente nessuno, l'articolo 15 è approvato, sull'articolo 16 vi sono due... Perfetto, sì sì, chiedo scusa. Allora adesso eh, dichiarazione di voto sull'articolo 16, disposizione di attuazione. Apertura della votazione. Chiusura della votazione. Favorevoli 25, favorevoli 26, favorevoli 26. contrari nessuno, astenuti nessuno, l'articolo 16 approvato. Adesso c'è l'emendamento 16 bis barra 1 di consigliere Cesetti, Magellardi Bora, Carancini e Mastro Vincenzo per l'inserimento dell'articolo 16 bis disposizione transitoria. Prego. Intervengo perché la collega Lupini, diciamo, attratta. Attratta, attratta da questo emendamento, però ne vuole, vuole che ne sia declinata diciamo, il senso più vero per poterlo votare. È quello che dicevo prima, che dicevo prima per cui mi sono astenuto su quello Ruggeri. Cioè è giusto limitare il diritto di rappresentanza per il futuro, perché altrimenti ognuno si fa la sua associazione e, 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 fa parte, e fa parte della commissione apistica regionale, non è possibile così. In tutte le associazioni c'è comunque un limite, che, il limite è che, è della, che è quello della rappresentatività. E quindi la disposizione, disposizione all'articolo 4 è giusta. È giusta. Per evitare appunto quello che dicevo prima, siccome la definizione mi piace, per evitare il famoso detto latino, de domo sua de pontifices, e l'ho spiegato già Mangialardi. No? Perché questa citazione evoca l'orazione pronunciata da Cicerone per riavere l'aria e i fondi per ricostruire la casa che gli era stata confiscata. E oggettivamente questa norma confisca il diritto di rappresentanza che già c'è, e allora ma lo confisca per quelli, quindi a questi glielo dobbiamo restituire, eh, però non è possibile quelli futuri, ognuno si fa l'associazione e poi va lì. Eh, quindi è giusta la norma. Allora c'è una norma transitoria, Lupini. Quindi questa norma transitoria che dice salvaguardia, il principio da una parte che la presenza all'interno degli organismi delle commissioni apistiche ci siano coloro che sono rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti eccetera eccetera quindi salvaguardia questo quindi evitare la proliferazione delle associazioni che ognuno si faccia l'associazione pro l'omo sua e via dicendolo dall'altra salvaguardia quelli che già ci sono e quindi l'emendamento dice sostanzialmente sono membri della commissione apistica regionale di quell'articolo 4, di eh, organismi associativi degli apicoltori che già fanno parte della commissione apistica stessa alla data di entrata in vigore presente, della presente legge, affinché, come ricordavo in commissione, e già lo dicevo in commissione questo andrebbero salvaguardate questa presenza anche per evitare che si cambiano le, le regole del gioco in corsa quando il gioco è, è, è già stato ultimato quindi io credo che questo emendamento possa raccogliere questa duplice esigenza e quindi io ne raccomando l'approvazione so Grazie, no, è, avere... è stato di una chiarezza esemplare ah, io, è sempre solo? così Scrivere nei complotti da Lupini perché voglio catturare il suo voto dice. Grazie. Consigliere Ausili, a lei la parola. Anche qui, anche qui ovviamente comprendiamo e rispettiamo lo sforzo emendativo del consigliere, ma non lo condividiamo per, le, eh, per il fatto che riteniamo che questo articolo, come è stato scritto, corrisponde. A, a, al prodotto di un confronto che c'è stato e, e crediamo che possa essere un punto di incontro che introduce un criterio logico e sostenibile, come detto prima ma anche e soprattutto non condividiamo questo emendamento perché eh, passando se passasse una norma transitoria del genere sarebbe come riconoscere un principio e poi disconoscerlo immediatamente dopo ci atteniamo al principio che questo articolo porta con sé e quindi andiamo a votare contrariamente a questi emendamenti. Consigliere Romano Carancini, prego, lei la parola. Grazie Presidente, appare strano. Scusi, riprema il microfono perché inavvertitamente appare piuttosto strana la giustificazione che dà usili perché in realtà non comprende e soprattutto non valorizza il senso della Disposizione transitoria e quindi come dire, esce da questo ragionamento in maniera, ripeto, incomprensibile, affermando che addirittura se si votasse questo articolo si negherebbe, si contraddirebbe il principio che viene, che viene affermato nell'articolo 4 e 5. Non è così, consigliere Ausili. La disposizione transitoria e l'emendamento presentato dal consigliere Cesetti non è una mano tesa. Chiedo scusa. Presidente. Solo... Ha ragione, ha ragione. Chiedo, chiedo il silenzio in aula, per favore. Siamo nelle battute finali di una importantissima legge, quindi silenzio assoluto. Non solo tende una mano seria, ma in una qualche maniera smaschera, smaschera la vostra volontà di escludere ausili. Lei, tu sai meglio di me che a seguito di questa norma viene di fatto esclusa una sola associazione, non 130 associazioni. E allora essere ipocriti è sbagliato nella politica. In questo caso sei un ipocrita politicamente, perché sai meglio di me che ad escludere questa norma, con quella norma dell'articolo 5, voi escludete un'associazione probabilmente come dire, non coerente con il pensiero politico, ve ne fregate del sistema delle api e andate ad escludere. E allora Cesetti fa una cosa seria, cerca di mantenere il principio rispetto alla legge, però vi dice guardate che lasciate dentro quelli che fino ad oggi sono stati negli organismi. Lasciateli perché è evidente, è evidente, ripeto, se ce ne fossero state due, no, ce n'è una, una ce n'è. Avete operato un vero e proprio una un emarginazione, diciamo una discriminazione. Peraltro sulla base di nessun criterio. Cioè se ti dice scusate, lasciate quello che c'è adesso, da domani in poi, per evitare che ci possano essere. Delle parcellizzazioni o il prodomo suo a cui fa riferimento Cesetti varrà la legge per il futuro. E aggiungo, aggiungo che resta del tutto incomprensibile questa esclusione. E quindi, da questo punto di vista, quando si chiede. La collaborazione delle opposizioni. Lo dico adesso è rientrato anche il presidente, che ho ascolto spesso su questo tema e ho, mi ero quasi appellato al, all'assessore. Quando si chiede la collaborazione onesta intellettualmente delle opposizioni, non è che si dichiara e si chiede la collaborazione e poi dopo, diciamo questo sui dettagli ammazziamo le opposizioni perché è un atto di prepotenza è un atto arbitrario di supponenza a maggior ragione quando ad essere esclusa è un'associazione tra l'altro in un tema come quello delle api in cui certo non ci sono migliaia e migliaia di associazioni ecco perché vi chiedo su questo di dimostrare una apertura su un dettaglio che tende a far condividere piuttosto che escludere. Mi sembrerebbe un atto, secondo me, come dire, che riesce ad essere coerente fra le parole e i fatti rispetto alla collaborazione delle opposizioni. Grazie. Grazie. Consigliere Aciari? Aveva chiesto la parola? Sì. No, perfetto. Allora, nessun altro intervento, quindi dichiarazione di voto sull'emendamento 16 bis barra 1. Consigliere Cesetti, prego. Il Presidente, noi eh. voteremo a favore questo emendamento. Io chiedo veramente a ausili di riconsiderare la sua posizione per le argomentazioni che ho detto prima e che è meglio di me ha esplicitato Carancini dopo meglio di me perché Carancini ha declinato un fatto che io neanche conoscevo ma molto significativo che sostanzialmente sarebbe una soltanto di queste associazioni e non è una cosa di poco conto quindi siccome questa norma transitoria salvaguarda l'esigenza giusta l'esigenza giusta l'esigenza giusta eh, di ausili e, de, e della diciamo di questa legge che è quella dell'articolo 4 dell'articolo però sa, salva oltre che le, fa salvo un'esigenza giusta fa salvo ai garancini anche un atto di giustizia perché non c'è solo l'esigenza giusta ma un atto di giustizia che è una cosa un po' più vera, che tocchiamo con mano, perché quella esigenza giusta, come, come vogliamo che sia, guarda al futuro, come deve fare una legge, disciplina per l'avvenire. L'atto giusto è quello, eh, diciamo, che interviene oggi, che va a incidere tra virgolette su un diritto che era conseguenza di una precedente legge che noi andiamo a modificare, che è la legge 33. E, e oggi noi votando avendo votato l'articolo 4, senza questa norma transitoria, noi con un atto di legge sostanzialmente espropriamo, da qui quella mia citazione latina che non ripeto, espropriamo del diritto di rappresentanza, del diritto di rappresentanza una sola associazione. Mi sembra un atto tra virgolette di prepotenza legislativa non adeguato allo scopo neanche necessario neanche necessario perché se questa sola associazione no, resta lì dove sta per legge adesso io non credo che sia credo che sia una cosa giusta ripeto e tra l'altro questo ausili lo sa c'è stato l'unico momento in cui in commissione c'è stato un po no un po sì c'è stata una una, una diciamo, cordiale tensione in commissione per, anche perché io ero stato Sollecitato dallo stesso Carreccini, che non facendo parte della commissione, mi sottoponeva questo tema ed io l'ho raccolto. Tant'è vero che in quella circostanza in commissione io dichiarai il voto di astensione d'accordo con Mastro Vincenzo e Bora proprio per a salvaguardare ogni diversa decisione del gruppo perché appunto c'erano queste indicazioni. E tra l'altro io, e qui ho il verbale che sempre puntualmente. La, la collaboratrice mi mette in cartella ed è il 16 dicembre 2002, 2022 in cui appunto chiedevo all'ufficio che l'ufficio predisponesse per i relatori di minoranza un emendamento all'articolo 16 o un emendamento contenente disposizioni transitorie da presentare in aula in occasione dell'esame della propria... per salvaguardare questo, quindi concludo Presidente e poi, ovvio non sono intervenuto molto, non mi pare, non interverrò più chiedo veramente a ausili di riconsiderarlo, di riconsiderarlo perché credo che facciamo un atto, un atto di giustizia. Consigliere Ausili per dichiarazione di voto. Vi ringraziamo per questi interventi, ma non li condividiamo. Noi riteniamo che questo principio che abbiamo inserito è un principio generale ed è un principio in cui crediamo perché? Perché è in linea con quanto in uso presso il Ministero e presso altre Regioni ed è un principio che è stato prodotto dopo un lungo confronto tra le parti. Crediamo a tal punto in questo principio che non vogliamo disconoscerlo con una norma transitoria. Quindi andiamo a bocciare questi emendamenti. Grazie. Grazie. Consigliere no, Cesetti, hai dichiarazione di voto? <ride> di dichiarazione di, di voto, voto. l'ha già svolta. Per fatto personale, no? Prego, eh... Prego. No, credo di poterlo fare sempre se lei me lo consente. Come relatore di minoranza, volevo dire al relatore di maggioranza, puntuale in questa legge, che la legge dispone per l'avvenire di solito. Dispone per l'avvenire. Non prevarica il passato o il presente. Dispone per l'avvenire. La norma transitoria va in questa direzione. Era una precisazione, Presidente, tra diciamo cordialmente tra relatori di maggioranza. l'emendamento 16 bis barra 1 a firma Cesetti e altri chiusura della votazione favorevoli 7 contrari 17 astenuti 1 l'emendamento non è accolto adesso c'è l'emendamento 16 bis barra 2 a firma Fabrizio Cesetti, Maggiore di Bora Carancini e Mastro Vincenzo e quello relativo alla disposizione transitoria lettera D del comma 2 dell'articolo 4 della legge 33 non si applica a membri disegnati di organismi maggiormente rappresentativi già presenti nella commissione pistica, è l'esposizione che ha già fatto sostanzialmente però come vuole, grazie ha già, era già intervenuto nel, nel, primo, nel precedente intervento il consigliere Cesetti ha esposto anche questo emendamento in maniera molto chiara lo ha fatto poi nella dichiarazione di voto comunque dichiarazione di voto sull'emendamento 16 bis barra 2 Nessuno. Apertura della votazione dell'emendamento 16 bis barra 2, firma Cesetti ed altri. Chiusura della votazione. Permettiamo al Presidente, prego, consigliere. Eh, Presidente, voti. Perfetto. Allora, favorevoli 7, contrari 17, astenuti 1. L'emendamento non è accolto. Mettiamo in dichiarazione di voto l'articolo 16. 17, scusate, 17, ristiamo 17, perché era l'inserimento dell'articolo 16 bis, all'articolo l'articolo 16 l'abbiamo votato, dichiarazione di voto, nessuna, si tratta dell'invarianza finanziaria, apertura della votazione. 25 contrari nessuno stron di nessuno. L'articolo 17 è approvato coordinamento tecnico, votazione, apertura della votazione per il coordinamento tecnico. Chiusura della votazione, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, il coordinamento tecnico approvato. Adesso prima di passare alla votazione dell'intero articolato della proposta di legge vi è l'ordine del giorno sulla discussione della proposta di legge 124, progetto di diffusione di piante erbacee ed è a firma dei consiglieri Marta Ruggeri e Anna Menghi. Consigliera Ruggeri, prego, se lo vuole esporre. Grazie Presidente, anche qui farò una presentazione molto rapida perché già abbiamo parlato abbondantemente di questa PDL. Prendendo spunto appunto dalla proposta di legge che oggi diventerà legge molto probabilmente all'unanimità e dal fatto che erano archiviate, erano state già protocollate due mozioni. La prima a firma della consigliera Menghi, la numero 104. Sostegno al settore dell'apicoltura marchigiana e la mia mozione 241: Tutela delle api e degli insetti impollinatori che in gran parte eh, possono essere dette superate. Perché eh, i, i contenuti sono all'interno di questa PDL eh, di cui appunto, andremo presto all'approvazione. Ho pensato di fare questo ordine del giorno che nelle premesse, come vedete, ricalca un po' eh, la discussione che abbiamo fatto oggi e nell'impegno fa salvo l'unico punto delle mozioni che era rimasto eh, sospeso perché non contenuto all espressamente all'interno della PDL. Facendo riferimento all'articolo 3 eh, del l'attuale proposta di legge 124 noi vorremmo impegnare il presidente della giunta regionale a promuovere presso gli enti locali un progetto di diffusione di piante erbacee ad alto potenziale mellifero, simile ai progetti Facelia. Il progetto Facelia è un progetto che è stato promosso da APAT Apicoltori in Venetro e Confagricoltura Treviso cui hanno aderito da subito 14 comuni trevigiani che consiste in un'azione di diffusione della pianta della erbacea faceglia e poi faccio riferimento anche alla via delle api che invece è un, pro, è un, pro, è un progetto promosso dal comune di Montelabate quindi eh, prevedendo un sostegno alla semina delle piante ad alto potenziale mellifero su suoli agricoli e non agricoli pubblici e privati compresi quelli marginali e non utilizzati tare ed incolti io volevo anche ricordare che mozioni di questo tipo sono state approvate in tanti consigli comunali di, varie, di vari colori politici eh, negli ultimi mesi, però a macchia di leopardo a seconda della sensibilità degli amministratori. Invece in questo senso la Regione, visto la sensibilità che oggi dimostra sul tre, tema, potrebbe a mio avviso eh, coordinare eh, perché venga maggiormente diffuso. Grazie. Grazie a lei, la consigliera Anna Casini, prego. Allora, grazie. Eh, il progetto Facelia, la Facelia è una pianta azzurra, insomma, che determina anche, prima parlavamo di paesaggio, che determina anche un paesaggio, no? E quindi dobbiamo sapere che quando si eh, approvano anche degli ordini del giorno così, c'è la possibilità di modificare il paesaggio. Sembra una sciocchezza, ma una sciocchezza non è. Allora, io vorrei, sarebbe opportuno, se voi lo ritenete, le presentatrici, aggiungere autoctone, cioè nel senso di scrivere, perché questi progetti sono stati fatti in Trentino e in Veneto. Io sono un architetto e lo faccio anche male, quindi non sono esperta eh, rispetto alle piante eh, autoctone. Però è molto interessante sia il, il percorso delle api, la via delle api, scusami, la via delle api, che è quella appunto sull'alziora sulla azzurro. E potremmo anche farlo nelle marche. Sarebbe opportuno anche finanziarlo, però con l'accortezza, visto che. Si è sempre investito sulle piante autoctone, la nostra regione la più, più biodiversa del mondo, mantenere questa biodiversità utilizzando delle piante autoctone che sceglieranno poi chiaramente gli uffici o l'ex Assam o chi è competente per farlo. Non certo io, però mi farebbe piacere se fosse aggiunto autoctone. Grazie la consigliera Naminghi. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma ehm, innanzitutto ringrazio la consigliera Ruggeri per aver fatto la sintesi eh, sulle due vecchie mozioni, eh, di cui una mh, diciamo, a nostra firma, eh, per, aversi, per aver fatto, essersi fatta carico di presentare questo documento. E, e ringrazio anche la consigliera Casini perché... Credo che sia opportuna l'aggiunta che lei ha proposto proprio perché, proprio perché eh, la nostra regione è veramente una eh, delle regioni con una maggiore biodiversità che credo sia opportuno ehm, mantenere e anzi ehm, per certi versi eh, promuovere. E da questo punto di vista, ehm, diciamo, eh, anche i finanziamenti che sono previsti da eh, futuri PAC prevedono proprio questi obiettivi e quindi eh, quanto mai opportuna, quest'ordine quest del giorno collegato a questa legge. Quindi dichiaro fin d'ora il nostro voto favorevole come gruppo Lega e ringrazio il mio gruppo e il capogruppo che mi ha dato la possibilità di intervenire. Consigliera Marta Ruggeri, prego. Sì, grazie presidente, solo per dire alla consigliera Casini che sono assolutamente d'accordo sull'esplicitare questa cosa che era però, volevo dire, contenuta dentro il progetto la via delle api, perché la via delle api prevede la coltivazione di piante autoctone mentre il progetto Facelia, che ho citato come esempio, come esempio che non è stato fatto nella nostra regione, naturalmente ha questa pianta che eh, non, da noi non c'è, insomma, verrebbe messa di forza, diciamo. Quindi, eh, se individuiamo dove inserire questo aggettivo, lo facciamo volentieri, vero, consigliera Menghi? Lei ha già dato il parere favorevole. Bene. Nel dispositivo lo va inserito, no? Credo che questa sia la proposta, giusto? Sì. Sì, adesso lo scriviamo così lo inseriamo, va bene? Dando per, dando per letto le altre parti, le, la premessa è praticamente è, è considerata. Impegno il Presidente della Giunta regionale a promuovere presso gli enti locali un progetto di diffusione di piante erbacee autoctone ad alto potenziale mellifero, simile ai progetti Fascelli e la Via delle Api, prevedendo un sostegno alla simile delle piante autoctone ad alto potenziale mellifero sui, sui suoli agricoli e non agricoli pubblici e privati, compresi quelli marginali e non utilizzati, tare ed incolti. Apertura della votazione. Prego di prendere posto e di votare. Consigliere Puccio, prego di prendere posto e votare. Chiusura della votazione. Favorevoli 26, contrari nessuno, seduti nessuno. L'ordine del giorno è approvato. Adesso votazione finale sull'intera proposta di legge da parte dei gruppi consigliari. La proposta di legge è la 124. modifiche di integrazione alla legge regionale 19 novembre 2012 numero 33. Iniziative dei consiglieri Menghi ed altri. Apertura delle dichiarazioni di voto. Chi tende a prendere la parola per il gruppo Lega il consigliere Mirko Bilò. Prego. E ringrazio, grazie Presidente, il capogruppo Marinelli che mi ha dato la delega a rappresentarlo in questa dichiarazione di voto per essere diciamo, il gruppo Lega soddisfatto di questa proposta di legge che modifica e va a fare dell'integrazione ad un testo che era fermo da 11 anni circa e che c'è stato un contributo importante da parte di tutte le associazioni di categoria degli apicoltori e una gran, un gran lavoro fatto in commissione e quindi ringrazio la consigliera Anna Menghi che è la proponente e i relatori sia di maggioranza che di minoranza. Eh, e naturalmente tutti, tutti coloro che sono qui oggi all'Assemblea che sono certo andrà a dare un voto unanime a questo importante testo che è, è importante per il nostro mondo delle api e dell'apicoltura grazie Presidente grazie per il gruppo Partito Democratico il capogruppo consigliere Maurizio Mangiolardi sì, grazie Presidente molto rapidamente visto che il nostro gruppo eh, si è già espresso in maniera articolata rispetto alla bontà di questa norma che sarebbe stata ancora migliore se eh, aveste eh, accolto i nostri emendamenti, uno su quello della rappresentatività eh, per le associazioni anche con la formula transitoria e eh, l'altro, che okay, no, non mi preoccupa, come, come si dice, perché eh, arriverà il momento che eh, sarà imposto eh, il contenuto del, del nostro emendamento rispetto alle modalità eh, di trattamento eh, nelle fasi specifiche eh, della, delle situazioni di, di protezione delle api. Dico che era necessaria una manutenzione della legge 33, è stato fatto un lavoro importante. Ringrazio i presentatori della PDL e i due relatori di maggioranza e Fabrizio Cesetti, che ha dato il suo grande contributo in commissione e ci ha messo nelle condizioni di approfondirla al meglio, penso che, e come vedete sempre, quando le cose si costruiscono e c'è volontà di arrivare ad un, un risultato adeguato, il Partito Democratico non si sottrae, abbiamo lavorato in maniera seria e penso che seriamente ci accingiamo a votare positivamente a questa proposta di Grazie per il gruppo Civici Marche, il consigliere capogruppo Giacomo Rossi. Sì, chiaramente voto favorevole, in seconda eh, commissione ho eh, lavorato anch'io a questa eh, proposta e vorrei ringraziare appunto la collega Menghi e il collega eh, Ausili per il lavoro che hanno svolto, tutta la commissione, l'assessore Andrea. Antonini e anche eh, vorrei dire io i consorzi apistici che eh, hanno dato il loro contributo importante alla redazione di questa legge. Credo che come maggioranza abbiamo veramente eh, cambiato eh, passo nel sostegno all'apicoltura. Lo abbiamo fatto con i sostegni e gli aiuti di cui parlava prima anche l'assessore, lo abbiamo fatto con questa legge. Ecco, possiamo dire che su questo settore. Abbiamo, eh, veramente, stiamo veramente facendo la eh, differenza, e stiamo aiutando in maniera concreta chi in primis eh, dietro all'apicoltura e dietro alle api eh, ci lavora. Quindi eh, un plauso alla eh, maggioranza e anche a, a, alla parte eh, propositiva della eh, minoranza che è, ci ha aiutato nei lavori in Commissione e nella stesura di questa legge. Grazie. Grazie per il gruppo Fratelli d'Italia e il consigliere Marco Sili. Prego. Una legge necessaria, una legge all'avanguardia, tutto ciò è stato possibile grazie ai lavori della Commissione, all'apporto di tutti i soggetti portatori di interesse, associazioni agricole, associazioni e consorsi apistici, ma anche grazie a tutta questa Aula. Grazie consiglieri, credo che noi oggi scriviamo una pagina positiva e facciamo il bene del territorio e della comunità. Grazie per il gruppo Forza Italia e il consigliere vicepresidente Gianluca Pasqui. Buonasera a tutti, una legge veramente importante, si sta per scrivere una pagina essenziale per, per la nostra regione e per il contenuto di quanto stiamo votando e il nostro gruppo è estremamente soddisfatto e anticipiamo il voto favorevole. Grazie. Allora prego i consiglieri di prendere posto per il voto. Il voto sulla proposta di legge 124, apertura della votazione. Prego di prendere posto, per favore. Presidente che era in aula? Appunto, adesso lo controllo se è in aula oppure no. Bene, chiusura della votazione, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 1, la proposta di legge 124 diventa legge. Innanzitutto a nome di tutti i consiglieri formulo gli auguri perché finisce gli anni oggi la consigliera Monica Ciarri, quindi auguri da parte di tutti noi. inoltre, inoltre mh, Termino qua, dichiaro di terminare qua i lavori perché come concordato con la conferenza dei capogruppi l'orario era le ore 16 circa quindi si chiude qui l'attività del, della seduta del Consiglio regionale di oggi, l'appuntamento è rinviato previo a convocazione a martedì 21, grazie a tutti.